Ragazzi, sono Barbie Xenex e oggi vi parlerò della storia vera che sembrerebbe aver ispirato American Horror Story Cult, ma soprattutto il personaggio di Kai, interpretato da Evan Peters. Ma prima di iniziare, se vi piacciono questi video e vorreste sostenere il mio canale, potete farlo iscrivendovi al mio canale, mettendo un like, delle piccole cose che aiutano un sacco il mio canale, quindi se vi piacerà il mio video, grazie mille ancora per farlo. Nella serie, il personaggio di Kai, interpretato da Evan Peters, è un pazzo psicopatico. Ma non è certo uno stupido, è manipolatorio e ha un obiettivo ben preciso, quello di arrivare in alto in politica. Quando sto registrando questo video non è ancora finita la stagione, quindi nel caso ci siano degli sviluppi li scopriremo insieme. Io al momento ancora non li so, non prevedo il futuro, solamente per ora. Il personaggio di Kai è già stato accomunato a diversi personaggi storici, soprattutto a quelli che sono stati leader di alcune sette, come per esempio Charles Manson. Ma la storia che l'ha ispirato, secondo me, non è assolutamente quella di Charles Manson, ma di un personaggio semi sconosciuto. E ora che vi dirò il nome direte: chi? Perché si trovano veramente poche informazioni, è una storia molto vecchia, ma una storia assurda ed è veramente molto simile a quella di Kai. Il personaggio in questione è Byron Looper. Ma chi? Ho scoperto la sua storia davvero per caso, quindi sono davvero felice di farvi un video su come potesse essere l'ispirazione per la storia vera di Kai, perché non ho trovato nessun post, nessun video, né italiano né inglese, che colleghi questo personaggio Byron Looper a quello di Kai. Quindi nel caso ci sia dopo questo video qualcuno che li colleghi le storie vere collegate a American Horror Story e parli proprio di Byron Looper, se non mi citano come fonte avvisatemi, perché non è carino sinceramente prendere le idee altrui, le scoperte altrui e appropriarsene. Quindi nel caso aiutatemi, grazie mille. La storia di Byron Looper l'ho scoperta un po' per caso, perché come sapete sono una super fan di programmi di real crime. Byron Looper ha una storia davvero, ma davvero assurda. In American Horror Story Cult le protagoniste sono la politica, la manipolazione e la voglia di potere, sono veramente dei temi centrali. E anche la fazione politica sembra quasi una cosa marginale. Vediamo i personaggi in American Horror Story che magari hanno votato per Hillary, ma si uniscono con uno che è un fanatico di Trump. Kai porta avanti una politica aggressiva, se c'è da ammazzare qualcuno non si tira certo indietro, insomma l'abbiamo visto. E tutti questi ingredienti di American Horror Story Cult sono esattamente gli stessi ingredienti della storia vera di Byron Looper. Il tutto si svolge a cavallo tra gli anni 80 e 90, quindi nemmeno troppo lontano. La storia di Byron non è particolarmente interessante, lui entra nell'esercito, viene congedato per un infortunio a ginocchio e non è un argomento troppo interessante, però faccia subito biografo. Dai tempi dell'università si dedica completamente alla politica. Per quasi tutta la sua vita Byron Looper è quasi ossessionato da la politica e inizialmente sostiene delle campagne elettorali per il Partito Democratico. Ma dopo la campagna di Al Gore Clinton nel 92 cambia qualcosa in lui e dopo anni di sostegno al Partito Democratico, puff, Looper cambia idea dall'oggi al domani. Se ne torna in Tennessee e diventa repubblicano. Se prima Byron Looper ha sempre lavorato un po' dietro le quinte, insomma sosteneva i politici, la loro campagna, le loro strategie, adesso si è un po' montato la testa e vuole lui entrare in politica. Ha tutte delle idee connesse e non sapremo fino a dove arriverà. Così inizia a candidarsi in politica. Nel 94 si candida per la Camera dei Rappresentanti del Tennessee e perde rovinosamente. Si candida con i repubblicani, insomma prende per nacchi a destra e a manca. Ma l'aver perso lo fa un filo rosicare, giusto un filo. E da lì Byron Looper perde letteralmente la testa, vuole vincere a ogni costo. Due anni dopo, nel 96, decide di mirare un pochino più basso e iniziare a prendere un posto che sarà solamente il primo di una lunga serie per iniziare un'intera scalata politica. Inizia su qualcosa di locale, però in realtà vuole arrivare alla politica nazionale. Nel 96 si candida come assessore fiscale e assessore del bilancio in un paesino del Tennessee chiamato Putnam Country. Lui lì è un signor nessuno che si presenta così dall'oggi al domani e dice: ok, io mi voglio candidare. Il suo sfidante era uno che stava in politica da 14 anni, tutti lo conoscevano. Sulla carta Byron Looper sembrava letteralmente spacciato, perché era un signore nessuno che spuntava dal nulla, non aveva mai fatto un cavolo e si presentava contro uno che invece era amato, rinomato e rispettato. Ma Byron Looper, come Kai, ha una strategia. Non decide semplicemente di fare una campagna elettorale qualsiasi, decide di fare una campagna elettorale folle, oltre ogni limite, ve lo giuro, davvero folle. Prima fra tutti inizia una campagna elettorale in cui andava in TV e anziché parlare dei suoi progetti iniziava a parlare male dell'avversario, si inventava bugie, lo accusava di reati, insomma faceva tutta una campagna elettorale aggressiva, negativissima, lo insultava in diretta. Questa è una politica adesso abbastanza diffusa purtroppo, però nel 96 non era fortunatamente così. Ma questa parte della politica aggressiva è letteralmente niente rispetto a quello che vi racconterò. Molti guardavano un pochino con sospetto
perfetto questa strategia, anzi lo spernacchiavano a destra e a manca, ma Byron Looper decide di fare un passo extra, qualcosa che nessun politico aveva mai fatto prima. Per farsi eleggere, per vincere queste elezioni, come assessore fiscale decide di fare una cosa: cambiare il proprio nome. Byron Anthony Looper decide di andare all'anagrafe e cambiare il suo secondo nome da Anthony a Low Tax, ovvero Tasse Basse. Essendo il suo nome legale, sarebbe comparso come Tasse Basse anche sulla scheda elettorale, e così la gente andando a votare avrebbe letto Tasse Basse vicino al suo nome e quindi avrebbe subito collegato a qualcosa di positivo che è molto richiesto dal popolo, e secondo lui l'avrebbe votato. La politica di Byron Looper dagli esperti era stata spernacchiata dicendo: ma vi pare che questo venuto dal nulla, che non sa niente, che parla semplicemente per insulti, che è così sciroccato da cambiarsi nome vinca? Indovinate un po', non solo vinse, ma stravinse. E appena vinse utilizzò tutto il suo potere per parlare male di tutti gli altri collaboratori. Utilizzò i media per dire falsità, utilizzò anche i suoi dipendenti per manipolare la realtà. E nonostante avesse promesso di fare tagli a destra e a manca, insomma, si scoprirono che in realtà aveva rubato un sacco di soldi. Presto la polizia lo accusò di cattiva condotta, furto, abuso di potere e occultamento di reato. Ma lui disse che erano solo fandonie della politica e stampa di sinistra che rosicava, perché lui era un politico simpatichello e vicino al popolo. Fino adesso la storia di Byron Looper è quella di uno scirocchiato, un po' con la lingua lunga, ma niente di che. Davvero lontano rispetto al sanguinario Kai e la sua setta. Però, un attimo, come vi ho detto, il vero obiettivo di Byron Looper era arrivare alla politica nazionale. E nel 98 Tasse Basse Looper alza il tiro. Vuole partecipare alle primarie per così entrare nel senato del Tennessee. Looper su 4 candidati arriva terzo. Perde miseramente, però essendo l'unico candidato repubblicano arriva al ballottaggio. Insomma, un miracolato. E il ballottaggio è tra lui, un politico repubblicano, e un altro candidato, Tommy Barks, un politico democratico che lavora nella politica da 28 anni, è amatissimo, è rispettato nella zona. Insomma, sarebbe davvero difficile vincere contro di lui. I sondaggi danno Byron Tasse Basse non messo male, de più. E a pochi giorni dalla votazione sembrerebbe proprio che Tommy Barks non solo vincerà, stravincerà, e lui farà una figura miserrima. Se tu stai per perdere ma vuoi ugualmente vincere, questa volta Byron Looper decide di fare qualcosa di più grande, non solo cambiarsi il nome in Tasse Basse, ma andare veramente oltre. Si mette a leggere tutti i cavilli delle leggi che riguardano la candidatura, delle elezioni e tutte queste cose, e scopre un cavillo: che se a ridosso della votazione, entro 40 giorni, uno dei due candidati moriva, al suo posto non poteva essere inserito qualcuno di nuovo. Se su due candidati uno muore, vuol dire che le votazioni ci saranno comunque, però potrà vincere ovviamente solo lui perché l'altro è morto. Quindi Byron Tasse Basse decide bene di eliminare il nemico, perché una volta morto non sarebbe stato possibile inserire un nuovo candidato, avrebbe gareggiato da solo e vinto ovviamente. Il 19 ottobre del 98 Tommy Barks viene trovato nel suo pick up morto, gli hanno sparato. Poco prima Tommy Barks si era fermato con un suo amico, un contadino. La polizia cerca un po' in giro, ma nessuno sembra effettivamente aver avuto qualche minimo motivo per uccidere quest'uomo. Ma il contadino ha notato qualcosa, infatti notava qualcosa di strano quella mattina. C'era un uomo in macchina nera con occhiali scuri neri e guanti neri che si aggirava per quelle strade. Ma non lo conosceva, insomma, in un centro così piccolo è un po' strano. Ma il contadino a un certo punto accende la TV e chi vede in televisione? Byron Looper, che sembra così stranamente uguale a quell'uomo. Il contadino decide subito di chiamare la vedova di Barks e avvisarla: quell'uomo che aveva visto aggirarsi misteriosamente quella mattina era proprio Byron Looper Tasse Basse. In quel momento Byron Tasse Basse Looper era scomparso, non si sapeva dove stava. Stava un po' per vago, tipo: scompaio, mi crea un alibi dal nulla. Il nostro Byron era andato in Arkansas da un amico suo, un ex Marines, che lo sapete come si chiamava? Joe Bond. Da una parte c'è uno che si chiama Tasse Basse, dall'altro Joe Bond, cioè, ma che è, la versione poraccia di James Bond? Ma il nostro Tasse Basse si era incontrato con suo vecchio amico di infanzia, vecchio amico dei tempi del militare, che era un esperto in piccole armi. Subito lì tenta di intortarlo e gli chiede di nascondere la macchina, di cambiargli le ruote, e lui insomma fare un po' il vago. Ovviamente questo qua dice: ma che, mi metti in mezzo in un caso di omicidio, me li chiami dopo un sacco di tempo e mi butti qua? Ha fatto un po' il vago, ma subito dopo ha iniziato a collaborare con la polizia. Byron Tasse Basse Looper sia gli aveva chiesto aiuto, ma soprattutto aveva fatto subito lo sborone vantandosi di aver ucciso il rivale. Fanno sta chiacchierata e bam, Tasse Basse finisce in prigione. Questa storia è davvero strana e per assurdo ha cose ancora più strane rispetto a American Horror Story Cult. I
Infatti le cose strane non finiscono una volta arrestato Byron Looper. Byron viene arrestato, però lo stato del Tennessee continua a mantenere la legge che aveva. Byron Tassabas Looper rimane così l'unico candidato a quel ballottaggio, proprio come voleva. Essendo l'unico candidato, diciamo che le possibilità di essere eletto erano 100%. La cosa ovviamente crea un what the fuck gigantesco nell'opinione pubblica. I democratici non avrebbero potuto inserire un nuovo nome nella lista. Però era davvero assurdo fare eleggere in Senato un tizio che era accusato di omicidio, del rivale per giunta. E non solo di quello, era accusato anche del stupro della fidanzata e anche di furto. Possibile che un uomo del genere potesse essere eletto in Senato per un cavillo di legge? La politica intera in quel momento si mobilita. Visto che non poteva essere inserito un nuovo nome, il Partito Democratico decide di candidare Charlotte, la vedova di Tommy Burks. In meno 20 giorni creano una campagna elettorale, sorprendentemente sostenuta da tutta la popolazione, ma anche dal Partito Repubblicano, quindi dalla concorrenza. Alla fine il ballottaggio fu stravinto da Charlotte, che vinse con 30.000 voti. Però Byron Looper, nonostante tutto, nonostante fosse accusato di omicidio, accusato di furto, accusato di stupro, ricevette ben 1.500 voti. E questo, secondo me, la dice anche lunga su American Horror Story Cult. Una volta eletta, il primo provvedimento di Charlotte fu proprio cambiare quella legge che ha causato la morte del marito, sperando così che questa stessa situazione non si ripeta mai più. E nonostante Charlotte Burks sia entrata in politica un pochino per caso, alla fine fu rieletta per almeno 3 mandati. Byron Tassabas Looper fino alla fine ha tentato da arrampicarsi sugli specchi a inventarsela qualunque. Non sono stato io, si sono inventati tutto, 14 accuse di furto, ma non è vero! Accuse di furto, abuso di potere, stupro, omicidio, chi più ne ha più ne menta, e la madre di Byron Tassabas Looper con figlio del genere per tutta la vita ha sostenuto che il povero figlio fosse innocente e una vittima della politica cattiva. Cioè, bella mia, ma datte una svegliata! Nel 2000 il processo di omicidio contro Byron Looper si conclude con un ergastolo per volere soprattutto di Charlotte Burke, che ha chiesto espressamente di evitare la pena di morte. Tra il 2001 e il 2002 Byron Tassabas Looper si mette a fare interviste a destra e a manca sui talk show più trash del mondo e fa una figura da cioccolataio dietro l'altra. Addirittura si mette pure a iniziare una causa contro lo stato del Tennessee. Ma con quale faccia tosta! Nel 2013 però Byron Looper muore di arresto cardiaco, di complicazioni. Poco prima aveva picchiato una guardia carceraria incinta, giusto così perché è una brava persona. Della sua morte alcune persone però hanno creato pure un complotto, secondo loro è stato ucciso dai poteri forti. Beh, sta brava persona, eh. La storia di Byron Looper secondo me è interessante perché purtroppo è stato preso da esempio da diversi politici. Dopo di lui diversi politici hanno deciso di cambiare il proprio nome legalmente in tasse basse. Addirittura uno in California ha detto proprio espressamente che l'ha fatto in onore del politico Byron Looper. In onore di una persona del genere? In American Horror Story Cult quello che colpisce di più è proprio la campagna aggressiva di Kai. Come fosse così estrema, e in certo senso noi ci chiediamo come mai la gente non capisca che dietro c'è qualcosa che non quadra. La storia di Byron Looper secondo me dimostra proprio questo, come anche la storia di Kai potrebbe avverarsi se noi non stiamo troppo attenti. La voglia di potere, una politica scorretta, ingannare e arrivare a un punto ad ogni costo. Queste sono le caratteristiche di Kai, della setta, ma secondo me anche della storia di Byron Looper. Questa storia è davvero assurda e quando l'ho sentita in un programma di real crime ho detto devo approfondire, e più approfondivo più mi sembrava davvero simile con tutto il processo che noi vediamo in American Horror Story Cult. Ma questa era la mia impressione, spero di avervi fatto scoprire una storia che non conoscevate, qualcosa di davvero nuovo, e spero che se qualcuno uccide questa storia rimandi anche al mio video, perché sarebbe una cosa gentile. Non siate come Byron Looper. Ma voi che cosa ne pensate? Qui sotto trovate tutti i link alle storie vere che hanno ispirato i film e anche alle mie video reaction di American Horror Story Cult. Spero che vi piaccia questo video, se vi è piaciuto avete messo mi piace, grazie mille in anticipo. Noi ci vediamo al prossimo video e vediamo come finisce American Horror Story. Ciao! Ciao a tutti, sono Barbie Xanax e oggi parleremo della storia vera che ha ispirato Hit. Questo video me l'avete richiesto in tantissime, le storie vere che hanno ispirato dei film horror, vi piacciono un sacco. E vi lascerò qui sotto la playlist, la troverete anche qui, dove c'è la I, c'è la playlist con tutti i film horror, tutti i video a tema Halloween di quest'anno. Se vi piacciono questi video e vorreste supportare il mio canale, potete aiutarmi iscrivendovi al mio canale, condividendo il video. Piccole cose ma mi aiutano davvero tantissimo. Non sono poche le storie terrificanti, spaventose, che hanno ispirato dei film horror cult. Ne abbiamo già scoperto
scoperte alcune, come Annabelle. Non aprite quella porta, la bambola assassina. Ma visto l'uscita del nuovo capitolo di It, era obbligatorio parlare di questa storia, di questa storia terrificante che ha ispirato il libro di Stephen King e poi il film. Se siete dei veri fan di It, ho dedicato un video anche alla miniserie degli anni 90 che troverete qui sotto. Sicuramente molti di voi già sapranno la storia. It è la storia di una cittadina tranquilla americana, ovvero Derry. In questa tranquilla cittadina però in realtà si nasconde dell'orrore, ovvero It, un pagliaccio assassino. It, come sapete, nasce dal romanzo di Stephen King del 1986, però in realtà i fatti veri che sembrano così simili alla storia di It hanno luogo 10 anni prima, quando il mondo conosce un serial killer, John Wayne Gacy, soprannominato Killer Clown. Ma chi era John Wayne Gacy? Che si chiama John Wayne, come l'attore dei western e soprattutto come la canzone di Lady Gaga, che tra l'altro è la mia preferita dell'album Joanne, ma questo è un altro discorso. Ma torniamo a John Wayne Gacy, che non correva sui cavalli al galoppo come John Wayne e soprattutto non sculettava al ritmo dei video di Lady Gaga. Che peccato. Invece si era messo in testa una cosa, quella di fare serial killer. Come tutti i serial killer, aveva un discreto cattivo gusto nel vestirsi. Certo, non indossava il cappellino di flanella che abbiamo visto per Leatherface, e chi ha visto quel video mica verrà. Diciamoci la verità, John Wayne Gacy sembrava Peter Griffin, e ora non vorrei che qualcuno mi accusasse di body shaming nei confronti di un serial killer. Really? Ma scopriamo un po' chi era questo John Wayne Gacy e perché si è guadagnato il soprannome di Killer Clown. Iniziamo alla stile Alberto Angela, ovvero John Wayne Gacy nasce nel 1942 a Chicago. Dettaglio inutile, ma faceva subito serietà. Subito nella vita di John Wayne Gacy incontriamo un'altra costante che abbiamo già visto per Ed Gein, ovvero dei genitori terribili. Il padre di John Wayne Gacy lo prendeva in giro perché era grasso e effeminato. John è gay, ma è cresciuto in una famiglia, in un ambiente che gli ha detto per tutta la vita che essere gay si è sbagliato. Quindi proprio per questo vede l'omosessualità come qualcosa di terribile, di sbagliato. E questo scatenerà l'inferno. John ha una vita veramente brutta, subisce violenza da parte del padre, viene stuprato dal nonno e vive per un sacco di tempo con un ematoma in testa che gli causa delle perdite di memoria. Nonostante ciò, secondo me, aveva più memoria della sottoscritta. E inoltre sembrerebbe avere un quoziente intellettivo decisamente alto. Me batte pure in questo. Ma io sono vestita meglio, caro John. Ora starete pensando che è il classico serial killer che se ne sta da solo, che fa cose strane. In realtà no, John Wayne è diverso dagli altri. Era l'amicone di tutti. E anzi, veniva considerato una delle persone più rispettabili della città. Vedete, le apparenze ingannano. John si sposa con una tizia. Il padre di sta tizia è il capetto del KFC, il fast food del pollo fritto. Io sarei impazzita. Si sposa, ha 2 figli, inizia a dirigere diverse filiali di pollo fritto, praticamente il mio sogno. Tutti gli vogliono bene e anzi entra pure in politica e, come se non bastasse, diventa un personaggio di spicco per la beneficenza. Tutto quello che farebbe pensare a una brava persona, nonostante assomigli a Peter Griffin. Arrivano gli anni 60 e inizia a zozzeria, ovvero il nostro caro John Wayne Gacy, amato dalla comunità, ritenuto rispettabile, una persona per bene, inizia ad abusare di ragazzini poco più che adolescenti. E per farli stare zitti e non far denunciare niente a nessuno, li minaccia o paga le famiglie. Ma fino a un certo punto, perché una certa, lo buttano in carcere. Diventa un detenuto modello, la prima moglie divorzia e subito dopo, nemmeno il tempo d'uscì, subito si trova un'altra moglie. Beh, state a rendere conto, questo non era nemmeno Michael Fassbender, eppure rimorchiava così. Questo c'aveva più spasimanti di me, assomigliava a Peter Griffin. Tempo decide, fa il rimorchione e subito continua con le violenze. E vi starete chiedendo, ma perché questo si chiama Killer Clown? Ci arriviamo. Come vi ho detto, una volta uscito dal carcere, John si risposa. E per far la finta persona come si deve, si dà la beneficenza e anche un'altra cosa. Si offre di fare il clown per beneficenza in ospedale e nelle feste di compleanno per bambini. Crea il suo personaggio, crea i vestiti e si chiama Pogo. Pogo! Si inventa un trucco e si cuce da solo anche quella schifezza del vestito con cui faceva il clown. Ma mentre la sua carriera di clown poraccio fa un pochetto schifo, Gacy si riconsola con la sua carriera da serial killer. E nel 72 continua con le sue vittime, che sono come al solito ragazzini poco più che adolescenti. Massimo 20 anni. E di media il modus operandi è sempre lo stesso: violenta, tortura e uccide. Però c'è il problema dei cadaveri. Dove cavolo li butti? E lui, un po' come il killer di Leatherface, si è un po' inventato una cosa un po' casalinga, un po' fai da te. Lui ha deciso di murarseli dentro casa, in mezzo al muro. Gacy rapì, violentò e torturò 33 vittime. E il bello è che poteva essere fermato. Molte delle famiglie furono messe a tacere oppure ancora rimasero in silenzio per soldi. In un momento storico in cui la colpa di uno stupro era quella
quella della vittima. Inoltre, come se non bastasse, erano pure ragazzi gay. Quindi davvero tanti tabù messi insieme. Cose che per quella società erano peggiori rispetto a un carnefice. La cosa brutta di questo caso è che in realtà lui poteva essere fermato diverse volte, era già conosciuto dalla polizia. Molte volte lasciò andare le sue vittime dopo averle torturate, altre volte queste riuscirono a scappare e andarono dritte dalla polizia. Ma la polizia, visto che si trattava di un argomento del genere, se ne è fregata altamente. Perché erano giovani, erano ragazzi gay e inoltre stavano accusando il benefattore della città. Così attento alla beneficenza, così attento in politica e per di più un imprenditore. Il tutto fortunatamente finisce nel 78, quando scompare un ragazzo di 15 anni e si confida con qualcuno parlando di aver ricevuto un'offerta da parte di un imprenditore facoltoso della città. Indovinate di chi si tratta? John Wayne Gacy. La polizia entra in casa per interrogarlo e subito viene totalmente sconvolta dalla puzza. I cadaveri li puoi pure murare, però non è che diventano fiorellini. Quindi facciamo un buongiornissimo alla polizia di quella città che non se fa sfuggire niente, ci è arrivata solamente dopo 18 anni. Entrati in casa sentono sta puzza e dicono: o questo mangia i broccoli tutti i giorni oppure qualcosa non quadra. Iniziano finalmente a trovare i corpi. John Wayne viene arrestato finalmente e lì subito tenta di fingersi matto come nei peggiori film di serie C. Dice che in realtà non era lui ad uccidere tutte queste persone per tutti questi milioni, milioni, milioni di anni. Era la sua personalità cattiva di nome Jack. Nome innovativo, non lo so. Jack viene usato in America tipo Mario Rossi, cioè almeno dagli il nome particolare. Proprio le basi. Risulta sano di mente, viene condannato a morte e come se ne va John Wayne Gacy con un'elegantissima frase, ovvero: baciatemi il culo. John Wayne Gacy si vestiva da clown, quindi per questo l'hanno soprannominato Killer Clown, ma soprattutto ci stava in fissa con i clown. Durante il carcere Gacy inizia a fare un'infinità di disegni e dipinti inquietantissimi di clown oppure di se stesso vestito da clown pogo, con quel vestito poraccissimo che abbiamo visto prima. Io mi immagino il compagno di cella comunque, passi tutti i giorni con questo che pare Peter Griffin e inizia a parlare solamente dei clown, cioè io sarei impazzita. Ancora oggi ci sono diverse mostre sui disegni di Gacy che erano una zozzeria ovviamente, però inquietanti da morire. Qualche tempo fa una galleria ha neanche venduto uno a qualcuno che evidentemente c'aveva il gusto dell'orrido, però ha donato i fondi all'associazione delle vittime dei serial killer. I collegamenti tra John Wayne Gacy e It sono veramente ma veramente tanti, non solo il killer clown. A proposito di questi collegamenti, Stephen King ha fatto sempre un po' il vago, ha sempre detto no, ho preso ispirazione da altro. Secondo me i collegamenti sono totalmente innegabili. Il libro di Stephen King gira intorno proprio all'omofobia, dell'omertà all'interno di una piccola cittadina e secondo me sono dei temi proprio attuali all'interno della storia di John Wayne Gacy, che insomma per anni ha potuto fare, nessuno si è mai accorto di nulla. Inoltre It puntava principalmente bambini e adolescenti, almeno nel film, vittime deboli che spesso non venivano credute, proprio come molte delle vittime che hanno denunciato John Wayne Gacy. Questa era la storia vera che secondo me ha ispirato It di Stephen King. Se avete voglia di sentire di più sulla miniserie degli anni 90 ispirata proprio a questo libro, vi lascerò qui sotto il link al mio video. Suggeritemi qui sotto la prossima storia vera che vi piacerebbe trattare legata a qualche film. Spero vi sia piaciuto questo video. Se avete ancora voglia di horror, di storie vere, vi lascerò qui sotto delle playlist. Grazie mille ancora per aver visto questo video. Grazie mille ancora se vi è piaciuto e avete messo mi piace. Noi ci vediamo al prossimo video, sempre a tema Halloween. Grazie mille ancora e ciao. Ciao a tutti, sono Barbixanax e benvenuti in un nuovo video. Quanto riguarda i personaggi reali o i luoghi reali o le storie reali che hanno ispirato qualcosa per quanto riguarda American Horror Story, dopo il viaggio in alcune stagioni andiamo in una stagione che non abbiamo ancora indagato e sto parlando di Roanoke, che per quanto riguarda storie vere abbonda e anche parecchio. Oggi vi parlerò della storia vera di due infermieri killer che uccidevano i pazienti per scrivere la parola murder, ovvero omicidio, con le iniziali dei pazienti. Voi non lo fate mai quando vi annoiate? Un po' tipo settimana enigmistica. Prima di iniziare mi raccomando, i prossimi video li scegliete voi, quindi seguitemi su Instagram per scegliere i prossimi video. Spero vi piaccia questo video, nel caso fosse così fatemelo sapere con un like o un commento oppure ancora iscrivendovi al mio canale. Grazie mille in anticipo, ma iniziamo subito con questa storia sanguinaria, con queste dosi roccate. Iniziamo! Perché qui sinceramente la questione è molto più inquietante rispetto al previsto. Cosa c'era di vero nelle due infermiere che ammazzavano la gente in American Horror Story? Purtroppo parecchio. Mancava però la cosa più spaventosa, ovvero quelle frangette fonate anni 80 che non si potevano vedere. Queste due infermiere effettivamente giocavano una mezza specie di scarabeo con la gente che ammazzavano. Il tutto accade negli anni 80, quindi ecco spiegati quei capelli cotonati senza pietà. Accade negli anni 80 in Michigan. Che cavolo accade in Michigan? Niente, a parte la neve e ste dusci roccate. Vi viene in mente qualcosa ambientato in Michigan? A me viene in mente solamente Detroit per il Banco dei Pugni e Eminem. Punto. Ma qui inizia la storia delle due infermiere assassine, soprannominate nella stampa delle amanti letali.
Che novità, se sono sfregati. Le nostre due frangette cotonate killer si chiamavano nella realtà Gwendolyn Graham e Catherine Maywood. E quindi, volevo fare la professionale, scusate, un po' di dettagli così spiccioli per fare una serie. Le due facevano le infermiere in un paesino. Se amate il real crime, avete capito una cosa, le peggiori cose accadono nei paesini, in quelle piccole cittadine in cui dicono qui è sicuro, nessuno chiudeva la porta, non accadeva mai niente. Te credo, poi accadono gli omicidi, le stragi, ma va bene, non accade mai niente. In questi paesini la gente si annoia e si fa prendere un pochino troppo la mano. Le due si incontrano al lavoro, lavorano in una casa di cura, quando si dice il romanticismo, e nel 1982 diventano delle amanti. Ma inizieranno ad uccidere solamente 2 anni dopo, evidentemente era scemata la passione. Come sappiamo, tutte queste informazioni per quanto riguarda i delitti ce le ha raccontate il muro, ce le hanno raccontate i cadaveri, la polizia, ma de che? Ma quale indagini? Ce l'ha raccontate una delle due e vi spiegherò qui perché c'è un'altra trama che veramente la soap opera argentina ci fa un baffo. Niente morto che parla, tutto quello che sappiamo ce l'ha raccontato Catherine Wood, che appena l'hanno presa le ha avvocatato il sacco, ha dato tutta la colpa all'altra e ciao. Catherine ci racconta una cosa, ovvero che il primo omicidio avviene nel 1987, che a me sinceramente pare un po' più dei 2 anni dopo, però va bene. La polizia ci ha creduto, ha detto così, quindi magari non so raccontare io, dal 1982 al 1987 mi parano un po' più dei 2 anni. Boh. Vabbè, Catherine racconta sta storia alla polizia e gli dice guardate io non c'entro niente, eh? E quella è tutta Gwendolyn. Così dal nulla decide di soffocare una povera signora, anziana con l'Alzheimer. Questa nemmeno riusciva a ribellarsi, a quanto pare Catherine diceva che facesse da vedetta, però lei non c'entrava niente, eh? Niente. La signora poveraccia muore e essendo anziana insomma nemmeno gli fanno l'autopsia perché dicevano vabbè tanto stava lì lì per morire, se ne frega, insomma poveraccia sta signora. Però tutti, pure la polizia, si è domandata scusami Catherine, ma com'è che questa dall'oggi al domani inizia ad ammazzare gente, gli sarà preso qualcosa, ci sarà un motivo sotto. E Catherine insomma dice che Gwendolyn era un filo stressata, quindi utilizzava questo uccidere le persone come antistress. Va bene, c'è chi, che ne so, c'ha quei cosi da stringhe, c'è chi c'ha gli swishy, chi si mette a dai pugni sulle porte e chi ammazza la gente. Chi siamo noi per giudicare? Ammazzare le vecchiette sarebbe un attimo di relax? Boh. E insomma, questi crimini, essendo entrambe coinvolte, diventano tipo un collante per il loro amore, passione, legame, eccetera, eccetera. C'è chi compra un cagnolino per saldare il legame e chi ammazza le vecchiette. Catherine ci racconta che nei mesi successivi Gwendolyn ammazzò altre 4 persone. In realtà tra i 65 e 97 anni e quasi tutti malati d'Alzheimer, così nemmeno si potevano difendere. Inizialmente dice che sceglievano le vittime in base a quelli più deboli, quelli che non potevano difendersi, ma poi iniziarono a fare un po' le strose, un po' l'artista della situazione, un po' creativo verso me stesso, ovvero scegliere le persone secondo la propria iniziale del nome, così da creare la parola murder, omicidio. Però alla fine si stancano e fanno un po' quello che voglio. Immaginate se fosse stato in Italia la parola omicidio, quante persone trovi che si chiamano con la O? Oronzo, Orazio, Oliviero, cioè quanti ce sono sta? Senza parlare di colai, vai a trovare quelli che si chiamano colai, a parte Ignazio, quanti nomi ci stanno colai? Ilaria, boh. E questa incapacità di trovare queste persone poteva essere un ottimo messaggio per smettere di ammazzare le persone e magari dedicarsi a giocare a, non lo so, nomi cose, animali città, ma sia mai Scarabeo, sia mai, iniziarono ad ammazzare le persone secondo una poesia. Chiamerò per sempre e un giorno, e quella persona che ammazzavano qua, poraccia, durante quel giorno era il giorno in più. Come avrete capito, queste erano 2 sfigate e se avessero puntato un vecchietto un filo più arzillo gli arrivava una padellata in faccia che le stendeva. Purtroppo non è stato così. Vi starete chiedendo, vabbè, ma le ammazzava solamente Gwendolyn? Catherine che stava a fare? Stava a tenere posta? Teneva il conto? Scriveva un'agendina? Che stava a fare? Allora, lei ha raccontato tutto alla polizia ed è lei che ha raccontato questa storia. Ha anche raccontato che Gwendolyn era quella più sciroccata delle due. Addirittura si teneva dei ricordini delle vittime, ma la polizia non ha mai trovato niente. Quindi Catherine, stai per caso a raccontare una cazzata? Aspettate per decidere. Perché le cose si infittiscono. Infatti, casualmente, quando è che Catherine si mette a raccontare tutta la polizia e a dare tutta la colpa a Gwendolyn? Quando hanno ammazzato la prima vittima? Sia mai, no. Quando Gwendolyn ha trovato un'altra fidanzata. La polizia, un po' come molti casi di cui vi ho parlato, non è che insomma sia così perspicace come nei film. Molto spesso, come in questa volta, non si era accorta di niente. E infatti nel 1988 cade dal clero quando arriva nel distretto di polizia il marito di Catherine. Lui impazzito, sconvolto, spaventato, e ti credo, dice scusate, mia moglie mi ha confessato degli omicidi, indagate. E ovviamente si è un po' strizzato.
Ma non vorrei vedere, immaginate, stava a parlare del più del meno, che ne so, a letto tra una Coca-Cola e l'altra. E cioè, ah, sai, non ti ho mai detto del mio passato, di quella volta in cui uccisi un mucchietto di persone. Oh, mi ero sempre dimenticata di dirtelo. Oh, oh, oh. Chi è che racconta queste cose? La polizia finalmente si smuove, quindi che cosa fa? Tenta di riesumare i cadaveri, però purtroppo non li possono riesumare tutti, perché molti sono stati cremati, quindi che vai a analizzare il cadavere che purtroppo sono solamente cenere? Tutto il processo si basa sulla confessione di Catherine, che guarda caso la vedeva tipo come la santarellina. Gwendoline si dichiara innocente, ma la giuria la condanna per 5 omicidi. Nel 1989 quindi Gwendoline si becca non una, non due, ma ben 5 ergastoli. Mentre Catherine invece viene condannata a 20 anni per ogni vittima e tecnicamente nel 2021 doveva essere rilasciata. Ma ho una notizia fresca fresca per voi. Infatti, credete sia finita qui la situazione? No, cari miei. Perché infatti gli amici di Gwendoline sono un po' arrabbiati di questa situazione e dicono che Catherine sia stata un po' una cazzara. In effetti la cosa un po' puzza. Possibile che questa per tutti gli omicidi stava lì a fare la festa, a guardare il muro, a Catherine? Ma chi ci crede? Soprattutto sta polizia, ma non si sono accorti di niente. Doveva il marito di lei, sta lì a guidarli, sti le cane da tartufo. Io non lo so sinceramente. Vabbè, tutti gli hanno creduto a sta Catherine. Hanno capito che lei stava lì a guardare il muro mentre quell'altra ammazzava i vecchietti. Ma in realtà gli amici delle due dicono che la mente criminale dietro tutto ciò fosse proprio Catherine, che anzi Gwendoline fosse un po' stata intortata da questa situazione e fregata. E dicono che in realtà fu Catherine a uccidere materialmente queste persone e il primo omicidio avvenne dopo un tradimento di Gwendoline. Così la ingabbiò perennemente a sé dicendo: visto, ormai siamo complici d'omicidio, tu mi hai tradito ma devi rimanere con me. E diciamo che il tutto non è che sembra proprio campato in aria. Molti test che hanno fatto su Gwendoline l'avevano diagnosticata come una personalità borderline e anche facilmente manovrabile. Quindi insomma questa è stata condannata sulla base non di prove effettive ma solamente dalla confessione di Catherine. Insomma, qualcosa non torna. Questa situazione però è anche peggiorata. Ebbene sì. Il 24 ottobre scorso, infatti, Catherine, la testa che stava lì a guardare il rosario mentre quell'altra ammazzava i vecchietti, almeno secondo le sue parole, è stata rilasciata. Quindi dal 24 ottobre potreste trovare in giro la vostra Catherine simpatica. Io per sicurezza sarei lontana dalle case di riposo. È in libertà vigilata. Tutto è bene quel che finisce bene, vero? Come no? Questa è una storia reale che si nascondeva dietro le infermiere di American Horror Story. La storia ha dell'horror, però c'è un sacco di sta roba tipo telenovelas argentina, come vi ho detto. Voi che cosa ne pensate? Secondo voi Catherine è la mente criminale dietro tutto ciò? O era una che stava a guardare il soffitto mentre l'altra ammazzava le vecchiette? Non lo so, fatemi sapere con un commento qua sotto, parliamone. Soprattutto se siete lì in Texas, Michigan, dove cavolo abita sta Catherine. State attenti, non frequentate le case di riposo, ecco. Questo era tutto, spero vi sia piaciuto questo video, lasciando un commento qui sotto. Grazie mille ancora per i like, per essere iscritti al mio canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao a tutti, sono Barbie Xanax e benvenuti in un nuovo video per quanto riguarda le storie vere che hanno ispirato storie, personaggi e ambientazioni per quanto riguarda American Horror Story. Prima di iniziare però non dimenticate di seguirmi su Instagram perché lì molto spesso decidiamo insieme i prossimi video e spero vi piaccia questo video. Nel caso fosse così fatemelo sapere con un commento, un like, perché aiutano molto il mio canale a crescere. Inoltre ho una collaborazione con Pampling, quindi se amate le t-shirt di serie TV, film, anime, sicuramente lì troverete qualcosa che vi piace e ho anche un codice sconto. E con il mio codice sconto Sghicio otterrete il 15% di sconto. Oggi parleremo di una storia vera legata a una stagione di American Horror Story e una stagione che forse non vi aspettavate, e sto parlando di American Horror Story Cult, una delle stagioni meno soprannaturali per quanto riguarda American Horror Story. Questa storia vera ha molto probabilmente ispirato parte del plot della stagione. In American Horror Story uno dei personaggi principali era quello di Evan Peters, nel ruolo di Kai. Non vi ho parlato anche di lui e della sua storia vera, vi lascerò qui sotto il link. E a tormentare i protagonisti c'era invece un gruppo di clown. Dei clown assassini che uccidevano le persone e lasciavano lì, nei luoghi in cui le avevano uccise, delle faccine sorridenti, degli smile. E oggi vi parlerò proprio di questo, ovvero dei smiley face killers. Chi sono in realtà? Come nasce questa cosa? Tranquilli, il tutto inizia nel 2008, quando due detective in pensione presentano una teoria che collegherebbe le morti sospettose di oltre 40 giovani. Secondo loro, un killer o un gruppo di assassini avrebbe ucciso oltre 40 ragazzi nel corso degli anni e in diversi stati. Tutte le vittime avevano qualcosa in comune. Primo, tutte sono state affogate. Secondo, erano tutti ragazzi che andavano all'università, giovani, belli, molto spesso atletici e considerati dei bravi ragazzi, tutti bianchi.
bianchi. Tutti i loro corpi sono stati trovati in prossimità di alcuni bacini idrici. Tutte queste morti sono molto spesso state dichiarate come delle morti accidentali, ovvero questi ragazzi avevano bevuto troppo, si sono avvicinati a questi corsi d'acqua e per aver bevuto troppo sono caduti dentro e quindi sono annegati. Ma per i due detective che hanno ideato questa teoria le cose sono andate un po' diversamente. Infatti Kevin Gannon e Anthony Duarter, secondo loro, qualcosa non torna. Le cose in comune tra queste vittime sono troppe secondo loro. Come vi ho detto, le vittime sono tutte uguali, ragazzi belli, atletici, giovani dell'università che andavano bene a scuola, tutti bianchi. Si sono allontanati molto spesso misteriosamente da alcune feste e poi sono sparite nel nulla. Quasi tutti loro sono stati dichiarati delle morti accidentali, ma c'è una svolta. Con il caso di Chris Jenkins, lui è scomparso ad Halloween e 4 mesi dopo verrà ritrovato il suo cadavere con ancora addosso il costume di Halloween. Se inizialmente il suo caso viene un po' etichettato come una morte casuale per il troppo alcol, in realtà poi verrà riaperto dalla polizia perché sembrerebbe essere un caso di omicidio. E proprio qui nasce questa teoria degli smiley face killers, ovvero un gruppo di persone, un singolo assassino che ha ucciso tutte queste persone per gli anni. Però perché lo chiamano in questa maniera? Perché smiley face? Perché i due detective sostengono che in realtà in oltre 10 posti in cui sono stati ritrovati i cadaveri hanno trovato queste faccine di smile. Gannon e Duarte hanno presentato questa ipotesi, però non è stata presa benissimo. Ecco, loro hanno detto questa teoria, però è stata un po' spernacchiata. La polizia l'ha presa per pazzi, qualcuno gli ha creduto, però la maggior parte delle persone gli hanno detto: ma che strada di... L'hanno considerata una teoria campata in aria. Inoltre, come se non bastasse, a quanto pare il loro raggio d'azione per trovare queste faccine di smile sembra essere ampissimo. Essendo lo smile un simbolo molto comune, gli hanno un po' detto: e grazie al cavolo che lo trovate quasi da tutte le parti. Come se non bastasse, nei luoghi di ritrovamento dei cadaveri sembra esserci scritta anche una parola: Sinsinigua, che a quanto pare è una città del Wisconsin. No, non è una formula magica, non è una parola impronunciabile a caso, è una cittadina. La teoria di queste due non è stata presa in considerazione dalla polizia, ma l'FBI che cosa ne pensa? Dopo che la teoria ha conquistato internet, l'FBI ha dovuto rilasciare una dichiarazione e io un po' ve la riassumo. Ma che ve fumate! La reazione è interessante, però secondo me è da parte dei genitori delle vittime. Se alcuni in pratica tacciano Gannon di voler fare un po' la superstar, di utilizzare questa teoria un po' campata in aria per fare la star e quindi raccattare qualche lira, altri criticano fortemente i due detective perché dicono che in realtà con queste teorie non sanno altro che ostacolando il tentativo delle famiglie di andare avanti e elaborare il lutto di dei figli o dei parenti persi in un'età così giovane. Però se alcuni genitori ce l'hanno con loro, ci sono anche dei genitori che dopo questa teoria stanno lottando e chiedendo alla polizia di riprendere in considerazione il caso. Magari non per forza credono a questa teoria degli smiley face killer, ma pensano che magari potrebbero dare una seconda occhiata a questi casi, perché così come è successo all'altro ragazzo, magari anche per il loro c'è qualcosa dietro questa morte. Ma voi che cosa ne pensate di questa teoria? Secondo voi ci sono davvero uno o più omicidi che vanno in giro negli Stati Uniti da diversi anni ad uccidere ragazzi un po' ubriachelli, oppure no? Secondo me no, questa teoria è un po' una roba campata in aria e sono d'accordo con la polizia in questo caso. Insomma, non è così difficile trovare uno smile in giro. Voi che cosa ne pensate? È così difficile? È così raro? Secondo me no, boh. Fatemi sapere con un commento qui sotto. Grazie mille per aver visto questo video e se siete rimasti fino a qui, lasciate un emoji e uno smile qui sotto, giusto così, per dire, così da rimanere in tema. Grazie mille ancora per aver visto questo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao a tutti, sono BarbieXanax e benvenuti in un nuovo video in cui vi parlo delle storie vere che hanno ispirato qualche personaggio o qualche situazione all'interno di American Horror Story. Questo è il vostro primo video, tranquilli, c'è la playlist qui sotto. La puntata di oggi è dedicata alla serie Freak Show e precisamente al personaggio di Sarah Paulson, che interpreta qui le gemelle siamesi Dot e Beth. Prima di iniziare a parlarvi della vera storia delle gemelle che hanno ispirato questo personaggio di Sarah Paulson, non dimenticate di seguirmi su Instagram, lì vi faccio scegliere i prossimi video. Qui sotto trovate tutti i modi per poter sostenere il mio canale nel caso vi piaccia. Se vi piace questo video, fatemelo sapere con un commento, con un like oppure iscrivendovi al mio canale. Ma iniziamo a parlare della storia vera e mi raccomando, un po' come tutti i video per quanto riguarda American Horror Story, la storia reale è ancora più assurda per quanto riguarda il personaggio, per quanto riguarda American Horror Story stessa. Come sia possibile? Non lo so, le vie di Ryan sono infiniti. Sarah Paulson in American Horror Story Freak Show interpretava Dot e Beth, delle gemelle siamesi che condividevano lo stesso corpo, ma erano due persone ben distinte. Il suo
era un personaggio complicato e abbastanza disturbato, ma Beth e Dot hanno parecchio a che vedere con non una, ma ben due storie reali che coinvolgono ben due coppie di gemelle. Beth e Dot condividono lo stesso corpo, ma sono due persone nettamente diverse, e due persone così avevano poco tempo fa un reality show negli Stati Uniti, e sto parlando delle gemelle siamesi Abby e Brittany Hansel. Loro sono due ragazze di 28 anni e sono nate in una condizione molto simile a quella di Dot e Beth. Abby e Brittany, pensate che controllano ognuna solamente metà del proprio corpo, quindi hanno dovuto imparare a coordinare i movimenti per camminare, per gesticolare, per vestirsi, e si devono mettere d'accordo su come vestirsi perché ognuna ha un gusto differente. Sono anche legalmente considerate due persone diverse, tanto che hanno dovuto fare due esami di guida differenti per ottenere entrambe la patente. Abby e Brittany nel 2012 avevano un reality show sulla loro vita, ma ultimamente si sono un po' allontanate dai riflettori e si sono dedicate al loro lavoro, quello di fare gli insegnanti. Ma se la vita di Abby e Brittany era complessa ma felice, quella di Beth e Dot non lo era per niente, e soprattutto la loro vita è fortemente ispirata a un'altra coppia di gemelle. Due gemelle siamesi passate alla storia per essere anche delle star del cinema, e sto parlando delle sorelle Hilton. Prima di Nicky Hilton e Paris Hilton c'erano loro, Violet e Daisy Hilton. Loro nacquero a Brighton nel 1908. La madre era Kate Skinner, una ragazza molto giovane, non sposata, che faceva la barista, e all'epoca, insomma, non essere sposate, essere incinte non veniva vista come una buona cosa. Inoltre Violet e Daisy sono due sorelle siamesi, ma hanno una condizione diversa rispetto a quella di Beth e Dot che noi vediamo in American Horror Story Freak Show. Sono due gemelle siamesi collegate per il bacino. Le nascite, per quanto riguarda i gemelli siamesi, non erano una cosa così comune nel Regno Unito, e diciamo che i medici avevano dato al massimo una settimana di vita a queste due ragazze. Al massimo un mese, mentre invece Daisy e Violet ebbero una vita parecchio lunga, anche per l'epoca. Quando nacquero però i medici considerarono l'opzione se separarle oppure no, ma i medici erano abbastanza certi che una oppure entrambe potessero morire durante l'intervento o subito dopo, quindi decisero di non intervenire. Però se la vita di Abby e Brittany, che abbiamo citato prima, era una vita complessa ma felice, quella di Violet e Daisy diciamo che è molto traumatica e molto simile a quella di Beth e Dot. La loro vita tragica inizia praticamente già dalla nascita. Violet e Daisy furono vendute dalla madre e furono vendute al suo datore di lavoro. Lui era il proprietario del pub e aveva anche aiutato a far nascere le bambine. Visto che lei era una madre single, giovanissima, visto che le ragazze erano in una condizione particolare, ha deciso di venderle. Ma la moglie dell'uomo, la moglie del proprietario di questo pub, vide subito un'occasione in queste ragazze, e non una bella occasione. Mary Hilton decide di comprare queste ragazze, e non per dar loro una vita migliore, non perché avesse un buon cuore, ma decise di comprarle appena nate perché vide in loro la possibilità di un'attrazione nel proprio pub. Daisy e Violet ebbero così un'infanzia tristissima. Mary Hilton, la loro madre adottiva, le obbligava a chiamarle zietta, mentre il suo compagno e anche tutti gli altri compagni che poi arrivarono dovevano essere chiamati signore. La madre naturale di Violet e Daisy, Kate Skinner, ebbe anche nei successivi 4 anni altri due bambini, Frederick e Edel. Però poco dopo la nascita Edel morì, e diverso tempo dopo, per delle complicazioni dovute al parto, morì anche Kate Skinner. Così Violet e Daisy rimasero completamente sole. Mary Hilton, come vi ho detto, vide immediatamente in Daisy e Violet la possibilità di un guadagno, quindi immediatamente iniziò a farle esibire nel suo pub. Però inizialmente le ragazze erano troppo piccole per cantare, ballare o fare qualsiasi cosa. Le ragazze, oltre a esibirsi, erano pesantemente abusate dai compagni di questa donna, dalla donna stessa. Entrambi abusavano verbalmente e fisicamente di Violet e Daisy. Mary prendeva tutti i loro guadagni e l'ha fatto per tutta la sua vita, e se le ragazze facevano qualcosa che non le andava bene, le picchiava con la fibbia della cintura. Mary Hilton inizialmente le faceva esibire nel suo pub, ma quando iniziarono ad avere 3 anni le ragazze, iniziò a portarle in giro per il mondo, in un tour. Questa però non era la prima volta che le ragazze si esibivano. Appena possibile Mary obbligò le ragazze a prendere delle lezioni di ballo, di canto, di tip tap, ma quando erano piccole, quindi sotto dei 3 anni, le faceva esibire in una maniera nel suo pub, le deteneva chiuse in una stanza e faceva pagare i clienti un po' più ubriachi per poter alzare i vestiti a queste bambine e vedere dove fossero collegate. Le ragazze hanno parlato in una loro biografia proprio di questi ricordi tragici di infanzia, di come vedessero questi uomini ubriachi che le spogliassero e le toccassero. Quando le ragazze divennero grandi, secondo Mary, ovvero a 3 anni, iniziò a farle girare in tour in Europa e in Australia, però Mary voleva tanti soldi e quindi puntò agli Stati Uniti, ma le ragazze non ottennero il visto perché per le loro condizioni venivano considerate non in salute.
Mary allora coinvolse tutti i media locali per creare una mezza specie di class action, così da ottenere questo visto. Iniziarono ad esibirsi negli Stati Uniti e dopo poco Mary Hilton morì. Questa potrebbe sembrare quasi un lieto fine in un certo senso, quindi l'aguzzino che muore e la libertà delle ragazze. Purtroppo però non è assolutamente così. La storia tragica di Daisy e Violet continua anche dopo la morte di Mary Hilton, perché in quell'epoca le ragazze venivano considerate un oggetto e quindi venivano lasciate in eredità, e dopo la morte di Mary passarono a sua figlia. Esattamente come un carretto, una casa, un cappotto, venivano lasciate in eredità, erano una proprietà. Le ragazze infatti erano parte dell'eredità della figlia di Mary Hilton, ovvero Edith Meyer, la figlia biologica, che diventò insieme al marito proprietà di Daisy e Violet. I Meyer purtroppo non erano tanto diversi da Mary Hilton, anzi obbligavano le ragazze a esibirsi in The Vaudeville, che erano una mezza specie di cerchi in un certo senso. Facevano fare loro dei numeri jazz. Violet a quanto pare era molto brava con il sax, mentre Daisy con il violino. Ma i Meyers avevano un obiettivo, quello di farle esibire per poter prendere denaro, e se queste ragazze girano tranquillamente per strada, chi è che paga per vederle? Così proprio per questo i Meyers tenevano Daisy e Violet Hilton perennemente rinchiuse dentro casa, così da evitare che qualcuno potesse guardarle senza pagare il biglietto e per evitare anche che scappassero. Le ragazze ottennero davvero tanto successo nelle loro esibizioni del vaudeville, tanto da esibirsi con personaggi molto noti sia nell'ambiente che poi sarebbero diventate anche delle star come Bob Hope, Charlie Chaplin. Ma a cambiare la loro vita sarà un altro personaggio molto famoso, ovvero Houdini. Houdini a quanto pare, nel caso voi correggetemi, aveva preso molto a cuore la situazione delle ragazze e tentò anche di aiutarle materialmente a ottenere la libertà. Queste ragazze erano completamente segregate, utilizzate come oggetti, e lui le indirizzò a informarsi un pochino per ottenere la loro libertà. Così a 21 anni iniziarono un'azione legale molto molto complessa, ma il fine era uno, quello di ottenere l'emancipazione e quindi non essere più trattate come un oggetto, ma essere libere. Vinsero questa causa contro i Meyer, dovevano dargli molti soldi i Meyer, ma in realtà non ottennero mai nulla. Di tutti quegli anni in cui si erano esibite, né da parte degli Hilton né da parte dei Meyer ottennero nulla. Per la prima volta Daisy e Violet assaporano la libertà, però come spesso accade è un po' complesso gestirla. Iniziarono finalmente a vivere una vita normale, quindi si innamorarono di alcuni uomini legati al mondo dello spettacolo, una di loro rimase anche incinta e diede il figlio in adozione, e nel 1932 diventano delle star del cinema. Infatti in quell'anno escono ben due film che le vedono nel cast, Chained for Life e Freaks. Come sapete, Freaks non fu veramente un successo. Man mano, un po' per i cambiamenti sociali, un po' per varie questioni, il loro successo iniziò un po' a scemare. Queste ragazze in tutta la loro vita si erano solo esibite, non avevano mai fatto nient'altro. Iniziarono a faticare a trovare lavoro nei vaudeville, così si diedero all'intrattenimento burlesque. E se la loro vita professionale diventa complessa, anche la loro vita familiare non è certo da meno. Violet si innamorò di un musicista, Maurice Lambert. Volevano sposarsi, ma diversi stati rigettarono questa richiesta perché consideravano la loro unione come qualcosa di immorale. Qualche anno dopo però il matrimonio tornerà, nel 1936 infatti le ragazze si sposano con degli attori, alcuni si pensa siano gay, insomma per delle trovate pubblicitarie, per tentare di rilanciare un po' le carriere di tutti. Infatti questi matrimoni sono brevi, decisamente lampo, durano pochissimo e sembrano un po' creare solamente buzz. Purtroppo però la loro carriera inizia davvero a precipitare, faticano tantissimo a trovare lavoro e il tutto precipita in un momento, nel 1960, quando loro hanno un ingaggio per un drive-in e il loro manager le abbandona lì, le abbandona nel mezzo di un'esibizione e le lascia lì senza la possibilità di un ritorno. Le ragazze a piedi arrivano a un supermercato chiedendo lavoro e il supermercato li assume. Proprio lì lavoreranno fino alla fine dei loro giorni. Il proprietario fu convinto ad assumerle da delle suore e lo convinsero ad assumerle sinceramente in una maniera non proprio ok. Non erano lì per fare delle commesse, ma erano lì per esibirsi, continuavano praticamente a esibirsi per tutta la vita, e le suore insomma le fecero esibire sia in questo supermercato sia nei teatri della chiesa. Quindi queste ragazze alla fine non smisero mai di esibirsi. Il 4 gennaio del 1969 però il proprietario di questo negozio di alimentari chiama la polizia perché le ragazze non si presentano al lavoro, ed è una cosa molto strana. E proprio la polizia, andando a casa di Daisy e Violet, scopre che le ragazze sono morte, uccise da un'influenza. Secondo gli esami sembrerebbe che Daisy sia morta 4 giorni prima
rispetto alla sorella. Violet, sopravvissuta 4 giorni con la sorella morta di fianco, stupisce un po' per il fatto che non abbia chiamato soccorsi, non abbia chiamato nessuno, però si pensa potesse essere sotto shock oppure gravemente malata. La loro storia apparentemente finisce lì, ma nel 2012 viene presentato un film al Sundance Film Festival, Bound by Flash, che dovrebbe ricostruire un po' più nel dettaglio la vita di queste sorelle, che sono state delle star per quanto riguarda il vaudeville, il burlesque o il cinema stesso, ma che sono state un po' dimenticate e sono sempre state viste sotto l'ottica dell'esibirsi e non altro. Recentemente però c'è stato un aggiornamento. Nel maggio del 2018 la città natale delle ragazze, ovvero Brighton, ha deciso di comune accordo con il proprietario attuale della casa di mettere un'insegna, di mettere una targa blu in onore di Daisy e Violet nella casa dove sono nate. La storia di Beth e Dot in American Horror Story è davvero triste, complessa e molto violenta, però in realtà la storia delle sorelle Hilton a me sembra ancora più complessa. Immaginate essere salvati in un certo senso da Houdini. È qualcosa che sembra uscito da un film più che dalla vita vera. Però ditemi, voi conoscevate già questa storia? Nel caso ci fosse qualche imprecisione, come al solito scrivetemelo qui sotto. Se avete visto il video fino a qui, fatemelo sapere commentando qui sotto quell'emoji, gli emoji delle ballerine. Grazie mille ancora per aver visto questo video, per i like, per seguirmi sempre e noi ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao a tutti, sono Barbixanax e benvenuti su Bix Coven, il canale YouTube interamente dedicato a fatti true crime, ma soprattutto benvenuti in un nuovo video di Bix Win, ovvero quella serie di video a tema Halloween che seguirà per tutto ottobre, tutti i giorni, un video al giorno o quasi. Halloween è la mia festa preferita, ottobre è il mese del mio compleanno e ho deciso di festeggiarlo così, a tema horror e soprattutto a tema American Horror Story. Una serie TV che piace a me, piace a voi, vi appassiona molto e molto spesso è ispirata a fatti reali true crime. Il tema di American Horror Story c'è sia su questo canale sia sul mio primo canale dedicato al cinema, di cui trovate il link qui sotto. La serie è conosciutissima, è un po' horror, un po' trash, ma che voi la seguete o meno, tranquilli, perché questi video potete vederli lo stesso. La serie è caratterizzata proprio per l'horror reale, molto spesso i personaggi che noi vediamo all'interno della serie sono tratti da eventi realmente accaduti o da situazioni simili. E il video di oggi riguarda proprio questo, una storia simile che è ispirata ad American Horror Story e che riguarda ancora una volta la prima stagione. Il video di oggi riguarderà un personaggio secondario, non direttamente connesso a questi fatti reali, però secondo me era l'occasione perfetta per parlarne, perché l'evento di oggi è reale, non direttamente connesso, ma lo ricorda molto e ricorda precisamente il personaggio di Piggy Man. Siete pronti? Prima di iniziare spero vi piaccia questo video, spero che sia una storia interessante, spero di parlarne insieme e sapere la vostra opinione. Nel caso fosse così fatemelo sapere con un like o un commento, qui trovate il mio Instagram nel caso vi andasse di taggarmi mentre guardate i miei video, oppure ancora di suggerirmi delle storie, potete suggerirle qui sotto, ma soprattutto se siete per Halloween tutti i giorni dell'anno potreste trovare delle cose nel mio shop che fanno proprio al caso vostro, come per esempio se volete iniziare la giornata con una tazza a tema satana. Ma iniziamo subito con la storia di oggi. Come vi ho detto siamo ancora all'interno della prima stagione di American Horror Story e ci troviamo con un personaggio secondario. Uno dei protagonisti, non so se ve lo ricordate, ma è uno psicologo che va a vivere all'interno di una casa infestata. Lì dallo psicologo va un uomo e va a chiedere aiuto per uno dei suoi problemi. Lo è ossessionato da una figura, da Piggy Man, una figura che è praticamente una leggenda metropolitana secondo cui se tu ripeti davanti allo specchio Piggy Man, Piggy Man, Piggy Man, lui compare e ti uccide. L'uomo non riesce a accettare tutto ciò come solamente una leggenda metropolitana e la sua vita è letteralmente ostacolata da questa paura. Non riesce a spengere la luce, non riesce a guardarsi allo specchio, ha tutti gli specchi coperti all'interno della casa e vorrebbe vivere una vita normale. Proprio per questo si rivolge a uno psicologo, ovvero il protagonista della serie. Come andrà a finire la serie lo scoprirete, ma di Piggy Man c'è qualcosa di reale? Insomma, per quanto riguarda i reati, i true crime connessi a qualcosa a tema maiali, a quanto pare ce ne sono parecchi. Piggy Man ovviamente è una leggenda metropolitana, non è che c'è effettivamente qualcuno che compare da dietro. Se Piggy Man è un uomo praticamente con la testa di maiale, di sciroccati, true crime, dell'orrore reale, che sono un po' maiali, ne abbiamo conosciuti parecchi, diciamo sia a livello metaforico e un po' meno a livello reale. Ma quello che vi racconterò oggi è la storia di un uomo, uno sciroccato, un po' maiale realmente. Molti degli sciroccati sono fissati con le cosacce, per quello sono un po' porcellini, ma la storia di oggi riguarda uno che effettivamente è un po' un porcello. E sto parlando di Nutram. Chi è, cos'è, cosa c'è soprattutto di reale per quanto riguarda questo personaggio?
ne parleremo. Questo è un canale di scettici, io per prima sono una super scettica, quindi nella storia di oggi vi dirò cosa c'è di reale, cosa c'è di un po' e di cosa non c'è neppure vagamente uno straccio di informazione, ma solamente voci di corridoio, tipo mio cugino ha sentito questa cosa, eccetera eccetera, quindi delle informazioni da prendere letteralmente con le pinze. Quindi, chi è Natram? Per una volta non ci troviamo negli Stati Uniti, non ci troviamo nella patria degli sciroccati, ma ci troviamo in Svezia, il paese dei mobili che è della cioccolata buonissima. Quanto è buona la cioccolata svedese, nessuno ne parla abbastanza. Non so voi, ma a me la cioccolata svedese piace tantissimo, ne mangerei a pacchi. Fino a sentirmi male, sinceramente, buonissima, viva la cioccolata svedese. Ma torniamo a noi, il protagonista della storia di oggi non è un montatore di mobili, ma è tale Michael Nilsson, che ha come nome d'arte questo Natram, tipo l'uomo dagli zampetti di porco, oppure mani di maiale o cuore suino. Che bei nomi, sinceramente, cuore suino è proprio poetico secondo me. Non sentite anche voi il romanticismo dentro la parola cuore suino? Questo video doveva essere tema San Valentino, altro che Halloween. Vabbè, di Michael non abbiamo fonti, neppure se Michael sia il nome vero, il nome falso, se sia un Barbix Anax, non si sa niente sinceramente. Però sappiamo che c'ha sto cuore suino. Mi ricordo, sapete che cosa? La puntata dei Simpson in cui c'è il Ralph Winchester che dice che vuole andare all'università bovina. Torniamo a noi. Per quanto riguarda il signor Zampetti di Maiale, le notizie certe sono ben poche, come vi ho detto. Anche Michael è il nome vero, è il nome finto. Chi lo sa? Michael che faceva nella vita? Montava cassettiere che mangiava cioccolatini a sbafo? Non lo sappiamo. Sappiamo che però che Michael aveva una passione per la musica. Infatti era, e boh, non lo sapevo, il cantante di una band metal chiamata Silence. Sarebbe silenziatori, come i silenziatori della macchina. Boh, le macchine hanno silenziatori o sono le pistole? Io di metal non sono assolutamente un'esperta, sinceramente, ne so ben poco perché ne ascolto pochissimo. Però a quanto pare i silencer sono del sottogenere Black Doom. Cosa voglia dire? Non ne ho idea, però vedo questa informazione così e voi ditemi se è vero o no. Capito, questo genere è un po' tipo scrimo, con gente che urla, lamenti e roba varia. Ve lo sto descrivendo come una novantenne descrive qualsiasi cosa che non sia Claudio Baglioni. Vabbè, lui i silencer si uniscono, non si vedono per costruire le cassettiere Ikea, ma si uniscono per fare sto disco. Nel 2001 infatti esce il loro primo disco, Pierce Me, da non confondersi con Pieces of Me, capolavoro della cantautrice pluripremiata al Nobel, ovvero Britney Spears. Secondo alcuni, i temi delle canzoni di questo disco sono anche Satana, oppure ancora un po' Silanna Bigger, diciamo così, però alcuni dicono non è vero, parlano di roba così. Io sinceramente ho anche sentito, ci sono alcune canzoni su YouTube, non ho nemmeno capito in dove iniziava la parte cantata e dove iniziava la musica, non ho capito neppure che lingua fosse, quindi boh, per me potrebbe parlare pure dei puffi, non lo so. Quindi di che parlano queste canzoni? Io non lo so sinceramente, qualcuno mi aiuti. L'uscita del disco è vera, ci sono le prove e sappiamo che effettivamente sto disco esiste. Tutto il resto inizia un po' a essere un po' da prendere con le pinze. Perché infatti dopo il primo disco, Michael, se il nome è vero non lo sappiamo, decide di farsi rinchiudere in un ospedale psichiatrico a Vazio. Sto martoriando questi nomi svedesi, abbiate pietà di me. E così con la sua entrata lì il gruppo si scioglie prima ancora dell'uscita ufficiale del disco. Che fine hanno fatto gli altri membri della band? Non si sa, sono spariti, si sono dati alla macchia praticamente. Le informazioni sul ricovero sono state confermate? No, non si sa niente. Quindi da qui in poi questo video viaggerà nelle acque incontaminate un po' alla studio aperto. Secondo alcuni infatti Michael aveva qualche problema di salute, che non è una cosa troppo assurda insomma. E nel caso insomma avesse effettivamente qualche problema, ma un ricovero in ospedale poteva semplicemente che aiutarlo. Secondo alcuni infatti lui si è fatto ricoverare e dopo un po' è uscito un po' diverso rispetto a prima, e dopo questo ricovero, una volta tornato a casa, si è messo a lavorare su un suo secondo album da solo. Il disco si chiama Transformalin, con una band diversa, non si è ben capito. La band si dovrebbe chiamare Diagnos Lebensgefahr, ovvero diagnosi fatale. Fino a qui la storia sembra abbastanza tranquilla. Questo poraccio c'aveva i cavoli sua, mo perché chiamarlo cuore suino? Che è sta cattiveria? Insomma, secondo alcuni qui iniziano un po' i problemini. Perché secondo alcuni Michael esce dall'ospedale ed è tranquillo e felice. Per altri invece è uscito più sciroccato di prima. Secondo altri invece Michael ha avuto un altro percorso. Perché infatti proprio da quello stesso ospedale, là a Vazio,
scappa un paziente. Infatti le informazioni che si trovano su questi eventi sono pochissime. Ho trovato l'articolo di un giornale che ho occhio e croce, sinceramente io non so bene sulle testate svedesi, però a me sembra una versione svedese di cronaca vera, per capisse. Vi lascerò tutti i link qui sotto. Questo giornale parla proprio di un fatto di cronaca nera molto sanguinoso e parla di un paziente di 26 anni scappato da quello stesso ospedale. Questo paziente è scappato e ha lasciato dietro di sé una lettera in cui diceva, minacciava di uccidere bambine e diventare famoso come Thomas Quick, che è un criminale. E questo sembra essere un evento reale, ne hanno parlato i giornali. Effettivamente è scappato un personaggio da questo stesso ospedale psichiatrico in cui era rinchiuso Michael. E il 7 maggio del 2001 effettivamente avviene un fatto sanguinario. In un parco giochi di mattina arriva un uomo di 26 anni armato d'ascia e colpisce con questa ascia una bambina di 11 anni all'angolo della testa e a un braccio, tagliandolo. Colpirà anche il suo amichetto a un piede, però in maniera molto lieve. Le persone intorno sentono delle grida, l'uomo sente delle grida e scappa su una bicicletta. Il padre arriva subito lì, prende la bambina, la porta in ospedale, che fortunatamente è in condizioni gravissime, ma fortunatamente non critiche. La bambina dopo poco si riprenderà, fortunatamente l'ascia è entrata nel cranio ma non ha toccato il cervello, quindi è in condizioni molto gravi ma non fatali. Fortunatamente, nonostante tutto, la bambina è sempre rimasta cosciente. Quindi diciamo che questo evento è tragico, ma poteva finire molto molto peggio. E fortunatamente non è stato così. Sull'identità dell'uomo non sono mai stati rilasciati dettagli, forse per via di privacy, non lo sappiamo. Ma le teorie su chi potrebbe essere quest'uomo che ha commesso questa cosa sono tante. Secondo alcuni è lo stesso Michael, secondo alcuni è un amico plagiato da Michael, secondo altri addirittura è il fratello di Michael. L'uomo infatti è scappato da questo ospedale psichiatrico, uscendo dalla finestra e prendendo tranquillamente un autobus notturno per viaggiare in giro per la Svezia, e nessuno l'ha notato, quindi io mi sono domandata, probabilmente in Svezia le persone che prendono i bus notturni sono un po' come quelli in Italia, insomma persone un po' particolarine, ecco. Questo uomo, perché è scappato per nascondere le sue tracce, aveva messo tutti i vestiti ammucchiati sotto le lenzuola così da far credere che stesse dormendo, però gli infermieri non se ne accorgono inizialmente, però la mattina verso le 9 se ne rendono conto e danno immediatamente l'allarme. Alle 9:30 zon zon si accorgono infatti che è scappato, e una volta nella stanza gli infermieri vedono anche delle cose poco raccomandabili. Vedono per esempio una lettera con dei messaggi nazisti, parla di voler fare brutti crimini, simboletti un po' così, dice di voler fare del male a queste bambine, dice anche di essere senza speranza, di voler essere ucciso dalla polizia, non di essere arrestato ma proprio di voler essere fatto fuori. E tutta questa spinta emo tipo mi consegno alla polizia di qua de là si è tradotta con lui che piena bicicletta e scappa. La cosa sorprendente, infatti da qui si vede che siamo in Svezia e non negli Stati Uniti o in Italia, è che l'allarme viene dato alle 9:30. Questo attacca una bambina, però a 12:30 è già stato arrestato, proprio in tempo per pranzo, già in galera. La polizia infatti aveva ricevuto l'allarme, si è messa a cercarlo, gli puntano le pistole contro e l'uomo va verso la polizia con questa ascia in mano e chiede di essere ucciso. La polizia però non lo uccide, tenta di evitare insomma una fine tragica e tenta di utilizzare le pistole il meno possibile. Così che cosa fanno? Per prenderlo lo distraggono con un cane poliziotto, mentre un altro poliziotto gli dà una bastonata in faccia e lo fa cadere per terra. Non so, la mia mente ha creato qualcosa di involontariamente ironico. Quindi lo fanno cadere per terra, l'arrestano e ciao signore mio. Tutto ciò sembra essere vero, almeno se questa testata che ho trovato è attendibile, anche se sembra un po' da prendere con le pinze, sembra un po' i giornali di Men in Black. Però non siamo arrivati ancora al punto della situazione. Perché Nathram si fa chiamare Zampetti dei maiali? Non ci sono prove del fatto che sia stato Michael a fare queste cose, alcuni dicono di sì, alcuni dicono che, come ho detto, è un parente, un amico, non si sa. Diciamo che durante questo tempo persone vicine a Michael non ci hanno mai tenuto a smentire, lui stesso non ha mai fatto dichiarazioni, eccetera, eccetera. Ha voluto un po' giocare sul dubbio, diciamolo. Dico non dico, vedo non vedo. Ma arriviamo al momento clou. Quello che regalerà il soprannome, quell'evento che farà entrare Michael nella leggenda metropolitana. La leggenda secondo cui Michael è impazzito, gli è partita la brocca, sta lavorando a un suo disco e a un certo punto gli parte la capoccia. Pure qua ci stanno mille versioni, come tutto. Ma secondo alcuni Michael, per lavorare al nuovo disco, impazzisce, stanno registrando, a un certo punto scompare e ritorna senza le mani,
si è tagliato le mani e al posto delle mani si è messo due zampetti di maiale e se l'ha avvolti. Allora, le versioni sono diverse. Alcuni dicono che dopo la registrazione del disco, alcuni dicono nel primo disco, alcuni nel secondo, alcuni dicono che è scomparso così, alcuni dicono che si è tagliato solamente tra mille virgolette le dita per urlare in maniera più realistica nel sottofondo del CD. Insomma, le versioni sono tante. E c'è pure una foto che gira, una foto che sinceramente secondo me è una mezza cazzata, ma che ve dico a fa. Io ora, non per fare la guasta feste, in molti credono a questa versione, però io mi sono domandata una cosa, scusate, ma se la versione è che questo si è tagliato da solo le mani perché è impazzito e si è messo lì le zampette del maiale, come ha potuto materialmente tagliarsi le mani da solo? Perché scusate, se tu c'hai una mano, tac, te ne tagli una, poi rimani senza una mano, e come te tagli l'altra? Come te puoi tagliare questa? E come te puoi avvolgere poi da solo le zampette del maiale se non c'hai più le mani? Scusate, qui c'è qualcosa che non torna. Come ti sei tagliato l'altra mano col piede? Hai preso l'ascia col piede e te la sei tagliata? Cioè, qualcosa non torna. Inoltre, diciamo pure che le ossa sono belle dure. Cioè, già per tagliare le unghie certe volte sembra che ci vuole una forza assurda. Le unghie col gel, non ne parliamo. Cioè, sembra tipo che te ci vogliono i muscoli, figuriamo se taglia le ossa. Inoltre, io non vorrei qui fare la signora allegro chirurgo della situazione, ma il sangue, cioè, non muori dissanguato. A me certe volte mi strappo una pellicina e non lo so, sembra tipo che sto a morire. Non è una ferita, un graffietto che ti tagli le mani, metti un po' di garza e poi sparisce, il sangue si ferma da solo. Chi ha curato le ferite? Chi si è messo i punti? Si è messo i punti da solo senza avere le mani, con i piedi, con la bocca? Come ha fatto? Cioè, qui c'è qualcosa che non torna, diciamo che è una mezza cazzata. Inoltre c'è pure un'altra cosa, gli zampetti. Perché se tu ti metti i zampetti da una cosa morta qui, cioè su una ferita, alla fine l'infezione, perché se i zampetti vanno a male, l'infezione ti arriva su una ferita e c'è l'infezione pure te, quindi qualcosa devi. Inoltre non è che i maialini sono super puliti, che insomma, quindi privi di infezione e roba del genere, sono un po' zozzetti, stanno nel fango, c'hanno una vita loro, c'hanno la vita loro dei maiali, insomma, non voglio essere troppo invadente nei loro confronti. Quindi insomma, la setticemia, amici medici all'ascolto, ho detto la parola giusta? Correggetemi. A me sinceramente sta storia non torna. Che cosa fa, scusami? Questo si mette gli zampetti, poi non vanno a male questi zampetti di maiale? Non si ammuffiscono? Che fai? Cambia gli zampetti di maiale ogni tot? Va a comprarle le nuove e si mette le zampette nuove qua? Si mette tra le bende? Oppure che faccio? Ha le zampette finte di maiale per tenesse per fa scena? Cioè, secondo me qui qualcosa non torna. Inoltre, come vi ho detto, c'è un'unica foto che gira. Un'unica foto che sinceramente non si capisce niente. Più photoshoppata di un account Instagram e non si capisce niente nemmeno dove finisce tipo la panza e iniziano i pantaloni. Cioè, una cosa bianca così, è una foto un po' furbetta, eh. Vediamo questo che sta con le manine così, con gli zampetti, con delle garze intorno così, e tutto buio, nero così, e gira solamente sta foto. Possibile che te va in giro con gli zampetti da maiale così, tipo Wolverine, e nessuno te fotografa nel 2019? Vabbè che in Svezia c'è meno gente, cioè praticamente come tutta la gente di Roma e Milano messa insieme, però voglio dire, nessuno te fotografa, te che stai lì a fa spesa gli zampetti da maiale così, cioè perché stai a tenere al latte gli zampetti di maiale, ma dai, erbidè, come devo fare gli zampetti di maiale? Cioè, ma dai, su, Amichael. Insomma, passano gli anni, si diffonde sta leggenda metropolitana, così lui non smentisce né niente. Nel 2012, tac, esce il libro, come uno youtuber qualsiasi. Il libro si chiama Grisciarta, boh, che in italiano sarebbe cuore di porco. Tiè, guardate che romanticismo. E io mi sto domandando, scusate, ma vi immaginate Miguel al computer che sta lì col mouse, con lo zampetto di maiale che sta lì a cliccare sul mouse e a digitare sulla tastiera con questi zampetti di porcellino? Cioè, ma poi come scrive gli autografi? Con la zampetta, tipo mette la zampetta del maiale, la sporca tipo come i timbri, la sporca tipo nell'inchiostro e poi fa così ed è tipo l'autografo. Michael però è uno che si fa desiderare, non chiama al telefono, non risponde alle email, insomma c'ha un interlocutore che si fa chiamare il capitano. Sembra quasi una versione triste del romanzo criminale questa, vabbè. Sto capitano, insomma, pure questo si fa desiderare, fa da interlocutore e poi rimane sempre sul vago. Secondo me questo qua è tipo Michael stesso che finge di essere il manager di se stesso per darsi il tono. Per me. Il libro, non so, non ci stanno informazioni, qualcuno forse l'ha letto, non credo sia stato mai tradotto o diffuso su larga scala. Se avete letto Cuore di maiale, fatemi sapere. Quindi, qual è la verità?
Secondo me verità ce n'è ben poca. Secondo me effettivamente Michael potrebbe aver avuto dei problemi, potrebbe anche essersi fatto delle cose autolesioniste, però insomma un po' come succede molto spesso nel rock, nel business, diciamo che ci ha un po' giocato su per fa un po' il personaggio, si ha un po' spinto sta cosa che c'ha gli zampetti di porcellino che va in giro con steve e zampetti e roba del genere. Però in realtà secondo me non è così. La foto che gira per me è una roba photoshoppata, una roba modificata, così lui magari effettivamente avrà avuto degli atti autolesionisti, magari effettivamente avrà dei problemi mentali, e poi boh, chi lo sa, magari quello che ha fatto quella cosa con l'ascia verso i bambini potrebbe anche essere stato lui. Però diciamo tutta questa storia di si è tagliate le mani così è un po' una cazzata per me. Quindi boh, forse Michael è partito da destra e per rendere il suo personaggio un po' frizzantino ha tirato su sta cosa dei cuori di maiale, porcellini e zampetti. Ma secondo voi qual è la verità? Michael c'ha davvero gli zampetti che li cambia ogni tanto? Saluta così con lo zampetto, ma prende i pacchi, ma per magia da citofonare il corriere che gli citofona e esce lui con questi zampetti che prende il pacco, cioè a me viene il corpo, la infila alla cassa con questi zampetti, dai, cioè no, io non ci credo. Per voi è vero o una cazzata? Per me la seconda. Però fatemi sapere se siete rimasti fino a qui, ovviamente qui sotto l'emoji del maiale. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo video, se sapevate già questa storia, se avete le vostre opinioni, se avete altre informazioni, scrivetemele qui sotto. Spero che questo video vi sia piaciuto, nel caso fosse così fatemelo sapere con un like. Grazie quindi per i like, i commenti, per condividere questi video, per essere iscritti al mio canale, mi aiutate tantissimo. E noi ci vediamo al prossimo video. Grazie ancora e ciao! Ciao a tutti, sono ProPixelX e benvenuti in un nuovo video. Continua il nostro viaggio all'interno delle storie vere che hanno ispirato American Horror Story. Fatemi sapere anche una cosa, perché alcuni video li registro qui, altri li registro con lo sfondo. Qual è la location che vi piace di più per i video? In base a cosa vi piace di più una location rispetto a un'altra? Fatemelo sapere, sarà fatto. Ma torniamo all'argomento di oggi. Oggi vi parlerò di un'altra storia vera che ha ispirato un personaggio di American Horror Story. La storia è stata un po' cambiata, però neppure troppo, e la storia reale, un po' come sempre, come avete capito, è super super inquietante. Torniamo a parlare di un personaggio interpretato da Lady Gaga in American Horror Story, e dopo Roanoke, come cavolo si pronuncia, andiamo ad American Horror Story Hotel e parliamo della contessa. Qui sotto troverete la playlist, spero vi piacciono tutti i video, spero vi piaccia anche questo, nel caso fosse così fatemelo sapere con un commento qui sotto o un like o iscrivendovi al mio canale. Grazie mille in anticipo. Prima di iniziare, nel caso vi piacesse questa mia maglietta, viene direttamente da Pampling, ha una collaborazione con loro. Nel caso vi piacesse qualcosa, ho un mio codice sconto, vi farà ottenere il 15% di sconto su qualsiasi vostro acquisto. Magliette, caramelle a base di serie TV, questa è ispirata a Stranger Things ed era così carina. Magari seguite diverse persone che hanno un codice sconto, nel caso vi andasse di utilizzare il mio, grazie mille in anticipo. Questo supporta il mio canale, così come scegliere qualcosa dal mio shop, ma anche semplicemente seguirmi su Instagram o seguire i miei video. In qualsiasi modo mi supportiate, grazie mille davvero. Iniziamo a parlare dell'argomento di oggi, del personaggio di oggi, quello della contessa. In American Horror Story Hotel la contessa era una vampira sanguinaria che aveva dei ragazzini vampiro e inoltre faceva cosacce tutto il tempo con quel bel ragazzetto di Matt Bomer. Era condannata a fare cosacce per l'eternità con Matt Bomer. A me sembra il paradiso, sinceramente. Ma il personaggio della contessa si ispira in realtà a un personaggio reale che si chiama Elizabeth Bathory. Viene pronunciato in diverse maniere, io ovviamente non ho la più pallida idea di come si pronuncia in realtà, quindi accontentatevi di una pronuncia popolaccia. Tanto a me ogni tanto ancora mi chiamano Barbara, convinti che Barbie Xanax sia il nome e il cognome reale. Torniamo a parlare di sé, Elizabeth Bathory. O Bathory? Boh! Lei chi è? Era semplicemente una vincitrice del Guinness dei primati per quanto riguarda serial killer più prolifica della storia. Ve lo immaginate tipo nella trasmissione di Barbara D'Urso a parlare di come abbia realizzato il suo sogno di diventare la serial killer con più vittime? Che trash. Ma parliamo di Elizabeth. Chi era? Dove viveva? Viveva dentro un hotel? C'era un ragazzetto strafigo con cui passare l'eternità? Ma de che? Ma de che? Elizabeth era una nobile donna ungherese, così come una serial killer. Nasce nel 1560 e la sua vita probabilmente nessuno se la sarebbe mai ricordata, a parte per il fatto che è passata alla storia per aver torturato e ucciso quasi 600 persone. Gli storici vogliono un po' tenersi sulle loro e quindi dicono 300 e i 300, capito? Stiamo lì, 200 persone.
scherzo, stiamo là. Ma in realtà Elizabeth teneva un diario e su quel diario dovrebbero esserci scritti tipo 560 nomi. Però sto diario è sparito a un certo punto, quindi nessuno sa la verità e quindi hanno fatto un po' i vaghi. Alcuni pensano che sia stata un po' una sborona di sto 560 e quindi gli hanno detto: tu non sei nessuno, al massimo 300, ma giusto per allargarti, poraccia. Così viene processata, ma un processo così, era una riccona, ha avuto una strada privilegiata. Durante il processo nessuno fa menzione di questo diario. È realmente esistito? Se lo so inventato? Se l'è magnata Elizabeth? Chi lo sa? Elizabeth Báthory è passata alla storia come la contessa sanguinaria o la contessa vampiro. Perché? Perché la sciroccata era già presa, c'era già Giovanna la pazza, quante vizie puoi soprannominare come pazza? Così è stata soprannominata la contessa sanguinaria o la contessa vampiro. Perché? Perché viveva in Transilvania, pure lei. Secondo me la Romania potrebbe essere un luogo perfetto per fare tipo un tour gotico. Ma Elizabeth come mai è diventata una serial killer? Questa è la parte secondo me più interessante, perché a volte ci sono quelli che sembrano tanto tranquilli e poi in realtà si scoprono che sono dei serial killer. Poraccia, questa qui c'aveva proprio tutte le basi per diventare una pazza. Questa storia inizia con tutti i presupposti per finire male, molto male. Elizabeth è figlia di due cugini. Evidentemente il padre era convinto ci fossero le cugine, poi le cugine di primo grado, poi quelle di secondo grado. La famiglia a quanto pare si sposava tutta tra consanguini, tra parenti molto stretti, al massimo cugini, perché non voleva far uscire i sordi. Non volevano sposarsi estranei, si sposavano tutti tra loro. Ovviamente, come sapete, sposarsi tra consanguini non è che sia il massimo, aumenta la possibilità di malattie mentali, malattie genetiche. A quanto pare i disturbi mentali erano molto frequenti all'interno di questa famiglia, erano una famiglia dei sciroccati. Molto frequente era la schizofrenia, quelli a cui era andata bene erano solamente epilettici. Come in tutte le storie di serial killer, una delle parti fondamentali è l'infanzia, perché lì succede di tutto. Elizabeth vive in una famiglia agiata, piena di sordi che gli escono praticamente da ogni dove. Se sposavano tra parenti pur di non dividerli, figuriamoci. Se niente a confronto, preparatevi, perché dopo quello che vi racconterò su quello che ha fatto Elizabeth vi farà venire la pelle d'oca. Però quello che ha vissuto in realtà quando era molto piccola è anche più allucinante. Praticamente lei era molto piccola e visse delle cose un po' particolari lì a palazzo. I genitori un giorno hanno invitato un tizio a palazzo e la scusa era di invitarlo, non si sa per cosa, però in realtà lo volevano condannare a morte, però non una morte, diciamo, normale, tranquilla, veloce, pulita, niente. No, in pratica lei che cosa vide? Vide il modo in cui lo condannarono a morte. Lui era accusato di aver venduto i suoi figli ai turchi. Boh, lo sappiamo, sarà reale, sarà vero, boh, va la capì, cioè sta gente ci stacca la testa. A cosa lo condannarono a morte? Praticamente lei vide che prima ammazzarono un cavallo, gli aprirono lo stomaco e quando il cavallo era morto, presero sto tizio ancora vivo e lo cucirono dentro lo stomaco di sto cavallo morto, lasciandogli fuori solamente la testa. E sto tizio è morto così. Io non sono una psicologa, però non ci vuole ingegno per capire che già la famiglia di Elizabeth non è che stesse proprio bene. Cioè, queste cose non è che siano proprio all'ordine del giorno, vabbè che erano altri tempi, però mi pare pure un filo eccessivo. Quindi mi pare pure un filo scontato che lei sia diventata una pazza sanguinaria. Però a 11 anni arriva il momento giusto. Elizabeth viene promessa in sposa a un tizio che aveva 7 anni di più, quindi vuol dire che questo aveva 19 e lei 11. Si vocifera che a 13 anni lei diede alla luce un figlio, però era un figlio di un contadino, quindi l'hanno piazzato con un'altra contadina, l'hanno mandato a quel paese il suo ragazzino e toglieselo di mezzo, e per non creare troppo buzz lì a corte. Voglio dire, questi sono matti, deve stare a preoccupare per ragazzini. Questa età è molto piena per Elizabeth, perché a 13 anni vive un'altra cosa. Va a trovare il cugino, lo va a conoscere e proprio lì nel mentre il cugino si mette a tagliare orecchie e nasi di 54 persone colpevoli di aver istigato una rivolta dei contadini. Voi non vedete mai queste cose a 13 anni? Sempre! Arrivati qua, cioè voglio dire, siete ancora sorpresi che questo ha ammazzato 300 persone? Io onestamente no. A 15 anni Elizabeth si sposa con sto tizio con cui era promessa, che aveva 7 anni di più. Alcuni dicono si sposi a 13, alcuni a 15, non ci si capisce niente. Se avete altre informazioni correggetemi pure. Lei si sposa con sto tizio e la famiglia di lei era molto più facoltosa, c'era un sacco di sordi in pratica, quindi lei non cambiò il suo cognome, mantenne il suo cognome Báthory. Insomma, questi qua hanno fatto di tutto per tenersi i sordi, tra un po' si sposavano pure in padre e figlio per non buttarli fuori. Lei e il marito decidono di dare un matrimonio, una festa di matrimonio, che è una delle loro
roba più pacchiane che avete mai sentito. Harry e Meghan siete dei poracci, William e Kate siete dei poracci. Questi invitarono più di 4.000 persone. Pure l'ultimo poraccio che c'aveva un misero castellino l'hanno invitato. Secondo me semplicemente perché volevano il regalo. Cioè, ma secondo voi questi conoscevano 40.000 persone? Ma che? Addirittura invitarono pure il sovrano del Sacro Romano Impero. Lui non ci andò, però noi sappiamo che gli ha mandato il regalo. Bravo, mi piace questa cosa, questa tattica. Vabbè, Elisabetta si sposa a sto tizio, sto tale Ferenc, dicono così. Dicono che sia un grande atleta, un grande spadaccino e pure un soldato. Ho trovato delle informazioni un po' contrastanti. Ebbero una carrettata dei figli, insomma, si annoiavano. Ferenc a un certo punto c'ha una malattia, diventa invalido e a un certo punto tira le cuoia e, come si usava ai tempi, dà in eredità la moglie e i figli a un tizio. Ma sto Ferenc, il marito di Elisabetta, non c'era quasi mai a casa perché lui faceva il soldato, andava un po' in giro, quindi lei stava sempre da sola nel suo castello, quello di famiglia, perché è rimasta sempre un po' braccino corto. E che stava a fare? La s'annoiava, scusate, il marito non c'è, non poteva fare altri figli, e faceva? Infatti, a quanto pare, adorava per dilettarsi torturare i servi. Uno dei suoi diletti preferiti era quello di prendere la serva, spogliarla, mettergli addosso un po' di miele e lasciarla legata vicino a un alveare di api. Elisabetta, a quanto pare, era super annoiata, ogni tanto si metteva a fare rituali di bellezza, quindi una mezza specie di trucco, ogni tanto buh, si vestiva da uomo, così, e quando si annoiava proprio tanto si è messa a fare un fio con un altro, così. Tanto il marito stava via, che ne sapeva, quando ritornava questo faceva un tempo a essere cresciuto, sto ragazzino, gli poteva spacciare qualsiasi cosa. Ma come, non te lo ricordi? È tuo figlio, c'era 3 anni fa. Non ti ricordi mai niente, caro. Dopo sto fio fatto con un'altra persona così a caso, Elisabeth però continua a annoiarsi, quindi che cosa fa? Va dalla zia Carla. E la zia Carla che cosa fa? Fa le orge. Organizza queste orge a cui Elisabeth partecipa. Cioè, stanno quelle che hanno le zie che organizzano, che ne so, gli eventi per l'Avon, per la Tupperware, c'è invece questa che fa le orge. Come se non bastasse, però lì Elisabeth fa pure amicizia con una certa Dorotea e un certo Torco. Bellissimo nome Torco, eh? Sarebbero tipo degli esperti di magia nera che la introducono all'interno di questa pratica. E c'è Elisabeth che tutta fomentata scrive al marito e gli dice: ma non lo sai, ho scoperto un nuovo rituale. Se tu prendi una gallina nera, la sbaducchi un po' fino a che non muore, prendi il sangue e poi lo spalmi sui vestiti del tuo nemico e gli porti iella. Lei fomentatissima per questo incantesimo, non lo so come definirlo. Io rimango un po' così perché magari è un'altra epoca, però mi pare un po' una cagata, possiamo dirlo. Elisabeth era una tizia un po' suscettibile e quello che proprio non sopportava era quando le serve tentavano di scappare. A quanto pare una serva di 14 anni, quindi una ragazzina, tentò di scappare e dicono con solamente il vestitino bianco che aveva addosso, però poraccia questa l'hanno ripresa. E quando l'hanno ripresa, la contessa Elisabeth la mette tipo all'interno di una gabbia e la sbatte su delle cose appuntite, in modo che questa, oltre a morì, fa tipo il cadavere a pezzi. Una volta s'annoiava però Elisabeth, dopo le orge, un po' dei rituali di magia nera, un po' di figo, gente a caso, si annoia, insomma, pure voi capitela. Quindi che cosa fa? Fa prendere delle serve, le fa portare sotto la sua finestra, le fa denudare in pieno inverno, gli fa buttare l'acqua addosso e le vede morire assiderate. Vabbè, ma il marito nel mentre, quando arrivava, che cosa faceva? Come dice il detto, chi si assomiglia si piglia. E a quanto pare il marito ne era certo da meno, insomma, per vivevo una così, tanto tranquillo non devi essere. Infatti si dice che una volta una serva si è finta malata, ha voluto fare un po' la furbetta, però in realtà questi gli hanno infilato tra le dita del legno imbevuto di olio e poi gli hanno dato fuoco. Va bene. I Bathory, brave persone, salutavano sempre. Ma come mai viene chiamata la Contessa Dracula? Solamente perché viveva in Transilvania? No, cari miei. Perché in pratica si dice una cosa, ovvero che lei, un giorno mentre torturava ste povere criste, le cadde una goccia di sangue di queste ragazze su una mano e lei si era convinta che proprio lì dove era caduto il sangue, la pelle della mano era in realtà ringiovanita da notte e giorno. Lei, fomentatissima, sciroccata come non mai, che cosa fa? Va dagli alchimisti. Però questi, ovviamente, sapendo che questa è una pazza, che cosa gli fanno? La vanno a contraddire? Ma de che? Gli dicono: certo, come no? Anzi, noi conosciamo una storia. Qui si racconta di una ragazza vergine il cui sangue fece ringiovanire una donna aristocratica. E è lì. L'avessero mai detto. Questa inizia ad ammazzare gente proprio così, ammazzi. Inizia a ammazzare tutte queste tizie vergini, ci si fa il bagno nel sangue e a quelle particolarmente aristocratiche, eppure particolarmente carucce, si beve direttamente il sangue. È come la spremutina dei vitamina C quando iniziano i primi freddi. Se prima ammazzava un po' da gente, un po' la torturava, però manteneva un profilo basso, chiamiamolo così, inizia a ammazzare sul serio tra il 1585 e il 1610. Il marito e i parenti sapevano tutto, ma facevano i vaghi, ovviamente, anche perché lì il più
pulito ci fa la rogna. Prima inizia a torturare e uccidere delle ragazze che erano delle contadine. Poi inizia a alzare un po' la posta, inizia a puntare le ragazze aristocratiche. Addirittura mette nel suo castello una mezza specie di scuola di educazione per ragazze nobili, che in realtà era solamente una scusa per piarle, torturarle e ammazzarle. Si dice che Elizabeth le torturasse nude, ovviamente le attaccava a testa in giù sul soffitto tipo dei salami vorace, e poi le sgozzava e si beveva il sangue, tutta salute. Ma come si dice, la monotonia stanca, quindi a un certo punto che cosa fa? Chiama un orologiaio. Un orologiaio! Per fare che cosa? Uno strumento di tortura. Voi non chiamereste un orologiaio per fare uno strumento di tortura? Bah. Lei crea una vergine di ferro. Sarebbe una struttura, aveva la figura della donna, ma in realtà sul petto aveva dei coltelli, a qualcuno si avvicinava, veniva trafitto. Dopo tutto sto casino, dopo aver ammazzato tutta sta gente, finalmente qualcuno se ne accorge. Buongiorno, buongiorno a voi. Come se ne accorgono? Perché alcuni dei nobili si rompono un po' le scatole e iniziano a contattare la Chiesa Cattolica. Li spingono un pochino le questioni, iniziano a indagare. L'imperatore mandò qualcuno a indagare nel castello della contessa, proprio lì la beccò sul fatto mentre stava a torturare la tizia. Inoltre si mettono un po' lì a girare per le stanze e vedono da una parte i cadaveri, dall'altra le tizie ingabbiate, dall'altra parte le tizie con pezzi di arti amputati per piagare il sangue. Elizabeth era figlia dei Bathory, che erano ricchi da far schifo, quindi secondo voi poteva davvero subire un vero e proprio processo? Ma che hanno tentato di fare tutta la buona, era ricca da far schifo, sai chi gli pregava? Fecero sto processo che era un po' una roba così, e poi la famiglia decise di rinchiuderla dentro un loro castello. La rinchiusero dentro una stanza murata completamente, senza finestre e semplicemente un buchino per passarle il cibo. Elizabeth rimane lì così in vita per 4 anni. Io non so sinceramente come abbia fatto 4 anni dove fai i tuoi bisogni, mangi senza una finestra, mamma mia, cambia un po' l'aria. 4 anni mi sembrano pure troppi, ecco. Se a lei le cose andarono anche abbastanza bene, tra mille virgolette, perché c'era un sacco di soldi, ai valletti le cose andarono un po' male. L'amante, il valletto, la serva, tutti una finaccia. Una tizia torturata, un tizio decapitato e buttato nel caminetto, un'altra gli hanno tagliato le dita e l'hanno bruciata viva, e insomma questo era un po' il senso della giustizia per l'epoca. La contessa è diventata così una figura leggendaria, vampiresca, leggende su leggende, cioè come se i fatti non fossero già abbastanza... Però c'è tutta una teoria complottara, insomma alcuni sostengono che in realtà lei fosse stata incastrata da un aristocratico che sembrerebbe aver fatto le cose un po' dubbie. A me sinceramente sta cosa sembra un po' eccessiva, ecco. Però voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Che ne pensate della storia della signora Elizabeth, la contessa? Diciamo che ci stava tanto cadeste, però come darle torto, visto che insomma il più pulito dentro quella famiglia, cioè era un pazzo sanguinario. Non vedo l'ora di leggere i vostri commenti. Se siete arrivati fino a qui, lasciatemi le emoji del vampiro. Se siete al computer, scrivete semplicemente vampiro, tranquilli. Grazie mille ancora per aver visto questo video, grazie mille ancora per i mi piace, per essere iscritti al mio canale, e noi ci vediamo al prossimo video, alla prossima storia su con una serie che fa un rumore fastidiosissimo. Grazie mille ancora e ciao! Ciao a tutti, sono BarbieXX e benvenuti in un nuovo video, ma soprattutto benvenuti in un nuovo video a tema American Horror Story. Trovate tutti i video e tutte le storie nella playlist qui sotto. La storia di oggi ci porterà in American Horror Story Freak Show e parleremo del personaggio di Pepper. Se volete sostenere il mio canale, nell'info box trovate anche il mio shop, il mio codice sconto su Pumpling, tutte delle cose che mi aiutano tanto, però potete sostenermi anche con le iscrizioni, con i like, davvero grazie mille in qualsiasi modo. Ma iniziamo con la storia di oggi, che è una delle mie preferite in assoluto. È una storia che conoscevo già prima di American Horror Story e mi piace tantissimo. Iniziamo da Pepper. Pepper è il personaggio di American Horror Story Freak Show, che è uno dei più indimenticabili, secondo me, di tutte le stagioni di American Horror Story. È quello che è riuscito a toccare letteralmente il cuore di tanti spettatori, e una delle mie puntate preferite in assoluto di tutte le stagioni è proprio quella che la riguarda e che unisce American Horror Story Freak Show con Asylum. Pepper, esattamente come altri personaggi Freak Show o altri personaggi di American Horror Story, nasce da una storia reale, e come le altre storie reali che abbiamo visto, molto spesso, per quanto possa essere horror American Horror Story, la storia reale a volte è anche molto peggio. Infatti il personaggio che ha ispirato Pepper ha una storia ancora più triste. E sto parlando di Cecil Sturtis. Il personaggio che ha ispirato Pepper era un uomo che si pensa possa chiamarsi in realtà Simon Metz. Purtroppo le informazioni sulla sua vita sono pochissime e davvero molto
complesse e capirete adesso il perché. Si pensa possa essere nato il 10 settembre del 1901, ma anche qui le informazioni sono un po' incerte. Lui nacque con una condizione, quella della microcefalia. Questa condizione porta a una struttura del cranio un po' diversa rispetto a quella canonica che noi vediamo. Questa condizione porta la testa un pochino a punta, la parte destinata al cervello è molto più piccola rispetto alla norma e quindi proprio per questo il cervello non ha lo spazio per svilupparsi durante l'età adulta. Questa forma della testa a punta ha fatto sì che queste persone con questa condizione venissero molto spesso soprannominate Pinhead, testa a punta. Su Simon purtroppo non sappiamo molte cose, non sappiamo la data precisa di nascita, non sappiamo neppure dove sia nato effettivamente. Alcuni dicono nel Bronx, altri dicono nel New Mexico, lui addirittura una volta disse lo Yucatan, però diciamo che lo Yucatan è molto poco probabile. Risalire alle sue origini purtroppo è molto complesso, visto che lui appena nato fu venduto proprio per via della microcefalia. Fu venduto a un circo e proprio al circo apparterrà per tutta la sua vita. Vista la sua condizione, il cervello non poteva svilupparsi come quello di un uomo adulto, quindi ha vissuto tutta la sua vita con le capacità di un bambino di 3 anni. È sempre stato molto legato al circo, sia da persone poco raccomandabili che l'hanno sfruttato, ma anche per la necessità di avere sempre qualcuno che si prendesse cura di lui. Come vi ho detto, Simon stesso disse a volte di essere originario dello Yucatan, però questa storia non è molto probabile. Perché? Perché, come vi ho detto, durante tutta la sua vita, da appena nato, fu venduto a un circo e si esibì per tantissimi circhi, anche dei più importanti. Veniva presentato sotto diverse forme, come un antico erede della dinastia azteca, oppure ancora come l'anello di congiunzione tra l'uomo e la scimmia. A volte veniva fatto esibire come una donna, altre volte invece dicevano fosse un androgino. Simon, come vi ho detto, aveva le necessità, si sapeva esprimere come un bambino di 3 anni e con l'andare avanti dell'età divenne anche incontinente. Quindi proprio per questo doveva indossare degli abiti molto funzionali per cambiare il pannolone, che molto spesso indossava dei mumu, ovvero una mezza specie di vestiti hawaiani, quindi proprio per questo veniva un po' spacciato per una ragazza. Inoltre la microcefalia gli portava diversi problemi. Oltre ai problemi per quanto riguarda il cervello, era anche fortemente miope. Aveva una statura molto piccina, era alto solamente 1,22 m, ma aveva anche grandissime difficoltà nel linguaggio. Nonostante ciò però imparò a ballare, a cantare e anche a fare le imitazioni. Per esempio era molto famosa la sua imitazione del regista Todd Browning. E come è finito Simon con Todd Browning, uno dei registi che è rimasto a scrivere la storia di Hollywood, lo scoprirete. Le persone dicono che Simon fosse molto gentile, molto affettuoso e che in realtà amasse esibirsi, amasse la vita da circo. In realtà, secondo me, quest'ultima parte è un po' opinabile. Lui per tutta la vita ha conosciuto solamente quello, solamente il circo e l'esibirsi, non ha mai conosciuto una vita differente. Quindi secondo me non è del tutto appropriato dire che amasse fare quello. È l'unica cosa che conoscesse. Tra gli anni 20 e 30 Simon si esibisce nei migliori circhi e recita in ben 2 film, il film Sideshow e il film Freaks di Todd Browning, che poi sarà destinato ad entrare alla storia. Però quando uscì non fu davvero un grande successo, anzi fece molto scalpore, inorridì le persone e fu un grandissimo flop. Ma la carriera cinematografica di Simon non finì lì, perché nel 1934 comparve in un altro film, Tomorrow's Children, e nel 1941 ci fu l'ultima apparizione cinematografica, il Meet Boston Blackie, in cui interpretava la principessa Bibi. Simon, come vi ho detto, non era un adulto, quindi nel 1935 venne adottato da un addestratore di scimpanzé, sempre lì nel circo, che lo adottò legalmente, tanto da dargli il suo cognome, quindi Surtees. L'uomo continua a far esibire Simon, che come vi ho detto purtroppo farà per tutta la sua vita. Nel 1965 però George Surtees, l'addestratore che l'aveva adottato, muore e lo lascia in eredità a sua figlia, che non ha intenzione di occuparsi di Simon. Così lo affida a un ospedale della contea, però mettiamo, queste strutture non è che fossero proprio il massimo, soprattutto per una persona come Simon nelle sue condizioni. Ma proprio lì Simon verrà notato da un'altra persona che lo conosce, un mangiatore di spade, ovvero Bill Frankie Hux. Lui era durante un break per quanto riguarda le esibizioni e lavorava proprio lì nell'ospedale, riconosce immediatamente Simon e lo vede piuttosto triste visto le condizioni dell'ospedale e tutto. Parla con i medici e concordano che in realtà l'unico modo per farlo stare meglio è quello di farlo tornare a esibirsi nel circo. Io onestamente questa decisione, magari non sono un medico, magari sinceramente non la condivido del tutto. Non credo che Simon volesse esibirsi, credo che fosse depresso, come scrivono, principalmente perché era stato abbandonato in un ospedale completamente solo, era abituato a stare all'interno di una famiglia che era il circo e per lui probabilmente il circo era più una famiglia. Non credo che amasse esibirsi, ma come vi ho detto era l'unica cosa che conoscesse.
Hanks lo prende con sé e lo farà esibire per tutto il resto della sua vita, fino al 1968, quando lo facevano esibire nei circhi lì vicino a Los Angeles, luogo in cui abiterà fino alla fine dei suoi giorni Simon, e lo facevano esibire nelle strade di Hollywood, in cui vendevano delle immagini di Simon ai dei passanti. Il tutto quando era molto molto anziano, aveva 67 anni. Però sappiamo una cosa, una delle cose preferite di Simon, quelle che preferiva fare in assoluto, era andare al parco, mettersi lì vicino a un laghetto e dare da mangiare ai piccioni. Dicono che amasse anche esibirsi, secondo me non era proprio così, voleva starsene un pochino in pace ogni tanto. Simon morì il 24 settembre del 1971 in una casa di cura all'età di 70 anni, un'età anche abbastanza longeva per persone che hanno la microcefalia. Dicono che Simon amasse esibirsi fino alla fine dei suoi giorni. Secondo me, come vi ho detto, era un po' un surrogato di una famiglia che non ha mai avuto. Le uniche persone che si sono prese cura di lui erano anche i suoi datori di lavoro. Simon ha avuto indubbiamente una vita molto triste, ma ha segnato nel suo piccolo la storia. È infatti passato alla storia per il film Freaks, che inizialmente fu un flop, fu scandaloso per l'epoca, ma oggi è rivalutato e considerato un classico, così come tutti gli attori che ne hanno fatto parte. Quando è stato rivalutato Freaks, molti si sono amati anche del suo personaggio, tra cui Ramones. Il gruppo punk infatti ha dedicato una canzone proprio a lui, intitolata Pinhead. Ma nel 2019 dovrebbe uscire anche un documentario interamente dedicato a lui, Shields of One of Us. Chissà se raggiungerà in Italia, chissà se sarà reperibile, non lo so, però lo scopriremo. La storia di Pepper in American Horror Story Freak Show era abbastanza triste, ma questa secondo me lo è anche di più. Il personaggio di Pepper mi aveva colpita al cuore, però onestamente quello di Simon molto di più. Quasi tutti i protagonisti di Freaks hanno una storia che mi è rimasta nel cuore. Voi fatemi sapere che cosa ne pensate. Se siete rimasti fin qui, lasciate un emoji magari con l'emoji della chitarra, dovrebbe esserci, io non lo so, con le note musicali per ricordare Ramones e la canzone dedicata a Simon. Grazie mille per aver visto questo video, spero sia stato interessante e spero che la storia di Simon entrerà anche un po' nei vostri cuori. Grazie mille ancora e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, sono Barbie Sanks e benvenuti in un nuovo video. Oggi continuiamo a parlare delle storie vere che hanno ispirato qualche personaggio di una stagione di American Horror Story. E oggi parleremo di un personaggio un pochino minore, non proprio super conosciutissimo, ma sicuramente se siete dei grandissimi fan di questa serie TV ve lo ricorderete. Sembra un personaggio uscito dalla mente di Ryan Murphy, ma in realtà non lo è. È esistito realmente e sto parlando di Edward Mordecai. Il suo personaggio compare nella stagione di Freak Show, precisamente nei due episodi dedicati ad Halloween. Lui, non so se ve lo ricordate, ma è un uomo demoniaco che ha due facce, una davanti e una dietro. Ebbene sì, Edward e i suoi due volti sono esistiti veramente. Per scoprire la sua storia rimanete con me. Prima di iniziare a parlare di questa storia spero vi piaccia, nel caso fosse così fatemelo sapere con un commento, un like, e qui sotto troverete tutta la playlist con tutti gli episodi per quanto riguarda le storie vere che hanno ispirato American Horror Story. Spero vi piaccia il mio canale, qui sotto trovate anche tutti i modi per supportarlo. Siete pronti? Siete carichi? Iniziamo a parlare della storia di oggi, ovvero quella di Edward Mordecai, che a quanto pare è esistito veramente, una mezza specie, ovvero è esistito davvero un uomo che aveva un volto davanti e un volto sulla nuca, esattamente come Voldemort in Harry Potter e la pietra filosofale. Quella di Edward è una storia vera, o quasi, diciamo che è stata un po' ricamata durante il tempo. Di Edward ci sono poche informazioni sicure, addirittura non sappiamo neppure bene quando sia nato, dove sia nato, però sappiamo a quanto pare che si chiama Edward Mordecai. Le informazioni certe, certissime, sono solamente due, ovvero: uno, è esistito un tizio che avesse sulla nuca una testa; due, l'altra informazione sicura è che purtroppo si è suicidato a 23 anni. Il resto è un mistero. Qualcuno sostiene fosse un lontano parente di una famiglia ricca e nobile inglese, altri sostengono fosse in realtà un riccone, ma nei fatti non si sa niente. Come vi ho detto, c'è una storia reale, però è stata parecchio romanzata, insomma ci hanno visto tutte queste letture da film horror, ci sono delle informazioni che sono credibili tanto quanto una moneta da 3 euro, o come se io vi dicessi che in realtà questo è il mio colore reale di capelli. Alcune delle informazioni per esempio sostengono che in realtà lui avesse questa seconda faccia, che sorridesse mentre lui fosse in lacrime o che parlasse addirittura. Quanto è credibile questa informazione? Per niente. Di Edward, come vi ho detto, non si sa niente, si sa solamente che lui a un certo punto iniziò a sostenere che la faccia, quella sulla nuca, iniziò a parlargli, gli sussurrava determinate frasi, tanto quasi da portarlo alla pazzia. Proprio per questo a 23 anni si suicidò. Anche qui si hanno poche informazioni, alcuni sostennero che si sparò in
mezzo agli occhi così da sparare anche dietro alla testa. Altri dicono si sia avvelenato, però in molti sostengono che fece una richiesta, quella di farsi rimuovere la testa sul retro poco prima di essere seppellito. Ma cosa c'è di vero nella storia di Edward Mordrake? Ben poco, anzi Mordrake, pure qui nemmeno il nome sono riusciti a trovare un'informazione certa. Allora, le prime informazioni che noi sappiamo di questo ragazzo arrivano nel 1885 e vengono da un articolo di giornale. Non c'è niente di dettagliato, le fonti dell'autore non si sanno e l'autore in realtà sembrerebbe essere un autore di libri di fantascienza. Se questa è la prima e unica informazione, capite che insomma già lì è un po' da prendere con le pinze. Però Edward verrà citato anche in un'enciclopedia del 1896 in cui parlano dei dottori, però sinceramente diciamo che ha un approccio scientifico un po'... Alcuni sostengono che questi non fossero neppure dei medici, alcuni sostengono addirittura che questi neppure esistano realmente, però le parole che dicono questi medici sembrano un po' i santoni delle reti regionali. In questa enciclopedia interamente dedicata alle anomalie si parla di questo ragazzo affascinante che sarebbe Edward. Ne parlano come un ragazzo perennemente rinchiuso dentro casa e non faceva lo youtuber. Un bravo studioso, un bravo musicista, così bello come la sua testa dietro. Il volto dietro non era maschile, ma era di una bellissima donna. Si diceva che sorridesse mentre Edward piangesse, che parlottava e sussurrava cose che solamente Edward potesse sentire. In molti sostenevano addirittura potesse essere tipo Satana. Queste sono le parole che c'erano scritte all'interno di questa enciclopedia, teoricamente scritta da dei dottori. Come avrete capito, la parte scientifica all'interno di tutto ciò è pari a quella che troveremmo dentro un fotoromando di Cioè. Ma qualcosa di vero potrebbe esserci? Secondo me sì, secondo me è molto probabile che Edward in realtà fosse esistito, però non in questi termini. Potrebbe essere nato un ragazzo con un volto sulla nuca, che parlasse, sorridesse, eccetera, eccetera, è davvero molto poco plausibile. Però potrebbe trattarsi di un abbozzo di volto. Addirittura su Edward gira anche una foto, che in realtà non sembra troppo credibile, insomma, se noi non sappiamo effettivamente neppure in che paese vivesse questo ragazzo con certezza, neppure il nome preciso, niente di tutto ciò, avere questa foto che sembra in così buona qualità, così alta definizione, suona un po' sospetto. Infatti molti sostengono che questa foto provenga dalla Germania e sia in realtà molto molto più recente rispetto ai fatti di Edward, e in molti pensano si possa trattare di un calco in cera e non di una foto fatta al vero Edward. In quell'epoca la medicina non era molto avanzata come oggi, era ancora molto influenzata dalla religione, quindi proprio per questo c'era questa lettura della duplicità come qualcosa di demoniaco che avesse a che vedere con la tentazione. Molto spesso, soprattutto negli anni passati, le persone nate con delle anomalie genetiche venivano viste o come qualcosa di divino o come qualcosa di demoniaco. Quindi credo che la situazione di Edward fosse vista proprio attraverso gli occhi della religione, del credo, che gli altri o addirittura lui stesso potessero credere quindi di essere posseduto o di essere maledetto. Ma la verità qual è? Come mai questo ragazzo è nato con un volto sulla nuca? Secondo me le condizioni potrebbero essere diverse. Ovviamente io non sono un'esperta, quindi ho fatto delle ricerche. È molto probabile che fosse nato con la testa di un gemello parassita, seta magari, quindi un gemello che non si è sviluppato nel tutto durante i 9 mesi di gravidanza, ma anzi sia stato assorbito dal gemello dominante. Oppure ancora potrebbero esserci altre cause, come la diprosopia, ovvero una patologia che fa nascere con due volti, quindi molto spesso persone che hanno 4 occhi, 2 nasi. Oppure ancora c'è un'altra condizione ancora, la craniopagus parassiticus, ovvero una condizione di gemelli siamesi uniti per il cranio. Una condizione così rara che accade una volta ogni 170 milioni. Probabilmente Edward era nato con una di queste anomalie, io non sono un medico, quindi a stento riesco a pronunciare questi nomi, magari qualcuno di voi può saperne di più. Molto probabilmente sarà nato con un abbozzo di volto sulla nuca, ovviamente non era un volto capace di parlare o di fare espressioni, non era nulla di demoniaco, ma eravamo in un'altra epoca e quindi tutto ciò che non rientrasse nella norma veniva letto come un messaggio da parte del divino oppure ancora della dannazione. Proprio questo approccio ha portato nel tempo molte persone con anomalie a vivere una vita molto difficile, isolati per loro volontà o per volontà del paese, della cittadina, e probabilmente Edward ha vissuto una vita simile. Quindi anche in questo caso purtroppo la storia vera di Edward Mordrake è forse pure più triste rispetto a quella che vediamo in American Horror Story, dove in realtà in persona è il diavolo, mentre qui poveraccio è uno a cui non gli è andata particolarmente bene la vita.
conoscevate già la sua storia? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Se siete rimasti fino a qui, fatemelo sapere con l'emoji del diavolo. Se siete da PC, scrivete diavolo, tranquilli. Grazie mille ancora per aver visto questo video, grazie mille ancora per amare questa rubrica e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao a tutti, sono Brubixanx e benvenuti in un nuovo video. Benvenuti soprattutto in un nuovo video dedicato alle storie vere che hanno ispirato un personaggio di American Horror Story. Questa volta però non sarà un personaggio, non vi svelo niente, forse l'avete letto già dal titolo, avete ragione. Oggi però non parleremo di un personaggio in carne ed ossa, ma parleremo di un personaggio in cemento e sangue. E sto parlando di un personaggio che ha ispirato non un personaggio, ma quante volte sto dicendo personaggio in questo video? Ma un'intera stagione di American Horror Story, ovvero American Horror Story Hotel. E sto parlando della storia vera dell'Hotel Cortez. L'Hotel Cortez era un luogo di omicidi, un luogo maledetto, ma in realtà era esattamente così anche nella realtà. Anche il luogo reale che l'ha ispirato, il vero hotel, che si chiamava non Cortez, ma Hotel Cecil. Un hotel che è a base di serial killer, di omicidi, di suicidi, chi più ne ha più ne metta. Se volete conoscere la storia di questo hotel degli orrori, rimanete insieme con me fino alla fine del video. Spero vi piaccia questo video, nel caso fosse così fatemelo sapere con i like, i commenti o iscrivendovi al mio canale. Inoltre il Natale si avvicina, questa è la maglietta che indosso oggi di Nightmare Before Christmas e se spengo le luci si illumina il buio e compare Jack versione Babbo Natale, è bellissima. Questa maglietta la trovate su Pampling, ho una collaborazione con loro e con il mio codice sconto, il codice sghiccio. Scrivendo sghiccio otterrete il 15% di sconto. In caso vi andasse di sostenere il mio canale, grazie mille in anticipo, so che anche altri youtuber hanno questa collaborazione, quindi so che sarete magari travolti dai codici sconto se ogni tanto userete anche il mio, grazie mille. Ma iniziamo a parlare e a raccontare la storia dell'Hotel Cortez. In American Horror Story Hotel il protagonista era proprio l'hotel, l'Hotel Cortez, che era un angolo d'inferno sulla terra. Però questo hotel si ispira a un vero hotel, che in realtà, come vi ho detto, si chiamava Hotel Cecil. Un ragazzo che mi segue è andato anche lì a visitare l'hotel, non dentro, spero non per lui, insomma, rimani al sicuro fuori. E mi ha taggato anche nelle sue Instagram stories sull'Hotel Cecil. Grazie mille ancora per taggarmi in queste cose, sono dei gesti super carini. Ma torniamo a noi, torniamo all'angolo horror, ovvero la storia dell'Hotel Cecil. Com'è nata questa storia? Che è successo dentro questo hotel? Ce penso io. L'Hotel Cecil viene costruito nel 1924 a Los Angeles, quindi facciamo finta nasce a Los Angeles, non proprio, è un hotel, cioè non è un essere umano. Fa un po' strano fare questa storia tipo non sulle persone ma su degli oggetti, è un po' strano. L'albergo è costruito da un albergatore ricco, su di lui non c'è niente di interessante, non era un assassino quindi non ci interessa. Lui costruisce questo hotel deluso e crede di fare un sacco di soldi. Mo ci vengono i turisti, ci vengono gli uomini d'affari, quindi che cosa fa? Fa un hotel un po' scicchettoso, tutta la hall piena di marmo, le palme dentro un vaso, vetrate colorate e delle statue in alabastro. L'hotel viene costruito nel 1924 e costa $1 milione dell'epoca, quindi praticamente sordi. $1 milione dell'epoca erano praticamente il mondo. L'hotel apre, tempo 5 anni, tac, crisi economica, quindi inizia la grande depressione negli Stati Uniti e quindi gli Stati Uniti non è che se la passino particolarmente bene. Non è che ci fosse così tanta gente che ci avesse un sacco di soldi. Inoltre, come se non bastasse, sto hotel Cecil stava piazzato in un quartiere chic, ma di che? In un quartiere che era diventato sia malfamato e sia pieno di senza tetto. Quindi questo hotel tra malandrini e povertà non è che sembrasse proprio la destinazione chic prediletta da quelli che ci avevano un sacco di soldi. Quindi questo hotel se la passava un pochino male. L'hotel inizialmente aveva questa fama di luogo chic, molto elegante, per gente con un sacco di soldi, però man mano, insomma, la gente diventava povera, il quartiere diventava povero e aveva la fama di essere un luogo di passaggio, quindi per gente un po' malandrina. Nel 2011 però l'Hotel Cecil cambia nome, perché? Perché andavano male le cose, e si chiama Stay on Main. Nel 2014 viene rivenduto da uno riccone, che vuole rimetterlo a posto, insomma, roba da ricconi, che a noi non ci interessa, gente con i miliardi, con i milioni in tasca, non siamo noi. L'hotel è stato ritenuto di interesse storico, c'è un sacco di camere, più di 600, e insomma i ricconi se lo comprano, se lo vendono e se lo rimettono a posto. Questa non è la parte che ci interessa, a meno che voi non vogliate diventare degli agenti immobiliari e investire negli hotel, se non c'avete, che ne so, 2-3 milioncini sull'unghia da spendere, da investire. Purtroppo non è il mio caso. A parte la storia economica dell'Hotel Cecil, iniziamo a parlare delle cose che ci interessano, ovvero perché sto Hotel Cecil è diventato famoso, ha ispirato American Horror Story per le statue in alabastro, per le palme dentro al vaso? Assolutamente no, perché in realtà è stato luogo di momenti, eventi misteriosi e sanguinari.
perché infatti a quanto pare iniziarono improvvisamente a trovare dei cadaveri dentro l'hotel e il primo sembrerebbe quello ritrovato nel 1931, un certo Norton che si suicidò proprio lì dentro le stanze dell'hotel Cecil. Però l'hotel non è che c'ha due o tre morti e basta in croce, cioè c'ha veramente la creme della creme del real crime, che dopo vi farò la lista completa di tutte le cose accadute dentro questo hotel, so praticamente mezz'ora di video. Dentro questo hotel infatti non è che sono semplicemente morte delle persone, non è che semplicemente si sono suicidate due o tre persone, addirittura sono passati di lì non uno ma ben due serial killer. Ma oltre a questo l'hotel Cecil è coinvolto in vari casi irrisolti, come quello del 1947, perché proprio nell'hotel Cecil uno degli ultimi luoghi in cui fu vista ancora viva Elizabeth Short, passata alla storia come Black Dahlia, una vittima di un omicidio molto cruento, ancora oggi irrisolto. Tra gli anni 80 e 91 però passeranno due serial killer, come vi ho detto, Richard Ramirez e Jack Utwerder, un serial killer austriaco che proprio lì, dentro le stanze dell'hotel Cecil, uccise tre donne. Ma gli eventi misteriosi non sono così lontani, sono anche molto recenti. Nel 2013 infatti c'è il caso di Elisa Lane. L'hotel non era più Hotel Cecil nel 2013, ma era già con il nome Stay on Main, e Elisa Lane era una studentessa canadese che alloggiava nell'hotel Cecil. C'è un mistero legato alla sua morte. È stato diffuso un video perché Elisa Lam improvvisamente scompare. Si vede questo video di lei dentro l'hotel che entra dentro l'ascensore, è spaventatissima. La vediamo guardarsi intorno come se qualcuno la stesse seguendo, spinge nervosamente alcuni tasti dell'ascensore, poi scappa e sparisce per sempre. Elisa Lam sembra scomparsa nel vuoto. Verrà ritrovato il suo cadavere dentro una cisterna dell'acqua sul tetto dell'hotel. Questo caso è stato risolto, anche se purtroppo è finito con la scomparsa di Elisa Lam. Se siete curiosi su alcuni di questi casi, come quello della Black Dahlia oppure ancora quello di Elisa Lam, richiedetemelo qui sotto con un commento, che ne parleremo nel mio canale dedicato al real crime, ovvero Big Scoven. Trovate il link a quel canale nell'info box. Gli eventi legati all'hotel Cecil sembrano tanti e sono solamente alcuni. Vi ho parlato solamente di quelli più noti, ma ora vi parlerò di tutte le morti violente avvenute dentro l'hotel Cecil. Siete pronti? Iniziamo! Le prime morti all'interno dell'hotel Cecil sembrano iniziare quando l'hotel inizia a perdere un po' la sua buona nomina, inizia ad avere una brutta fama. E il primo cadavere trovato all'interno dell'hotel Cecil sarà quello di W.K. Norton, che nel 2031 si suiciderà all'interno di una delle camere con delle pillole di veleno. Si era registrato pochi giorni prima sotto falso nome. Solamente un anno dopo c'è una nuova vittima, Benjamin Dotick, di 25 anni. Lui si suiciderà sempre all'interno di una delle stanze dell'hotel, sparandosi. Siamo due anni dopo, 1934. Louis Borden, ex sergente, 53 anni. Anche lui si suicida dentro una delle stanze dell'hotel Cecil. Si taglia la gola con un rasoio. Lascerà una nota riguardante questo suicidio parlando di problemi di salute. 1937, Grace Magro. Lei cadrà da una finestra del nono piano dell'hotel Cecil e cadrà su alcuni cavi telefonici. Rimarrà in ospedale per alcuni giorni e poi purtroppo non ce la farà e morirà. Non si sa ancora se quello sia stato in realtà un suicidio o un incidente. 1938, Roy Thompson, 35 anni. Lui si getta dal tetto dell'hotel Cecil e verrà ritrovato nel lucernario di un edificio vicino. 1939, Edwin Levitt, 39 anni, un ufficiale di marina, e si avvelena all'interno della stanza dell'hotel Cecil. 1940, Dorothy Scrager, 45 anni, lei è un'insegnante e si avvelena all'interno di una delle stanze. 1944, qui accade uno degli eventi più macabri della storia dell'hotel. La protagonista è Dorothy Jean Purcell. Lei ha 19 anni e fa cecchino all'hotel Cecil per condividere la camera con un uomo, Ben Levin. Lui ha 39 anni, lei 19, e durante la notte la ragazza entra in travaglio. Lei non sapeva di essere incinta, dice di non saperlo, così quando entra in travaglio è spaventata e per non svegliare l'uomo con cui condivideva la stanza decide di andare in bagno. Lì partorisce. Partorisce questo bambino, ma lei è convinta che quel bambino sia in realtà morto. Quindi che cosa decide di fare? Decide di prendere questo bambino e lanciarlo dalla finestra, lanciandolo su un altro edificio vicino. Il bambino muore sul colpo, perché in realtà non era morto. Dorothy viene considerata pazza e non verrà condannata. Ma torniamo agli altri eventi. 1947. Robert Smith, 35 anni, si suicida lanciandosi dal settimo piano. 1954. Helen Grunen, 55 anni, anche lei si lancerà dal settimo piano. Si era registrata nell'hotel qualche giorno prima come Margaret Brown. Febbraio del 1962. Julia Frances Moore, 50 anni, si suicida anche lei lanciandosi dall'ottavo piano e lascia nell'hotel Cecil tutti i suoi beni, un biglietto dell'autobus e un libretto bancario, con quasi $2000. Ottobre 1982, Pauline Houghton, 27 anni,
Anche qui un'altra storia drammatica. Lei si lancia dal nono piano dopo aver litigato con il suo ex marito. Quando si lancia dal nono piano, cadrà su una persona, George Giannini, di 65 anni. Entrambi rimarranno uccisi sul colpo. Gli agenti credevano che si fossero suicidati insieme, ma la realtà non era così. George Giannini si trovava nel momento sbagliato, nel posto sbagliato. 1964, Pigeon Golding Osgood. Lei era un'ex operatrice telefonica in pensione, viveva da un po' nell'hotel ed era soprannominata così perché dava spesso da mangiare ai piccioni nel parco. Lei verrà trovata nell'hotel, morta nella sua stanza, è stata violentata, pugnalata, picchiata e la sua stanza derubata. Inizialmente si dà la colpa a un giovane perché era stato visto con i vestiti sporchi di sangue proprio lì nei dintorni. Goldie molto spesso andava per dare da mangiare i piccioni, però si scoprirà la sua innocenza e ancora oggi il suo omicidio è risolto. 1975, una donna ancora oggi non identificata si suicida lanciandosi dal 12° piano dell'hotel. 2013, il caso di Elisa Lam. Il suo corpo verrà ritrovato nelle cisterne del tetto dell'hotel Cecil. 2015, un uomo non identificato di 28 anni verrà trovato morto nei pressi dell'hotel. Alcuni pensano si possa essere lanciato dall'hotel. La causa della morte sembrerebbe ancora oggi non essere conosciuta. L'hotel Cecil, come avrete capito, è davvero un luogo molto molto oscuro. Secondo me non sarà maledetto, ma è un luogo in cui, diciamo, molte persone probabilmente hanno pensato di andare lì per finire la loro vita. L'hotel purtroppo è diventato lo scenario quindi di tante storie tristi e di tante persone scomparse. Per quanto fosse horror la stagione di American Horror Story Hotel, forse la realtà è anche molto più triste. Conoscevate già la storia dell'Hotel Cecil? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Se siete rimasti fino a... lasciatemi un commento con le emoji dell'hotel. Non ho mai trovato un'occasione per poter utilizzare queste emoji e forse è arrivato il momento. Qui sotto trovate una playlist con tutte le storie vere che hanno ispirato American Horror Story e nel caso io avessi parlato di qualche storia che avete trovato interessante, fatemelo sapere con un commento qui sotto e magari arriverà un video dedicato solamente a quella storia, come quella di Elisa Lam, quella della Black Dahlia, quella di Richard Ramirez, dell'altro serial killer austriaco. Fatemelo sapere, molto probabilmente le vedrete sul mio canale Bix Coven, di cui trovate tutto nell'info box. Grazie mille ancora per aver visto questo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao a tutti, sono BarbixRex e benvenuti in un nuovo video in cui parliamo delle storie vere che hanno ispirato un personaggio o una situazione di American Horror Story. E oggi andiamo a Coven e scopriremo la storia vera che ha ispirato il personaggio di Papa Legba, che io pronuncerò malissimo per tutto il video perché, scusate, non lo so pronunciare. Oggi c'è anche un ospite speciale, una special guest con il cappotto qua, il cappotto di Rilakkuma. È un viziato, non vuole stare da solo. Questo video non so ancora se l'avete scelto voi o meno, perché vi ho fatto scegliere su Instagram quali video preferivate tra Marie Laveau o Papa Legba e il sondaggio è stato 50% per metà giornata, in pratica erano davvero lì, non si muoveva. Ma ho capito che le volevate entrambi. Per scegliere i prossimi video, per scegliere le prossime recensioni, seguitemi su Instagram, lì parliamo molto spesso anche di film. Torniamo alla storia di oggi, alla storia di Papa Legba, che come vi ho detto pronuncerò malissimo per tutto il video. Ma voi fate finta di niente, chiudete gli occhi e immaginate, lasciate che la vostra mente vi porti lontano. Il personaggio di Papa Legba noi l'abbiamo conosciuto in American Horror Story Coven e poi è ritornato in Apocalypse. Ma cosa c'è di vero in questo personaggio? Tranquilli, perché ci pensa zia Barbixanax. Papa Legba è un Iwa, ovvero sarebbe uno spirito del voodoo. Il voodoo, come sapete, è una religione e, come sapete, era Papa Ciccia con Marie Laveau, la regina del voodoo. Proprio a lei ho dedicato un video che troverete qui sotto. Papa Legba, come vi ho detto, è una divinità. Chi sei tu, demonietta della mamma? Papa Legba è una divinità che proviene dal voodoo, però a quanto ho capito ci sono vari tipi di voodoo e lui proviene da quello dell'Africa, precisamente dal Benin, in cui ancora molte persone credono in questa religione. Scusa, non posso parlare di esseri demoniaci, di Satana con te in braccio? Io non lo so, ma questa è professionalità secondo voi? Nel voodoo non c'è una divisione tra paradiso e inferno, ma c'è semplicemente una divisione tra mondo dei vivi e mondo soprannaturale. E quindi Papa Legba sarebbe proprio un intermediario tra questi due mondi. Lui viene considerato una delle divinità più importanti, il dio delle croci, così come della riflessione, e anche un simbolo. E questo simbolo viene disegnato dai sacerdoti e dalle sacerdotesse voodoo, proprio per invocare questa divinità. Ma perché Papa Legba viene considerato il dio delle croci? Non ci vedete qualcosa di un po' simile che vi ricorda qualcos'altro? Viene considerato il dio delle croci perché è considerato anche colui che è al confine, come vi ho detto, tra il mondo dei morti, il mondo dei vivi, tra l'umano e il soprannaturale, e quindi proprio per questo si pensa che dei luoghi di passaggio, come per esempio
le porte dei templi oppure ancora degli incroci, siano dei luoghi che gestisce lui. Viene considerato come colui che apre e chiude percorsi, e a lui vengono associati ben due colori, il rosso e il nero. Pavalebra dovrebbe essere rappresentato in due modi differenti. Una è quella di un uomo anziano che cammina con un bastone, che fuma una pipa e ha un cappellino di paglia. Egli è un signore anche simpatico e tenerino, però in realtà può diventare molto pericoloso, può diventare giovincello e molto aggressivo. Tramite la versione Calfu del rito Petro, nel caso ci fosse qualche errore, voi correggetemi. Qui diventa un giovincello molto pericoloso, molto attraente, che ha il sapore del rum e pericoloso come la polvere da sparo. In queste sembianze di giovincello e pericoloso al sapore del rum, viene considerato anche Satana, un essere demoniaco. Probabilmente avrete fatto caso a qualcosa, ovvero che Pavalegra ha molte cose in comune con la simbologia cristiana. Infatti molto spesso, proprio per il suo ruolo di essere da tramite tra mondo dei vivi e mondo dei morti, viene avvicinato a San Pietro, colui che ha le chiavi del paradiso. A volte viene accomunato anche all'essere un bambino da viziare, e quindi proprio al bambino Gesù. Io non lo so, ci ho capito ben poco, sinceramente, vi riporto quello che ho capito. Pavalegra sembra avere mille volti, del bambino, dell'anzianotto, di quello che sa del rum. Io per sicurezza non lo farei arrabbiare, però voi fatemi sapere che cosa ne pensate sul nostro caro Pavalegra. Conoscevate già questa storia? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Se siete rimasti fino a qui, lasciate l'emoji del demone, ce ne stanno tipo 3000 che sembrano del demone tra le emoji del cellulare. Io non lo so, nel caso scrivete demone, tranquilli. Io e Satana, che qui è nella forma di Shiloh con un cappottino un po' da signora divorziata che va a ballare i balli di gruppo latinoamericani, vi salutiamo. Grazie mille ancora per essere stati con noi in questa nuova puntata di American Horror Christmas, e lui non si sta fermo un secondo, sinceramente. Grazie ancora per essere stati con noi. Ci vediamo in un nuovo appuntamento da brivido, da me e da Shiloh con sto cappotto. Ma non vi fa strano vedere un cane con un cappotto? A me sì, sinceramente. Un conto è un cappottino da cani, ma questo sembra un cappotto da persona, versione Micron per i cani. Fa strano, no? Questo video è stato un po' confusionario, scusate. Shiloh mi travolge e mi distrae. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Basta baci, basta! Basta bacini. Scusa tesorino, amore, anzianetto mio. Ciao a tutti, sono Barbie Xanax e benvenuti in un nuovo video. Parliamo delle storie vere che hanno ispirato un personaggio, un luogo, una stagione di American Horror Story. Vi ho parlato di tanti personaggi importanti, secondari, vi ho parlato anche di luoghi. Ma questa volta facciamo il botto, facciamo un salto extra e parliamo di un gruppo di personaggi insieme che hanno ispirato non un personaggio ma un'intera stagione di American Horror Story. E sto parlando di Roanoke, il mistero della scomparsa della colonia inglese di Roanoke. Che è successo lo scopriremo in questo video. La vostra investigatrice, zia Barbie Xanax, vi dirà tutto. Per scegliere i prossimi video seguitemi su Instagram. Facciamo un po' meno i VIP, facciamo un po' meno i veri important poracci. Iniziamo a parlare dell'argomento del video di oggi, ovvero della scomparsa del mistero della colonia di Roanoke, che è ispirato non un episodio, non un personaggio, ma un'intera stagione di American Horror Story. Una delle intere stagioni di American Horror Story che mi ha più deluso, però boh, magari a voi piace un sacco. Questa colonia è scomparsa senza lasciare traccia, e quando tutti sono arrivati lì hanno trovato delle parole intagliate su un albero. La parola Croatoan. Che bordì, lo scoprirete in questo video. Siamo agli inizi del 1500 e l'epoca era un po' questa, quella in cui gli europei andavano negli Stati Uniti, andavano nelle Americhe e se la spartivano un po' come se niente fosse, come se non ci fossero persone che vivessero lì. Quindi andavano lì e dicevano: questo è mio, questo è tuo, questo è i spagnoli, questo è i francesi, abbiamo di tutto. E i protagonisti di questa storia sono i coloni, ovvero gente che andava lì e diceva: vabbè, da oggi in poi è casa nostra, noi siamo i coloni, poi ci mettiamo a vivere qua e se impossessiamo del suo territorio. Il tutto inizia nel 1584, quando Walter Raleigh riceve il permesso dalla regina Elisabetta I, la regina, che gli dà il permesso di colonizzare in maniera stabile Roanoke. Quindi vanno lì e dicono: vabbè, da oggi è casa nostra. Ma va bene, chi sia mai? Lui va lì nel 1584, fa amicizia con gli indigeni. Indigeni che, come sapremo, purtroppo verranno sterminati dal colonialismo. E poi Raleigh si ritorna in Gran Bretagna. Ci stanno nel mezzo un po' di diatribe con gli spagnoli, perché gli inglesi litigano con loro, se fanno i dispetti, se rubano la roba, rubano la gente, se roba così. Nel 1585 Raleigh riparte verso Roanoke.
ci stanno un po' dei problemi, sia con la flotta, sia per il tempo, e vanno lì a Sorowanok e iniziano i primi problemini con gli indigeni, che insomma domande se le erano fatte. I coloni stanno senza provviste, e quindi che cosa fanno? Si inventano che gli indigeni gli hanno rubato una coppetta d'argento. Io voglio dire, vai dall'altra parte del mondo a colonizzarlo e ti porti una coppa d'argento, ma che ci devi fare? I coloni accusano gli indigeni di avergli rubato sta coppa stile Champions League. Quindi che cosa fanno? Dicono, va bene, ora lo sapete che facciamo? Vi bruciamo tutto il villaggio, vi ammazziamo e vi fregiamo tutte le provviste. E così hanno risolto il problema delle scarse provviste. Dopo questo evento gli indigeni erano un filo arrabbiati con i coloni, ma chissà come mai. I coloni stavano a fare la fame, quindi che cosa hanno detto? Hanno detto, va bene, se ne ritorniamo in Gran Bretagna, ritorniamo più là. Rimangono però a fare la guardia a questo accampamento 15 persone. Dicono, va bene, non vi preoccupate, ritorniamo. Passerà il tempo. Nel 1587 Raleigh torna con un po' di gente là, sono 115 coloni. Alla guida c'è John White, un artista, che l'hanno messo alla guida di una colonia. Il motivo? Era amico del suo Raleigh, che quindi lo fa subito governatore. Però prima di arrivare nel loro punto, questi 115 coloni si fermano a Roanoke. Vediamo come stanno quelli che erano 15 che avevamo lasciati lì a fare la guardia, e non trovano nessuno. La colonia era più vuota dei negozi di camicie dentro i centri commerciali. Però trovano qualcosa. Che cosa? Uno scheletro. Non sanno di chi è, però loro lo prendono lo stesso, così. Visto che in questa colonia non c'è rimasto nessuno, che cosa decidono di fare? Va bene, anziché andare dove dovevamo andare, colonizzeremo noi Roanoke. Così i coloni bianchi si posizionano lì, tentano di fare l'amiconi con gli indigeni, però gli indigeni non è che si sono dimenticati di tutto. Infatti il tizio che l'aveva sterminato 2 anni prima non l'hanno voluto nemmeno vedere in cartolina. Le cose però diventano un po' complesse, soprattutto quando uno dei coloni decide di ammazzare un indigeno, così stava a cacciare i granchi sulla spiaggia e lui li ammazza. Inoltre continuano a scarseggiare le provviste. Sono de goccio questi, non hanno capito niente. Dicono a John White, vattene in Inghilterra, poi ritorna. So John White parte nel 1587 e praticamente vive il finimondo. Viene attaccato dalla nave di pirati, poi dagli spagnoli, poi viene imprigionato, poi altri pirati che odiavano gli spagnoli gli danno un passaggio. Insomma, delirio. E alla fine non può fare il ritorno a Roanoke prima del 1590. Ma quando ritorna lì a Roanoke non trova niente, niente di niente. Né i cadaveri, né i corpi, né Dumura rimaste lì, niente di niente. L'unica cosa rimasta è una scritta su un albero, Croatoan. Cosa vorrà dire? In caso di pericolo il loro codice era quello di fare una croce di Malta su un albero, così da capire che c'è stato un pericolo. Però lui, non trovando niente, dice, qua qualcosa non torna. Pensa che si siano trasferiti in questa isola vicino, che si chiama proprio Croatoan. Però insomma c'è maltempo, una cosa e un'altra, quindi ci vanno e dicono, vabbè, facciamo conto. Ma questi coloni che fine hanno fatto? Sono scomparsi davvero? Che cosa è successo? Ci pensa qui zia Barbie Xanax, che come sapete non termina mai questi video con il mistero, perché c'è sempre una soluzione un po' poraccia, però c'è sempre una soluzione. Le risposte qui in questo caso sono diverse. Una delle ipotesi arriva da John Smith. Vi ricorda qualcosa? Esattamente quello di Pocahontas. Lui infatti era diventato un amicone con i Powhatan, e proprio sto capo gli racconta che ha massacrato tutti questi coloni, vantandosi pure un po'. Però in realtà non si sono trovati né scheletri né niente, quindi sembra un po' una storia per fare un po' il gradasso, secondo me. Alcuni invece sostengono un'altra cosa, che quindi questi coloni possano essere stati uccisi da degli spagnoli, che come vi ho detto gli spagnoli erano in lotta con gli inglesi, quindi tutto un giro peggio dei Gossip Girl. Altri pensano addirittura che si siano spostati su delle zattere. Boh, potrebbe essere, boh. Ma l'ipotesi più quotata è una, ovvero che probabilmente questi coloni si siano spostati, visto che avevano scarsità sia di provviste e sia di acqua. Si dice che in quell'epoca ci fu una grande siccità d'acqua, è probabile che questi coloni si siano divisi in piccoli gruppi, quindi non 115 insieme, ma dei piccoli gruppi, e si siano integrati con le tribù locali. Questo spiegherebbe il motivo per cui non sono state trovate le mura di cinta, non sono stati trovati cadaveri. Di certezze a Roanoke ce ne sono poche, perché ancora non si hanno abbastanza mezzi per cercare in maniera approfondita. Alcuni sostengono addirittura che parte dell'isola sia sprofondata, quindi si sa davvero poco. Però le soluzioni possibili ce ne sono, e quella più quotata è che si siano integrati con gli indigeni, visto che non c'era più quell'altro che ha massacrato. Hanno trovato un'altra strada. Voi cosa ne pensate? Secondo voi cosa è successo a Roanoke? Boh, sinceramente, secondo me è una di queste cose, e John Smith non mai racconta giusta. Fatemi sapere voi se siete arrivati fin qui, fatemelo sapere con le emoji del mare, oppure scrivendo mare. Grazie mille ancora per aver visto questo video, e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!
Ciao a tutti, sono PermixHanks e benvenuti in un nuovo video dedicato alle storie vere che hanno ispirato una puntata, un personaggio, un'intera stagione di American Horror Story. Vi ho parlato di diversi argomenti che hanno ispirato un'intera stagione di American Horror Story. Vi ho parlato di Hotel, dell'Hotel Cortez, vi ho parlato di Roanoke, ma oggi parliamo di un'altra stagione intera e sto parlando della stagione preferita dai fan, non la mia preferita è Murder House. Però tra le stagioni più amate di American Horror Story c'è lei, c'è Asylum. L'intera seconda stagione di American Horror Story si basava proprio su questo manicomio, il Bradcliff, un luogo degli orrori. E la cosa terribile di questa storia è che molte delle cose che noi vediamo all'interno di quella stagione sono reali, sono davvero avvenute e neppure troppo tempo fa. Siete curiosi di sapere la storia vera che ha ispirato Asylum, che è molto più spaventosa rispetto a un commento con un like? E mi raccomando, seguitemi su Instagram per scegliere i prossimi video. Oggi American Horror Story Asylum vedeva proprio al centro di questa stagione un manicomio, il Bradcliff Manor. Questo edificio esiste realmente e si trova a New York, ma questo luogo reale, diciamo che ha ispirato semplicemente il nome, l'ambientazione, ma non ha ispirato i fatti reali, perché in realtà questa seconda stagione e le cose orribili che sono avvenute sono ispirate a una storia recente, quella di una scuola teoricamente, la Willowbrook State School, che si trova a Staten Island, a New York. La storia di questo istituto è davvero terrificante e la cosa che la rende peggiore è il fatto che nessuno quasi abbia fatto niente per far finire gli orrori, ma anzi, molti di questi orrori sono stati anche scusati in un certo senso, e tutto ciò pochissimi anni fa. Ma partiamo dall'inizio. Willowbrook viene costruito negli anni 40 con uno scopo, quello di accogliere dei bambini che hanno problemi. Bambini e ragazzi con disabilità mentale, ma durante la guerra diventa un ospedale. Vengono accolti feriti, veterani. Le necessità e le priorità in quel periodo erano un po' differenti. Ma nel 1947 Willowbrook si apre finalmente a quello che era il suo scopo originario, quindi un istituto pensato per accogliere bambini e ragazzi giovanissimi con disabilità. E proprio qui inizia la storia horror, una storia fatta non semplicemente di abusi, ma di tante cose terribili, addirittura anche di esperimenti. Questo istituto apre nel 1947 ufficialmente e gli orrori dureranno decenni. Ci saranno delle epidemie e addirittura ci saranno 60 pazienti morti per morbillo. Teoricamente Willowbrook doveva essere una scuola, un istituto per accogliere questi ragazzi, soprattutto quelli con disabilità mentali, ma realmente non ha mai avuto la funzione educativa. Al massimo assumeva degli studenti per far stare 2 ore al giorno con i ragazzi e basta. Teoricamente dovevano avere delle lezioni con questi ragazzi, ma era impossibile. Willowbrook poteva contenere massimo 4.000 persone, ma in alcuni periodi ne ospitava addirittura 6.700. Questo istituto era sovraffollato, c'erano pochi fondi e soprattutto poco personale. Purtroppo le vere condizioni dell'istituto si scopriranno solamente nel 1969. In quel periodo l'istituto già accoglieva 6.200 persone. Una delle prime figure che si espose a proposito del problema di questo istituto e delle condizioni inumane in cui stavano bambini, adulti con disabilità mentali o fisiche, lasciati completamente a loro stessi, fu Robert Kennedy, all'epoca senatore e fratello di JFK. Definì Willowbrook come una fossa dei serpenti. Ma nonostante la sua denuncia, non accadde nulla e per scoprire le vere condizioni di queste pazienti ci vorranno davvero tanti anni, fino a quando non arriveranno 2 giornalisti, Jane Curtin e Gerardo Riviera. Loro decisero di indagare, ma non semplicemente andare lì, decisero di entrare e riprendere le condizioni dei pazienti. Si fecero dare le chiavi da un ex dipendente ed entrarono lì per riprendere le condizioni dei pazienti con una videocamera. Trovarono bambini, adolescenti, adulti, tutti uniti tra loro, molti di loro completamente nudi perché non avevano abbastanza soldi per comprare loro dei vestiti, molti di loro urlavano rinchiusi dentro una stanza. Essendo così sovraffollato, molti pazienti dovevano dormire su delle sedie che erano pensate per le sale d'attesa. Quello era il loro letto, non avevano abbastanza posto per tutti. C'erano delle stanze totalmente piene di escrementi, c'erano queste persone, soprattutto i bambini, totalmente abbandonati all'interno. Alcuni urlavano, dondolavano, molti mostravano segni di violenza. Il 60% dei pazienti lì dentro non era in grado di usare il bagno da solo, per esempio. Il 64% invece non era in grado di mangiare da solo. E purtroppo non c'era da mangiare per tutti, non c'era personale per tutti, erano abbandonati a loro stessi. Queste immagini andarono in onda nella TV nazionale, viste da milioni di persone negli Stati Uniti. Ma il servizio riguardo Willowbrook non fu solamente questo, perché Rivera intervistò anche una persona,
uno dei pazienti, perché infatti lì non c'erano solamente pazienti mentalmente disabili, ma anche disabili solamente fisici. A prescindere dalle diagnosi, erano tutti buttati insieme, bambini, adulti, tutti buttati così, lasciati a loro stessi. E a raccontare i veri orrori di Willowbrook fu proprio uno dei pazienti, Bernard Carabello, che all'epoca aveva 21 anni ed era da 18 anni lì dentro questo istituto. Lui è affetto da paralisi cerebrale e nonostante la lentezza nei movimenti o nel parlare, era perfettamente lucido e raccontò di come fosse umiliante vivere lì senza vestiti, senza un bagno, tra gli escrementi. Raccontò di come molte volte fu picchiato dallo staff che lo picchiava con dei bastoni, con le fibbie delle cinture, oppure ancora gli sbatteva la testa al muro. Ma Carabello raccontò anche altri orrori. Non essendoci divisione tra bambini e adulti, poteva vedere cosa accadesse a questi bambini, molti di loro mentalmente disabili. I bambini venivano lasciati soprattutto all'estate completamente nudi e quasi tutti loro erano stati abusati sessualmente dallo staff. Proprio grazie alla denuncia di Carabello si è riuscito a scoprire cosa avvenisse dentro questo istituto. Oggi Carabello è un impiegato statale a Manhattan, in parte si è lasciato tutto alle spalle. Il documentario sugli orrori di Willowbrook è disponibile anche su YouTube. Willowbrook, l'ultima grande disgrazia, ma ci sono anche dei seguiti su YouTube. Nel caso vi lascerò qui sotto alcune cose nel caso possano interessarvi. Nonostante ciò, gli orrori di Willowbrook continuano e anzi, questa è semplicemente la punta dell'iceberg. Dopo essere andato in onda questo servizio, 2 mesi dopo, le persone di Staten Island hanno tentato di fare pressioni affinché questo istituto fosse chiuso. Ma un anno dopo le denunce continuano. Quando uno studente di Harvard viene assunto lì senza nemmeno fare un colloquio e parlò proprio degli abusi che vide. Fino adesso vi ho parlato degli abusi e, se possibile, questa storia diventa ancora più terribile quando si unisce un altro elemento. In America, nello Story Asylum, c'erano persone trattate malissimo, prive dei loro diritti e c'era anche un medico che faceva esperimenti su di loro. E proprio questo avveniva anche a Willowbrook. Uno dei dottori all'interno utilizzava i pazienti come cavie umane. Il tutto inizia nel 1955, quando il dottor Saul Krugman inizia ad utilizzare i pazienti dell'istituto come cavie per studiare l'epatite A. Portò avanti questi esperimenti per circa 20 anni. Se inizialmente studiava semplicemente il decorso di questa malattia, poi iniziò a tentare di creare delle cure e, dopo ciò, iniziò a fare un'altra cosa: ad infettare pazienti sani, così da tentare di curarli con una gamma globulina. Infettava questi pazienti sani tramite un latte al cioccolato contaminato. Dovete pensare che il 90% dei pazienti all'interno di Willowbrook aveva l'epatite A. Quando fu scoperta questa cosa, Krugman tentò di difendersi, dicendo che fosse per il bene della scienza, che il tutto fosse sotto controllo, oppure ancora si difese dicendo che alcuni parenti fossero d'accordo. E per quanto fossero terribili tutte queste notizie, all'epoca della sua morte, nel 1995, non solo lui difese le sue azioni e le rivendicò, ma c'erano davvero tante persone che fecero lo stesso, difendendo e giustificando queste azioni. Le cose iniziano man mano, lentamente, a muoversi e a cambiare. Nel 1972 i residenti intentano una causa contro Willowbrook e nel 1975 iniziarono a tentare di spostare questi pazienti e a portarli altrove. E qui, per assurdo, ci sono altri eventi terribili. Questi pazienti, vittime di molestia, vittime di abusi, utilizzati come cavie umane, molto spesso non erano accolti bene laddove venivano portati. Molti cittadini ostacolavano questo procedimento. La coordinatrice ha raccontato che a volte portava questi ragazzi nei nuovi luoghi e le persone che vivevano lì le lanciavano delle uova, una volta addirittura le ruppero il naso, perché questi abitanti non volevano queste persone disabili nel loro quartiere. La chiusura di Willowbrook fu lentissima e la chiusura definitiva avvenne solamente nel 1987. Questi eventi terribili ebbero una piccola cosa positiva, ovvero spinsero il governo statunitense a barare una legge, così da tutelare minori e adulti disabili. Oggi la struttura fa parte del College di Staten Island, ma la sua storia, come avrete capito, è ancora così vicina e terribile. Asylum era una stagione piena di orrori e qui, secondo me, è, se possibile, lo è ancora di più questa storia. Conoscevate già questa storia? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Se siete arrivati fino a qui, lasciatemi l'emoji della macchina fotografica, connessa al documentario di inchiesta che ha permesso, anche se lentamente, di scoprire la verità e tentare una soluzione migliore per queste persone. Grazie mille ancora per aver visto questo video, spero vi sia piaciuto, nel caso fatemelo sapere. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao a
Ascoltati, sono Barbie Xanx e benvenuti in un nuovo video, dedicato alle storie vere che hanno ispirato qualcosa all'interno di American Horror Story. Qualcosa di vero, qualcosa di inventato, qualcosa di un po' rimaneggiato. Io non so più che copertine mettere per questi video e quindi mi sono ispirata a una tizia di un canale che parla solamente di misteri, super piantati in aria, cioè proprio roba tipo il mio gelato è posseduto. Fa tutte le facce così. E se avete cliccato nonostante l'anteprima, grazie. Oggi parleremo di American Horror Story Asylum e parleremo di due personaggi, quello interpretato da Evan Peters, ovvero Kit, e Alma. Ebbene sì, anche loro sono ispirate a due personaggi reali che si chiamano come la coppia dei Flintstones, ovvero Barney e Betty. Però non c'hanno nessun dinosauro e non c'hanno Bam Bam come figlio. La storia però non per questo è meno assurda, sinceramente, ma torniamo a noi. Prima di iniziare, se vi piace il mio video, se vi piace il mio canale, se vi faccio piacere con passione, qui c'è il mio Instagram, lì scegliamo i video, parliamo insieme per quanto riguarda le curiosità sul cinema, lì. Poi iniziamo a parlare della storia. In American Horror Story Asylum, Kit e Alma erano una coppia mista, composta da lui, Evan Peters, bianco, e lei afroamericana. Vivono in un'epoca in cui c'era il razzismo, quindi la loro coppia non era vista molto bene, insomma, erano perseguitati. Kit e Alma nella serie TV venivano rapiti dagli alieni e tutti li consideravano un po' pazzerellini, chiamiamo così. Però la storia vera è ancora più assurda, ovvero quella di Barney e Betty Hill, che si chiamano come i croccantini del mio cane, Hills. Ah! Anche gli Hills sono una coppia composta da lei bianca e lui afroamericano. E tra il 19 e il 20 settembre del 1921 verranno rapiti dagli alieni. Barney lavora alle poste e Betty lavora come un assistente sociale. A cosa servono queste informazioni? A nulla, però volevo fare un po' la Piero Angela, scusate, voglio darmi un tono in questi video. Cosa succede? Il 19 settembre del 1961 stanno tornando, sono andati un po' nelle cascate del Niagara e stanno tornando a casa, però a un certo punto succede qualcosa. Betty vede qualcosa di luminoso. Lei all'inizio pensa sia Giove, io non lo so, ma voi vedete la luce così nel cielo, dite oh ma quello è Giove, io non ci riuscirei a capire, io senza occhiali nemmeno riesco a distinguere il lampione da una persona, quindi figuriamoci. Poi a un certo punto dice no, non è Giove, è una stella cadente, però quando vede che sta stella va in alto dice non è cadente, c'è qualcosa di strano. I due quindi prendono un binocolo e Betty, insomma, noi sappiamo una cosa, che la sorella tempo fa aveva visto degli UFO. Barney inizialmente crede si tratti di un aereo in avaria, quindi inizialmente vuole pure andare lì a aiutarlo, ma dove vai a piedi a aiutare un aereo che sta a crollare, sta a cadere? Però a un certo punto vede che il soggetto, tramite il binocolo, si sta avvicinando velocemente verso di loro e lì capisce che non è un aereo e quindi c'è un po' di strizza. Sale in macchina, fanno a tutta velocità e tentano di scappare in un posto dove non c'è sta nessuno. Barney a un certo punto capisce che quello non è un aereo, ma è un velivolo a forma di grande pancake, così l'ha descritto. Questo velivolo a forma di grande pancake si piazza sopra la loro macchina, la macchina si ferma e lui che cosa fa? Esce e in tasca c'è una pistola. Io voglio dire, cioè, ma tieni una pistola in tasca, ma soprattutto ci stanno gli alieni, se gli spari inizi una guerra intergalattica, Barney ragiona! Barney esce con sta pistola in tasca, quanto sono grandi queste tasche negli anni 60? A me nemmeno il cellulare c'entra più. Lui esce con sta pistola, Pierre binocolo e vede tra gli 8 e gli 11 umanoidi. Questi srotolano una passerella in stile Mars Attack e uno di questi fissa Barney. Tramite la telepatia gli dice rimani dove sei. Come sono questi alieni? Allora, lui li ha descritti in una maniera un po' così, ha detto che erano vestiti con delle uniformi nere lucide con un cappellino nero lucido. E il velivolo aveva delle ali da pipistrello con delle luci rosse. A Barney gli piace un corpo, quindi corre da Betty e fa scappiamo, questi ci vogliono rubare! Salgono in macchina, tentano di correre, però sentono tipo delle lucine, dei bip 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 bip, collassano. Vedono tutto offuscato, hanno un momento del blackout e non sanno più che è successo. A un certo punto così dal lunedì si risvegliano, tornano a casa tranquilli tranquilli, però c'è qualcosa che non convince, tipo Barney dice che c'ha dei problemini lì sotto, non posso fare parole troppo esplicite altrimenti YouTube mi blocca i video, quindi devo parlare così come se fossi in un cartone animato di Peppa Pig. Lui ha detto che sentiva qualcosa di strano lì sotto, quindi va in bagno, si ispeziona i gioiellini, però non trova niente di strano. Betty invece, che credeva tutto tranquillo, si accorge che c'è il vestito strappato, la cerniera era tutta strappata, inoltre il vestito c'era una polverina rosa. Cos'era sta polverina? Non si sa. Il suo vestito è stato analizzato da 5 laboratori e al momento i risultati non si conoscono. Oltretutto vedono che la macchina sul cofano c'ha dei cerchi e loro dicono ma che cosa sarà mai? Si avvicinano con la bussola e la bussola impazzisce. Hills sentono che qualcosa, insomma, non sembra tornare, quindi che cosa fanno? Si mettono a chiamare una base navale. Parlano del loro incontro con gli UFO, però Betty c'aveva un po' una paura, c'aveva paura che la piassero per una scirocca. Quindi
quindi non è che sta lì proprio a raccontargli tutto tutto. Il 26 parlano questa roba degli Stati Uniti e li prendono pesci roccati. Però il tizio degli Stati Uniti d'America gira tutto il protocollo, proprio un progetto degli Stati Uniti per gli alieni. Dopo che l'hanno trattati come due morti dei fami, Betty inizia a avere un po' delle fisse, quindi che cosa fa? Va in libreria e si mette a leggere i libri sugli alieni. Trova il libro di un marine e lei quindi tenta di contattarlo. Lei racconta la storia completa a lui, lui gli presenta ad un astronomo e questi gli raccontano che c'hanno tipo sto blackout e non si sa che gli è successo. Così gli propongono una cosa, di farsi ipnotizzare. 10 giorni dopo il presunto incontro con gli UFO, Betty iniziò ad avere degli incubi, dei sogni chiarissimi che lei dice di non aver mai avuto in vita sua. Io non mi ricordo mai i sogni che faccio, a parte rare volte, però lei insomma solamente questi sogni che ha fatto per 5 giorni di seguito e poi sparire nel nulla, ciaone proprio. E lei in questi sogni si ricorda che gli alieni circondano l'auto, Barney con la pistola vuole fare un po' il far west e così lo fanno svenire. Lui poi continua a camminare tipo un sonnambulo. Come so sti alieni, c'hanno pure loro tutte queste giacchettine nere di vinile? No, Betty dice che sono un po' diversi, c'hanno le labbra grandi e viola, il nasone, dei capelli lunghi e neri, la carnagione grigiastra e dice che erano piccolini, però in realtà dice che sono alti 1,70 m. Se loro sono bassi e ne è 1,70 m, io a 1,60 m che devo fare? Scusate, che so. Mi unisco direttamente ai gnomi da giardino, che cosa devo fare? Betty. Però c'è una differenza, insomma dice che in realtà le loro divise non erano nere lucide ma blu, come quelle dei cadetti dei marini. Gli alieni li fanno salire su sto velivolo e li separano. Lei vuole stare col marito, però gli dicono no, che era, famo prima così, dividiamoci. E lì lei si mette a fare un po' l'amigona, sia col leader di sta navicella sia con l'esaminatore. Lei dice che parlano in inglese, però in inglese è un po' stentato. Subito a fare i peli a questi qua poracci che arrivano dall'altra galassia, parla in inglese e tu stai pure qui a criticare, voglio dire. Beh, il tizio la fa sedere su una sediolina con un sacco di luci, gli taglia una ciocca dei capelli come i tizi psicopatici, poi gli controlla gola, denti, gli taglia un po' di unghie delle mani se le mette in un sacchetto, poi gli controlla i piedi, le gambe, gli sgrattugia un po' di pelle e se la mette in un cellophane. A un certo punto gli infila un ago nell'ombelico. Lei dice che sente un dolore assurdo, però l'alieno gli fa così sulla faccia e lei smette di sentire dolore. Però a un certo punto sono entrati in confidenza, che non lo fai tra una chiacchiera all'altra tipo dal dottore, e lei gli fa ma belli de casa, da dove venite? E questi che cosa fanno? Gli tirano giù tutta la cartina con tutta la rotta spaziale. Ma io voglio dire, ma un sogno minimo più credibile, no vabbè. Lei fa insomma così, fa finta di essere interessata pure se non ci capisce niente, però a un certo punto uno di questi gli dà pure un libro tipo quelli che te danno in omaggio e poi ti chiedono i soldi, ci avete presente? Tipo ciao leggi, e tu vieni, no no non so leggere. Vabbè, Betty si aggrappa a sto libro con dei segni strani che lei nemmeno capisce, però dice non si sa mai, lo riporto al mercatino dove lo usate, ci posso raccattare qualche sordo. Però a un certo punto gli alieni iniziano a litigare perché dicono no, non gli dovevi da sto libro, staccatona. Quell'altro invece voleva fare amicizia con lei, però alla fine concordano gli alieni, dicono no, niente libro signora Betty, e soprattutto non te devi ricordare niente, te cancelliamo la memoria. E lì Betty dice di aver detto una cosa tipo non potrete mai cancellarmi la memoria, io ricorderò per sempre questo incontro. Qui finiscono i 5 sogni. Betty inizialmente racconta il suo sogno al marito, che la pia pena matta. Una certa pure lui dice qua c'è qualcosa di strano, qualcosa di non torna, perché il loro viaggio doveva durare teoricamente 4 ore, però ce ne hanno messe 7 per tornare, quindi ma che è successo? Inizialmente gli Hills non raccontano questa cosa praticamente a nessuno, fino al 1963, dove iniziano a farlo, dove iniziano a raccontare se sono stati rapiti dagli alieni in chiesa. In chiesa, ma mi pare che potete parlare degli alieni dentro la chiesa. Nel 1964 gli Hills iniziano a sottoporsi a delle sedute di ipnosi e si sottopongono separatamente. Iniziamo con quello che ha detto Barney in ipnosi. Inizialmente Barney c'aveva un po' paura di questi alieni, quindi con l'ipnosi dice c'avevano degli occhi un po' penetranti questi alieni, l'hanno bloccato con la macchina, gli hanno detto via bello, vieni nella foresta, e l'hanno portato con questa macchina nella foresta e diceva che sono 6 persone. Ma scusa Barney, prima l'hai detto 11, mo sono 6. Gli alieni lo fissano in modo terrificante ipnotico e lo portano nel loro pancake volante. Lo separano pure lui in altro esame, se la moglie gli era andata abbastanza bene, a lui in esame un pochino più particolarino. Lo buttano su un tavolo, gli tolgono i vestiti e gli mettono una luce proprio là, che tentano di risucchiare le cose dai suoi gioiellini. Lui dice che gli estraggono dello sperma, cosa ci vorranno mai fare degli alieni? Non si sa, un parco tipo Jurassic Park con dei Barney Hill, non lo so. Poi dice che lo rasano un po' ovunque nel corpo e a un certo punto, per concludere il tutto,
infilano un cilindro nella porta sul retro. Betty aveva raccontato che questi parlassero un inglese era un po' stentato sinceramente, però lui dice che non era così, che parlavano tipo telepatia. Durante l'ipnosi Betty raccontò qualcosa di molto simile ai suoi sogni, però cioè era molto stressata, si mise a piangere, addirittura disegnò anche la mappa stellare che gli avevano dimostrato questi alieni. Chi si occupò di questa ipnosi? Un certo Simon. Chi è Simon? Boh, un tizio che fa l'ipnosi. Lui cosa ha concluso tutto ciò? Insomma, era un po' scettico. Disse che secondo lui Barney non aveva visto realmente gli alieni, ma a forza di sentire la moglie, insomma, si era un po' immaginato sta cosa tramite i suoi racconti. Barney questa cosa non la prese troppo bene, però insomma erano tutti felici e contenti perché dopo le sezioni di ipnosi erano tutti più rilassati. Gli Hills tornarono alla loro vita tranquilla e parlarono del loro rapimento un po' con amici e parenti, dove capitava. Nel 1965 un giornalista tenta di recuperare alcune delle dichiarazioni di Betty e le pubblica su un giornale. Nel 1966 uno scrittore e il tizio ipnotizzatore Simon fanno uscire un libro, The Interrupted Journey, in cui pubblicano addirittura sta mappa che aveva disegnato Betty. Ma cosa è successo dopo tutto ciò? Betty ha raccontato che di media usciva regolarmente con questi alieni, lei stendeva i panni e quasi 3 volte a settimana gli alieni la chiamavano per andare a fare un giro insieme. Boh, cioè 3 volte a settimana mi pare un pochino troppo frequente. Lei disse pure che era diventata una mezza specie di celebrità tra gli alieni, che tutti la conoscevano. Io non lo so, cioè non volevano nemmeno che ricordassi le cose, e molti incoronano pure a VIP. Boh. Barney invece no, è rimasto lì a casa, non si è affidato più a nessuno. Ma sta mappa stellare di Betty, qualcosa di reale, ce l'aveva? Diciamo che molti negli anni hanno tentato di studiare questa mappa e alcuni avevano notato una certa somiglianza con il sistema solare Zeta Reticuli, però a quanto pare è un po' forzata. Io non lo so, a stento conosco il sistema solare, abbiate pietà di me. Ma cosa ne pensavano gli psicologi? Allora, poraccia, Betty l'hanno trattata un po' come una sciroccata. Alcuni pensavano che lei ci avesse queste visioni. Mo, con tutto il buon cuore, Betty, ma 3 volte a settimana gli alieni che te vengono a pià sotto casa per far giro insieme perché sei diventata una VIP? Cioè, mi sembra un racconto un filo troppo too much per i miei gusti. I psicologi dicevano che queste allucinazioni erano date dallo stress, però Betty diceva che lei e il suo matrimonio andavano a gonfie vele, loro erano solamente dei rosiconi. Alcuni erano un po' scettici su queste ipnosi perché avvennero 2 anni dopo il rapimento, quindi hanno detto c'è stato tutto il tempo per chiacchierare tra loro e si sono influenzati a vicenda, cosa che sinceramente è un po' possibile. Betty morì nei primi del 2000, quindi le cose andarono avanti e ci furono degli aggiornamenti, tipo nel 1990 uscì un articolo in cui dicevano che probabilmente Barney era anche stato influenzato da un episodio di una serie TV. L'episodio era The Bellero Shield, della serie TV The Outer Limit, che a quanto pare era molto molto simile a quello che aveva raccontato Barney durante la sua seduta di ipnosi. Addirittura anche gli alieni erano praticamente identici a quelli di questa serie TV. L'episodio era andato in onda una settimana prima della sessione di ipnosi di Barney, quindi pensavano potesse essere rimasto un po' influenzato. Betty però rinnegò tutto dicendo che lei non aveva mai sentito parlare di questa serie TV e quindi erano solamente dei poracci. In altri fecero notare anche altre somiglianze degli alieni per altri film, come per esempio quello del 1953, Invaders from Mars, in cui gli alieni qui hanno delle uniformi nere e luccicanti. Secondo uno dei vicini, gli Hills scambiarono un faro per un disco volante. Alcuni parlano di stress per la privazione del sonno. Betty era sempre molto aperta nel parlare di queste cose, però insomma negli anni alcuni hanno detto che lei scambiava dei lampioni per dei disco volanti. Quindi, boh, Betty magari non aveva cattive intenzioni, però Betty, boh. Voi che cosa ne pensate di questa storia? Secondo me di vero c'è un po'. Cioè, credo nei loro ricordi, non credo che i loro ricordi siano basati sui fatti reali. Ma questo era tutto. Voi che cosa ne pensate di questa storia? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. E noi ci vediamo al prossimo video. Grazie mille ancora per aver visto questo video, per aver messo mi piace. E noi ci vediamo al prossimo. Ciao, bamboli! Ciao a tutti, sono BarbieXX e benvenuti in un nuovo video. Benvenuti ad una nuova storia che ha ispirato un personaggio di American Horror Story. E torniamo oggi nell'Hotel Cortez e parliamo del personaggio del signor Marsh, che nella stagione di American Horror Story Hotel era interpretato da Evan Peters, e c'aveva dei baffetti e sembrava più un cosplay un pochino poraccio dei Gomez, ovvero il signore della famiglia Adams. Sentite anche gli aerei. Dove sto a girare questi video? A Milano Malpensa? No. In American Horror Story Hotel il signor Mars aveva costruito un hotel, l'Hotel Cortez, pieno di trappole per uccidere la gente. Ho, 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 ho. E dovreste sapere una cosa, ovvero il signor Marsh è esistito veramente e si chiamava H.H. Holmes. Era un serial killer. Come sapete devo parlare stile Peppa Pig, perché altrimenti YouTube
addio video. Insomma, si dice che abbia fatto più di 200 vittime, però la realtà, come scoprirete, è un pochino diversa. E a volte alcune storie vere sono più terrificanti di quelle reali, altre volte sono un po' più... Rivaluterete immediatamente la vostra vita e direte: oh, non è così poraccia come credevo. Il signor Holmes non nasce con questo nome, te credo, ma ti poi chiama HKK Holmes. Nasce come Herman Webster Mudgetts, ma è conosciuto da tutti come il dottor Harry Howard Holmes. Ha cambiato nome. Se avete visto il mio video sulla sposa cadavere, sapete già una cosa: quando i personaggi cambiano 3000 volte nome, sono dei poracci clamorosi. Quindi tenetevi forti per una storia super, super poraccia. Curiosi di sapere la vera storia dietro il castello degli orrori? Ci penso qui la vostra Barbie Xanax. Spero vi piaccia questo video. Nel caso fosse così, fatemelo sapere con un like o un commento, perché sono una poraccia. Soprattutto per seguire i prossimi video, seguitemi su Instagram. La maglietta che indosso è una maglietta di The Nightmare Before Christmas, che si illumina al buio. Nel caso vi piaccia, la trovate su Pampling. E ho anche un codice sconto, otterrete il 15% di sconto con il mio codice Sghiccio, perché Sghiccio tornerà di moda. Ma iniziamo con la storia del signor Holmes, che non è Sherlock Holmes, ma è uno un po' più poraccio, un mitomane. Come avrete capito, purtroppo alcune parole le devo un po' imboscare, perché YouTube capisce le parole malandrine e quindi devo un po' fare la vaga tipo... Ma chi è Holmes? Lui nasce nel 1861, quindi stiamo nel 1800. Nasce da una famiglia di contadini metodisti e alcuni dicono che torturasse gli animali, che il padre era violento, però non si sa. Diciamo pure che per l'epoca, per 1800, questa era ordinaria amministrazione, quindi non è che ci facevano caso, era la normalità. Anzi, era strano trovare qualcuno che non venisse pissato delle botte dai genitori. Holmes si diploma a 16 anni e diventa un insegnante. E visto che c'è sta, si sposa pure con una certa Clara e fanno pure un figlio. Un certo Alton. Alton sembra il nome di un caffè, sinceramente. Sinceramente, il caffè Alton, voi lo comprereste il caffè Alton? Io solamente se in offerta. Sì, perché Alton mi sembra un po' pretenzioso come nome, secondo me è un caffè molto costoso. Tipo di quello con i chicchi interi che devi pure macinetti, devi comprare pure il macina caffè. Fatemi sapere, il caffè Alton, voi lo comprereste oppure no? Indagine di mercato? No, non è sponsorizzato. E avvierete l'azienda sul caffè Alton e diventerete dei ricconi, datemi 4 lire, grazie. Ma torniamo a noi. Allora, Holmes si è sposato, c'è suo figlio Alton. Alton, caffè Alton, buonissimo caffè Alton. Altro che fit via, altro che fit via. Vabbè, a 18 anni si iscrive all'università, però molla subito, è un poraccio Holmes. Poi si iscrive a un'altra università, un'università di medicina. Fa medicina, chirurgia e sta in un laboratorio d'anatomia in cui si diletta ad affettare le persone. Infatti lavorava fianco a fianco con un certo dottore, Nahum White. Non so neppure se si pronuncia così, non ne ho idea, però voglio dire, gli americani pronunciano cappuccino, quindi che cosa vogliamo dal mondo? Insomma, sto dottore era a favore della dissezione umana e, come avete capito, Holmes non è che fosse proprio un perfettino. E lì inizia, insomma, uno dei talenti di Holmes: se frega i cadaveri e froda le assicurazioni, quindi dice quello è morto, quello so io, oppure ancora se faceva un'assicurazione sulla vita, aveva un cadavere, diceva sono morto e se intascava i soldi e poi scappava. I compagni di scuola nell'università di medicina vedono subito che c'è qualcosa dell'osco nel signor Holmes, che lui non ci stava tutto quei giovedì. Dicono che trattasse male la moglie, la certa Clara, sta poraccia Clara, Santa Clara. Anzi, in Massachusetts fu visto con un bambino. Bambino poi misteriosamente scomparso. E qui che cosa fa Holmes? Far vago, si trasferisce da un'altra parte e va in Pennsylvania. In Pennsylvania si improvvisa farmacista e lì che fa morire un altro ragazzino che fa da lì da morto subito dopo che lui gli aveva dato un farmaco. E visto che erano sulle sue tracce, lui che cosa fa? Si ritrasferisce ancora, scappa di nuovo, va a Chicago e si cambia nome in Henry Howard Holmes. Cambia nome per due motivazioni: sia per seminare i parenti di questi due ragazzini morti e soprattutto per frodare di nuovo le assicurazioni. Holmes all'epoca aveva già ammazzato qualcuno, forse questi due ragazzini, ma anche un compagno di università. Insomma, l'ha ammazzato e si è preso i soldi dell'assicurazione. Era proprio uno fissato con queste assicurazioni. Ma come si dice, quando vai a Chicago ti sposi? Non lo dice nessuno, però facciamo finta di sì. E infatti Holmes si sposa con una certa Mirta. Ora starete dicendo: ma come si sposa? Ma non era sposato con Clara? Che fine ha fatto Clara? È scomparsa? L'ha fatta fuori? No, cari miei, no. Perché Holmes, oltre ad essere un serial killer, era pure bigamo. Quindi mentre era sposato sta Clara, si sposa pure con sta Mirta. E dopo una settimana che si è sposato con sta Mirta, che cosa fa? Chiede il divorzio a Clara. E anzi, gli dà pure la colpa. Che faccia tosta, Holmes! Dice che lei in realtà fosse infedele, però questa richiesta di divorzio non va mai da nessuna parte e loro rimangono sposati a vita, povera Clara. Nel mentre Holmes è sposato con sta Mirta e c'ha pure una figlia, una certa Lucy, e passano gli anni. Lui rimarrà per la maggior parte del suo tempo a Chicago, però ogni tanto si faceva qualche viaggetto. Nel 1894, che succede secondo voi? Va in Colorado. E che cosa c'era in Colorado? Georgiana, la nostra terza moglie del signor Holmes, che quindi collezionava pure mogli oltre che vittime. C'era Clara, c'era Mirta e sta Georgiana. Tutte e tre legalmente
ufficialmente sposata e nessuno sapeva dell'altra. Holmes la maggior parte della vita la passa a Chicago con sta certa Mirta. Lì si compra una farmacia e a un certo punto compra pure un terreno di fronte perché vuole fare proprio lo chic. Vuole costruire un edificio a due piani. Nel 1887 inizia anche la costruzione di questo edificio, però lui si rifiuta di pagare l'operai. Questi gli fanno causa e lui nel 1892 aggiunge al progetto pure il terzo piano. Non c'hai soldi manco per due, dove vai? Perché pensa di farci un hotel, così visto che da lì a poco ci sarebbe stata l'esposizione universale, voleva raccattare i sordi. L'hotel non fu mai ultimato, però si sospetta fosse ricco di stanze nascoste. Perché? Per nasconderci cosa, secondo voi? I cadaveri? Ebbene no, ci nascondeva i mobili. Infatti lui arrivava nei fornitori, gli davano i mobili, lui li nascondeva dentro questa stanza e poi diceva: io non ho ricevuto nessun mobile, mi dispiace, colpa vostra, io non vi pago. A poraccio, poraccio. Ma una certa ovviamente lo scoprono, che figura poraccia. Ma arriviamo alla fin fine ai primi veri e propri concreti omicidi. Holmes, come vi ho detto, c'aveva tre mogli, ma a lui non gli bastava, si è fatto pure in amante. Julia Smeadle, che era la moglie di un amico suo, di un coinquilino. Loro fanno cosacce, suo tizio li becca e quindi se ne va e li lascia lì e dice tanti saluti. Sa Julia c'ha pure una figlia, una certa Pearl, e continua sta relazione con sto Holmes che c'ha tutte ste mogli, ma dove lo trovava al tempo? Ma alla vigilia del Natale del 1891 cosa succede? Sa Julia e la figlia Pearl scompaiono letteralmente. Lui dice che è morta appena avorto, però insomma famo 2 più 2 a Holmes, non ci fai fessi. Ma le scomparse saranno parecchie. Una certa Emmeline G. Grande, che lavorava lì nello stesso edificio, a un certo punto, puff, 1892, scompare. Stessa sorte a Edna Pantassel. Oltre a tutte ste mogli, ste amanti, eccetera, eccetera, c'ha pure l'amico che non ammazzerà tanto presto, ovvero Benjamin Pritzel. Lui è un falegname con un passato un pochino losco e malandrino e due diventano pappa e ciccia per far truffa, ammazzare la gente, proprio così. 1893, incontrano infatti un'attrice, una certa Minnie Williams. Holmes gli dà nome falso, fanno cosacce, lui la intorta completamente, mette in mezzo l'amico suo, sto Benjamin, che fa finta di essere notaio, si fa intestare una tenuta da qualche parte e a quanto pare forse se l'è pure sposata, quindi ci avrebbe pure una quarta moglie. Minnie Williams era un'attrice, parla alla sorella di quanto sia fantastico questo nuovo uomo, ovvero il signor Holmes, con uno dei suoi 250.000 nomi, così chiede alla sorella di raggiungerla e spariranno tutte e due. Che fine avranno fatto? Lo sappiamo, lo sappiamo. Le assicurazioni gli stanno scolfiato sul collo, quindi Holmes scappa da una parte all'altra. Lì continua la stessa trafila, truffa i fornitori, se tiene i soldi, eccetera, eccetera. Per una piccola cosa lo buttano in carcere e gli fa amicizia con tizio. E gli fa un po' lo chic con questo tizio e dice: guarda, io c'ho un piano assurdo per frodare le assicurazioni, mi voglio fingere morto. Quando uscirà, lui tenterà di fare tutto staffarone, di fingersi morto, ma l'assicurazione lo sgama e gli fa il gesto dell'ombrello. Ma qui torna l'amigone suo, quel tale Benjamin Pitzel. Loro sono dei tecnicamente super amici. Che cosa succede? Holmes ammazza Pitzel. Tecnicamente dovevano fare una scena, quindi lui si doveva fingere svenuto, però in realtà preso dal cloroformio, a quanto pare esplode un incendio e rimane ucciso da questo fuoco. Holmes dice che prima è un tentativo di suicidio, poi è stato un incidente, però gli esami forensi scoprono la verità e scoprono che questo è morto e poi gli hanno buttato sopra il cloroformio. Chi sarà stato? Forse il nostro signor Holmes? Forse. Però questo lo scopriranno più tardi, perché nel mentre Holmes fa amicizia con la vedova del suo uomo, del suo ex super amico, che aveva 5 figli. Che cosa fai? Gli dice: guarda, tuo marito è ancora vivo, è solamente una finta questa cosa delle assicurazioni, si è finto morto ma in realtà sta a Londra. Invece questo era veramente morto. La intorta completamente e la convince anche a farsi dare la custodia legale di 3 dei suoi 5 figli, così da ricevere i soldi e tutto. Ma Holmes questi bambini li ucciderà. Prenderà le due bambine, le metterà dentro un baule, farà un foro sul baule e manderà lì dentro del gas, poi seppellendole in giardino. L'altro bambino invece non si sa bene, ma sono stati trovati dei pezzi di dente, di ossa, nel caminetto di una tenuta in Canada. Nel 1894, dopo tutta sta roba che ha fatto Holmes, cioè fingersi morto, frodato, non paga i debiti, ammazza la gente, tutto, perché cosa, la arrestano per furto di cavalli? Furto di cavalli! Lo bloccano perché lui era pronto a fuggire con la terza moglie, sta Georgiana, che non sapeva niente ovviamente. E la polizia in questa tenuta in Canada scopre proprio questi due corpi di queste due bambine e inizia anche a indagare su sto famoso castello degli orrori, quello con le stanze segrete. Però in realtà, lo sapete una cosa, ci sono tante leggende su questo castello, ma in realtà
non sono mai successi così tanti crimini lì dentro. Holmes viene processato per l'omicidio di Benjamin, il suo braccio destro e amico, tra mille virgolette. Confessa altri 27 omicidi, altri 6 tentati omicidi. Alla fin fine si vocifera di questi 200. Inizialmente Holmes tenta di scamparla, dice che lui si dichiara innocente, ma è stato posseduto da Satana. Però quando i giornali iniziarono a sganciare i soldi per una confessione, lui prende tutto e confessa tutto. In prigione Holmes inizia a scrivere una biografia. Si autoconvince di star diventando esattamente come il diavolo. È arrivato. Nel 1896 Holmes fu impiccato. Fece però una richiesta, quella di essere seppellito molto profondamente, perché aveva paura dei ladri di cadaveri, quelli che poi rivendevano i corpi per dissezionarli, cosa che aveva fatto pure lui, quindi voglio dire. Ma nei primi del Novecento inizia proprio una delle leggende legate al castello, perché lì muore tramite suicidio il custode di questo castello e si dice si sia suicidato per i sensi di colpa. Ci sono un po' di storie, di teorie legate a questo castello, però in realtà non ci sono molte prove legate a degli omicidi al suo interno. Nel 1937 quel castello viene abbattuto per essere sostituito da un altro luogo degli orrori. Che luogo? Le poste. Inizia quindi così la leggenda di Holmes, del suo castello, e si vociferava anche che lui in realtà avesse inscenato la sua morte, ma nel 2017 aprirono la sua tomba e c'era effettivamente lui, quindi ha richiuso, hanno detto vabbè pazienza, è andato. Si pensa che quindi le leggende legate a Holmes siano principalmente delle leggende, delle parole che si sono ingigantite con il tempo, ma che in realtà Holmes molto probabilmente c'aveva più moi che gente che aveva fatto fuori. Se era davvero così, secondo voi cosa c'è di vero? Secondo me era un poraccio, diciamolo, tutte queste cose per frodare la assicurazioni, che ci dovevi fare questi soldi? Mantenere le 500 moglie che ci avevi? Non lo so, signor Holmes, secondo me sei un po' un poraccio, ma immaginavo questa storia un pochino più horror e cose del genere. Invece era uno che se faceva mille moglie e basta. Triste, triste, triste. Ma voi che cosa ne pensate di questa storia? La conoscevate già? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Se siete rimasti fino a qui, lasciatemi un commento delle emoji con i soldi. Oppure scrivete soldi. Grazie mille ancora e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao a tutti, sono BarbieXXXX e benvenuti in un nuovo video dedicato alle storie vere che hanno ispirato un personaggio di American Horror Story. E oggi parliamo di una stagione di cui vi ho parlato pochino, e sto parlando di American Horror Story Cult e del personaggio di Valerie Solanas. Colei che sfarò e tentò di uccidere Andy Warhol. Questo personaggio l'abbiamo visto in American Horror Story Cult ed è un personaggio realmente esistito, ma cosa c'è di vero rispetto a quello che abbiamo visto nella serie? Diverse cose, però come al solito la realtà è ancora più strana della finzione. Se siete curiosi di scoprire questa storia, rimanete con me fino alla fine di questo video. Prima di iniziare spero vi piaccia il video, nel caso fosse così fatemelo sapere con un like, un commento. Mi raccomando, seguitemi su Instagram per scegliere i prossimi video. Oggi indosso la maglietta di The Nightmare Before Christmas, che si illumina al buio. Se vi piace questa maglietta potete trovarla su Pampli. Potete ottenere uno sconto del 15% utilizzando il mio codice, il codice SGHICIO. Perché SGHICIO tornerà di moda. Valerie Solanas in American Horror Story Cult era interpretata da Lena Dunham, che io sinceramente non sopporto. Riesce davvero a tirarmi fuori il cringe per qualsiasi cosa che dice, davvero è un potere secondo me. Valerie Solanas ha tentato davvero di uccidere Andy Warhol, purtroppo aveva tanti problemi questa donna e le scopriremo un pochino insieme. Lei nasce nel 1936 a Philadelphia, il padre abusava regolarmente di lei, i suoi genitori divorziano e la madre si risposa poco dopo, ma Valerie non andrà d'accordo con il nuovo patrigno. Inizia a ribellarsi, a comportarsi male a scuola, picchierà una suora addirittura a scuola, così come un compagno che stava infastidiando una sua amica. La madre quindi vuole disfarsene, la manda dai nonni e Valerie parla di come il nonno fosse un violento e anche un alcolista. Così a 15 anni Valerie scappa e diventa una senza tetto. Poco dopo partorirà un bambino, il cui padre era un uomo sposato. Lei lo darà in adozione e non sappiamo bene se questo bambino sia frutto di un rapporto consenziente oppure no, perché già dagli anni 50 Valerie fa coming out come lesbica. Nel mentre Valerie riesce a finire il liceo, riesce ad andare all'università e a laurearsi in psicologia. Inizia anche una trasmissione radio contro gli uomini, proprio in questo momento darà le basi del suo manifesto più famoso, il manifesto Scam. Negli anni 60 Valerie si trasferisce a New York, non ha una casa, vive di accattonaggio, prostituendosi. Qui scriverà diversi racconti autobiografici, Up in Your Ass, che parla di una prostituta che ucciderà un uomo. Il racconto comparve anche in una rivista, però venne considerato, insomma, un po' troppo eccessivo, un po' grezzo, un po' adolescenziale.
Qui arriva il momento definitivo, nel 1967, quando Valerie Solanas incontra per la prima volta Andy Warhol. Lo aspetta fuori dalla sua factory e gli dà la sceneggiatura del suo film. Andy Warhol è convinto che quella sia un'imboscata, che sia tutta una sceneggiata, perché questa sceneggiatura è molto esplicita, quasi pornografica. Molto spesso la polizia chiudeva i suoi film proprio perché li considerava tali ed era quasi convinto che Valerie Solanas fosse un agente della polizia sotto copertura. Lei lo ricontattò per sapere a che punto fosse quella sceneggiatura e lui le disse che purtroppo la sceneggiatura era andata persa, però le offrì un lavoro, $25 per comparire in un film. Amen. Valerie Solanas è tranquilla, va all'anteprima, parla tranquillamente con Andy Warhol, tanto che addirittura li comparirà anche in un altro film, Biker Boy. Nel 1967 Valerie Solanas pubblica la sua opera più famosa, Manifesto Scam, in cui dice delle cose molto molto eccessive, parla di sterminare gli uomini e molte persone prendono questa opera come qualcosa di non letterale ma simbolica, quindi non eliminare letteralmente ma quasi in un senso parodico, non proprio materiale. Mentre invece Valerie Solanas afferma che intendeva in senso letterale. Le opere d'arte sfuggono all'intento principale del proprio creatore, è una cosa normale. L'autore crea qualcosa ma può dire qualcosa di esattamente opposto a quello che erano i suoi intenti, o la società può digerirla e dare a quest'opera un significato diverso. L'intento dell'autore non conta più di tanto. Nel tempo il femminismo ha dovuto fare i conti con la figura di Valerie Solanas, così come del libro di Valerie Solanas, il Manifesto Scam, e ha deciso su come approcciarsi a tutto ciò. La maggior parte delle volte l'hanno approcciato con un senso simbolico ma non letterale. Valerie Solanas stessa è un personaggio molto controverso, non solo per quello che farà ma anche perché era una femminista radicale, e radicale non vuol dire semplicemente estremo. Il femminismo radicale, che per me non è neppure considerabile femminismo, è un femminismo che ce l'ha con le donne trans, le considera delle nemiche, le discrimina. Quindi Valerie Solanas era tutto questo, e per me col femminismo non c'entra proprio niente. Ecco, il tempo passa, Valerie Solanas chiude un accordo con Maurice Giraudiès, che le commissiona un romanzo tratto dal Manifesto Scam, la prenota anche per i diritti di tutte le sue opere successive. Valerie Solanas cade un po' nella paranoia, si autoconvince che lui sia in combutta con Andy Warhol per ostacolarla a livello artistico, insomma aveva dei problemi mentali. Il 31 maggio del 1968 Valerie Solanas chiede in prestito $50 a uno scrittore, che probabilmente serviranno per comprarsi una pistola. Alcuni dicono sia andata in un hotel alla ricerca di questo Giraudiès, poi a quanto pare è andata all'Actor Studio, cercava Lee Strasberg, voleva dargli una sceneggiatura, sembra sfatta, ok, non ci sta con la testa e poi scappa, va da una produttrice. Rimane lì 4 ore, tenta di convincerla a produrre un film su Scam, un mondo senza uomini. La produttrice declina l'idea, così Valerie Solanas dopo 4 ore prende una pistola e la minaccia, e la produttrice continua a declinare l'idea di fare questo film. Valerie Solanas la minaccia, le punta la pistola e le dice: invece produrrai la pellicola, perché io ucciderò Andy Warhol. La produttrice chiama la polizia e avverte che Valerie Solanas potrebbe essere un pericolo per Andy Warhol, perché aveva dichiarato queste impressioni e sembrava non troppo stabile. La polizia non la prende sul serio, prende la sua segnalazione citando il suo nome d'arte di quando faceva l'attrice, e prendono insomma come dei vaneggiamenti da signora. 4 giugno 1968. Valerie Solanas sta fuori dalla factory e Paul Morrissey tenta di mandarla via. Lei cerca Andy Warhol, lui tenta di mandarla via. A un certo punto lei si nasconde dentro l'ascensore e arriva da Andy Warhol. Andy gli fa i complimenti perché è sistemata, è truccata e sta molto bene. Morrissey va un attimo in bagno mentre Andy Warhol squilla il telefono e quindi si gira per rispondere. E proprio lì Valerie Solanas gli sparò 3 volte. Le prime volte non lo colpì, la terza invece colpì polmoni, milza, fegato, esofago. Poi gira la pistola e tenta di sparare alla testa del manager di Andy Warhol, ma proprio lì la pistola si inceppa. Warhol subisce un'operazione di 5 ore, ma fortunatamente sopravviverà. Valerie Solanas si consegna alla polizia e dice che Andy Warhol aveva troppa influenza sulla sua vita. I giornali iniziano a parlare della faccenda e parlano di lei come un'attrice, e lei si arrabbia soprattutto per quello, rivendicando il fatto che fosse una scrittrice, non un'attrice. Inizia a vaneggiare del fatto che Andy Warhol si sia preso la sua sceneggiatura, i suoi diritti. Valerie Solanas viene condannata e dichiarata mentalmente instabile, schizofrenica e paranoide. Valerie Solanas era una persona con tanti problemi mentali, una vita difficile, però diciamo che l'opinione pubblica peggiorò anche le cose. Proprio durante tutto il processo, e quando Valerie Solanas trovava in prima pagina ovunque, Giraudiès pubblica tutto il materiale che aveva su di lei, perché era un ottimo momento per vendere, sfruttando quindi il suo processo come un atto di pubblicità. Valerie Solanas divenne un simbolo per alcuni, secondo alcuni un simbolo del femminismo,
addirittura un'eroina, io non sono per niente d'accordo, onestamente. Credo avesse tanti problemi. Le sue opere possono essere qualcosa di stimolante se prese non alla lettera, ma in senso, diciamo, poetico e simbolico. Nel 1971 Valerie Solanas viene rilasciata e continua a tormentare sia Andy Warhol sia altre persone, a stalkerarle letteralmente. Molti dicono che Andy Warhol, dopo il suo attacco, non riuscì mai a riprendersi del tutto, aveva paura del contatto fisico, delle persone di spalle. Valerie Solana morì sola di polmonite in un hotel e la madre bruciò tutti i suoi averi. Fino all'ultimo Valerie Solana non si scusò mai per quello che aveva fatto, lo rivendicò in continuazione. Negli anni gli eventi e gli scritti di Solanas, diciamo, sono stati riletti per prendere quanto ci fosse di accettabile all'interno di quel nucleo di cose e non in maniera letterale. Valerie Solanas ha vissuto una vita molto complessa fatta di abusi, di violenza, che sicuramente spiegano il suo comportamento, ma ovviamente non sono una giustificazione. Valerie Solanas quindi a volte viene considerata il simbolo del femminismo, ma se si discriminano le donne trans, per me non è femminismo, ecco. Ma ditemi, voi conoscevate già questa storia? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Se siete rimasti fino a qui, lasciatemi un emoji della penna, penna da scrittura, oppure scrivete penna. Grazie mille ancora per aver visto questo video, per i like, per essere iscritti al mio canale e noi ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao a tutti, sono Barbie Xanax, benvenuti in un nuovo video di Big So Win e Halloween per tutto ottobre. I film dedicati all'horror, eventi terribili, tragici, reali oppure inventati nel mondo cinematografico. E oggi parleremo di una storia vera che mi avete richiesto sotto al video di My Friend Dahmer, che parlava proprio di questo serial killer, della sua adolescenza, raccontata tutta da un amico del liceo. Questa volta però parleremo della storia vera di Jeffrey Dahmer, conosciuto come il cannibale di Milwaukee. Probabilmente questo serial killer l'avete visto in My Friend Dahmer, oppure ancora in una delle puntate di American Horror Story Hotel. Se siete curiosi di conoscere nuove storie vere che hanno ispirato dei film horror, qui sotto vi lascerò una playlist con tutti i miei video dedicati alle storie vere che hanno ispirato dei film horror, da It, da Annabelle, dalla bambola assassina, da The Conjuring. Tutti nascono da dei fatti veri terribili, compreso The Nun. Se volete suggerire delle nuove storie vere, scrivetemelo qui sotto. Quelle maggiormente votate andranno su Instagram e nei sondaggi sceglierete voi il prossimo video. Spero che questo video vi piaccia, nel caso fosse così fatemelo sapere con un like, oppure lasciando un commento, oppure ancora iscrivendovi al canale. Grazie mille in anticipo, ma iniziamo a parlare di Jeffrey Dahmer. È il vostro serial killer preferito? Perché so che molti di voi hanno un serial killer preferito. Onestamente Jeffrey Dahmer non è il mio serial killer preferito, però trovo la sua storia molto affascinante. Un po' come tutti i serial killer, hanno avuto un'infanzia che faceva abbastanza schifo. Jeffrey Dahmer passerà la storia come il cannibale di Milwaukee, e diciamoci la verità, che cavolo c'è sta a Milwaukee a parte lui? Niente. Nacque il 21 maggio del 1960 da Lionel e Josie. Jeffrey avrà anche un fratellino, David, ma lui arriverà in seguito. Al momento Jeffrey è un bambino spensierato, espansivo, molto curioso, soprattutto per quanto riguarda il lavoro del padre. Il padre, soprattutto quando Jeffrey era molto piccolo, stava molto tempo fuori, perché stava prendendo un dottorato in chimica, quindi o studiava oppure stava letteralmente fuori casa. Per molto tempo quindi era lontano da Jeffrey e Jeffrey passava molto tempo con la madre. La madre aveva dei grandi problemi a livello di salute mentale, aveva molto spesso degli attacchi d'ansia, stava a volte intere giornate a letto, non dava abbastanza attenzione a Jeffrey e addirittura dovevano un po' combattere per le attenzioni del padre quelle poche volte che c'era. Inizialmente Jeffrey è un bambino spensierato, ma quando Lionel verrà preso a lavorare in una determinata università si trasferiranno altrove. E quella casa che noi vediamo nel film di My Friend Dahmer è esattamente la vera casa in cui Jeffrey è cresciuto, e anzi anche la vera casa in cui compì il suo primo omicidio. Quando si trasferirono, Jeffrey iniziò ad essere un po' diverso, diventò più timido, introverso, e il padre tentava un po' di stimolarlo. Per tutta la vita, diciamo, Lionel ha molto tentato di stimolare Jeffrey nella giusta direzione, purtroppo non c'è riuscito. Tentava di farlo socializzare il più possibile, di passare anche molto tempo insieme, facevano giardinaggio, e quando Jeffrey manifestò un certo interesse per gli animali, Lionel inizialmente credeva che si trattasse di qualcosa legato al mondo scientifico, quindi a come fossero fatti gli animali dentro, e anzi tentò anche di stimolare questa cosa. Tramite le sue conoscenze in chimica tentò di costruire un rapporto e anche una mezza specie di hobby con suo figlio, però purtroppo con il senno di poi capì che l'interesse di Jeffrey era in una direzione un po' meno scientifica, un po' differente. Jeffrey sin da piccolo iniziò a stimolare una fascinazione per gli animali, inizialmente con gli insetti, poi nei piccoli roditori e poi una certa fascinazione per gli animali che erano investiti per strada, che quindi si trovavano ai bordi delle strade. Li prendeva, li dissezionava e utilizzava anche dei solventi chimici per poter smembrare i cadaveri. Inizialmente, come vi ho detto, il padre credeva che fosse qualcosa a livello scientifico, però man mano ha capito che qualcosa non quadrava. Jeffrey faceva queste cose
cose inizialmente di nascosto, dietro casa, nella foresta dietro casa, oppure ancora nel capanno dedicato a lui. Questa fascinazione però iniziò a trasformarsi in qualcosa di diverso, soprattutto durante l'adolescenza. Il padre ha detto che durante l'adolescenza gli hanno spiegato che, diciamo, determinati pensieri, determinati stimoli venivano un po' esasperati in questo ragazzo, e quindi il desiderio di conoscere come fossero fatti a livello interno questi corpi di questi animali diventò sempre più potente, sempre più curioso. E verso i 14 anni Jeffrey dice di aver iniziato a provare sempre più due desideri che si univano tra loro, dei desideri erotici durante l'adolescenza, quindi voglia di fare cose, allo stesso tempo uniti quasi imprescindibilmente con desideri di violenza. Inoltre, sempre verso i 14-15 anni, Jeffrey capì di essere attratto dagli uomini e non disse questa cosa a nessuno. Temeva che l'essere omosessuale fosse qualcosa di sbagliato e quindi si tenne tutto dentro, sia i pensieri di sesso e violenza, sia quelli dell'omosessualità. Jeffrey non parlò mai di queste cose con nessuno e iniziò a tenerle sempre tutto dentro. E questa cosa peserebbe a chiunque. Infatti Jeffrey già durante l'adolescenza iniziò a bere pesantemente, diventò un alcolista all'età dei 14-15 anni. Alle 8 di mattina, quando andava a scuola, era già ubriaco. Come vi ho detto, Jeffrey era molto chiuso, faticava a trovarsi degli amici, però in un certo senso iniziò a creare anche dei legami durante l'adolescenza. Faceva delle cose buffe e diventò un po' il pazzo della scuola. Molto spesso quando si parla di serial killer, le persone parlano di come fossero affascinanti, capaci di conquistarti per il loro carisma, e Jeffrey non era da meno. Addirittura andarono lui e la scuola in gita a Washington DC. Lì Jeffrey fece una scommessa con gli altri suoi compagni di classe, scommise di portarli nell'ufficio del vicepresidente degli Stati Uniti, e la cosa assurda è che ci riuscì. Incontrò un tizio e gli disse che, insomma, erano parte di un giornalino della scuola, volevano intervistare il vicepresidente, e ci riuscì. Di Jeffrey a scuola si parla in maniera un po' contrastante, si dice che era perennemente ubriaco, ma allo stesso tempo era molto educato, soprattutto con l'autorità, con i professori. Dicevano che era attento, che era sempre tranquillo, che andava anche bene se si impegnava. Il punto è che non sempre si impegnava. L'alcol era un po' una valvola di sfogo, era un modo anche per stimolare la conoscenza con gli altri, ma a volte era anche un ostacolo, perché molti iniziarono con il passare del tempo a prendere in giro il fatto che fosse perennemente ubriaco. E proprio lì tornò a chiudersi in se stesso. I problemi iniziarono nel 1978, quando si diplomò. Lì iniziarono davvero i problemi per Jeffrey. In quel periodo cambiarono tante cose. Smise di andare a scuola perché ormai si era diplomato, aveva già dei problemi con l'alcol, ma c'erano dei problemi che esplosero letteralmente per quanto riguarda la sua famiglia. I suoi genitori litigavano già in continuazione. Come vi ho detto, la madre aveva dei grandi problemi. Ogni tanto passava interi mesi in ospedale perché aveva questi attacchi d'ansia, questi problemi psicologici. Molte volte rimaneva intere giornate a letto. Il rapporto tra i due genitori diventa ormai ingestibile. I due genitori si separano. Il padre va a vivere in un motel per un anno e la madre, con il fratello più piccolo di Jeffrey, va da un'altra parte. Jeffrey rimane completamente solo a casa. Si ritrovò completamente solo, senza far nulla, da solo con delle fantasie, come vi ho detto, che univano sesso e violenza. E proprio lì, con questa casa libera, con tutta questa libertà, Jeffrey a 18 anni compì il suo primo omicidio. Qualche settimana dopo essersi diplomato, incontrò per strada un autostoppista, Steven Nix. Lui aveva 19 anni e prende un passaggio di Jeffrey. Vanno a casa, bevono un po', poi a un certo punto Steven se ne vuole andare e Jeffrey non lo permetterà. Lo uccise, ma era lucido, quindi capì immediatamente di aver fatto qualcosa di illegale, di aver commesso un reato, quindi tentò immediatamente di nascondere le prove il più possibile. Prima cosa che fece, si libera del corpo, lo smembra esattamente come aveva imparato durante l'adolescenza a fare con gli animali, e in piena notte mette il corpo in alcuni sacchi e va verso la discarica. La cosa strana, lo sapete che cos'è di alcuni serial killer, compreso Jeffrey Dahmer, è che molto spesso ci sono state delle occasioni per fermarli. Ci sono stati dei momenti in cui tanto così si potevano salvare tante vite, ma per sfortuna, per negligenza, non sono state fatte queste cose. Infatti durante quella notte Jeffrey Dahmer viene bloccato da una pattuglia della polizia, che è strano, insomma, vedi questo con dei sacchi dell'immondizia in macchina che va in piena notte della discarica, dici: cosa stai facendo? La polizia vede che c'è qualcosa di strano e gli chiede cosa sta facendo, come mai sta andando verso la discarica in piena notte. Jeffrey gli dice che ha dei problemi familiari, cosa vera sinceramente, e gli dice che sta andando un po' per distrarsi alla discarica e disfarsi di tutto. I poliziotti lo lasciano andare e, insomma, Jeffrey Dahmer nasconde il suo primo omicidio. Pensate, se la polizia avesse fermato Jeffrey Dahmer,
in quella serata avesse dato una maggiore occhiata alle buste per vedere cosa ci fosse dentro, avesse scoperto il corpo, quella sarebbe stata l'unica persona uccisa da Jeffrey Dahmer. Si sarebbero salvate oltre 10 vite. Immaginatevi quanto una piccola cosa possa davvero cambiare la storia. Jeffrey si libera di queste cose, torna a casa, sparpaglia alcuni resti del povero Steven per la foresta che aveva dietro casa e continua a fantasticare per molti mesi per quanto riguarda l'omicidio. Dopo qualche mese torna a casa Lionel, il padre, e scopre per la prima volta che Jeffrey era completamente lì solo a casa, credeva fosse rimasto con la madre. Scopre che non era così. Lionel così torna a casa, si trasferisce di nuovo lì, tenta di spingere il figlio a uscire un po', a non stare semplicemente dentro casa, magari a trovarsi un lavoro, però ci sono dei problemi. Jeffrey è ancora dipendente dall'alcol e viene anche arrestato per ubriachezza molesta. Il padre lo porta agli Alcolisti Anonimi, a una sezione di terapia, ma l'omicidio aveva lasciato davvero un solco molto grande su di lui e Jeffrey dice che non riusciva a pensare ad altro. Il padre vede che non riesce a trovare un lavoro, così decide di iscriverlo al college, però purtroppo Jeffrey non andrà mai a lezione. Ancora questo grandissimo problema con l'alcol, quindi passa praticamente tutto il tempo a bere, addirittura va a vendere il sangue per procurarsi degli alcolici e, come capirete, verrà buttato fuori dal college. Quando torna a casa però il padre ne ha abbastanza e gli dice di arrangiarsi. Jeffrey così si unisce all'esercito come medico da campo. Inizialmente si trova anche molto bene, anche molto felice. Fare il medico è qualcosa di molto simile a quello che in realtà erano i suoi interessi. Però a un certo punto verrà esonerato, verrà rimandato a casa e lui non dirà niente alla sua famiglia. Se ne andrà così a Miami. Per un po' sta lì, trova un lavoretto, prende in affitto una stanza, però dopo poco finiscono i soldi e inizia a dormire in spiaggia. A un certo punto chiama di nuovo la famiglia per chiedere dei soldi, ma il padre gli dice niente soldi, anzi torna a casa. Lì per Jeffrey c'è un nuovo inizio, in un certo senso. Tenta di darsi una ripulita, smette di bere e anzi inizia ad andare in chiesa con la nonna. Lì trovò anche un lavoro, quello che sarà il suo lavoro per tutta la vita, ovvero lavorerà in una fabbrica di cioccolata. E ora vi starete immaginando Jeffrey Dahmer, una mezza specie di Willy Wonka, sinceramente. Si procurava da vivere vendendo un po' il sangue e lavorando in questa fabbrica di cioccolata, la fabbrica dell'Ambrosia. Il rapporto con la sua sessualità però rimane molto complesso ed è un po' un problema, sinceramente, che vive lui, perché non riesce ad accettare la sua omosessualità. Riverrà in contatto con questa attrazione 3 anni dopo, in una biblioteca. È lì e un uomo gli passa un foglietto. Gli passa un foglietto in cui gli chiede di fare sesso insieme. Jeffrey dice una cosa che sarà molto importante per gli sviluppi che avrà la storia, ovvero il fatto che lui non volesse dare a pagamento agli altri, ma volesse solamente qualcuno che appagasse i suoi istinti, i suoi desideri. E Jeffrey inizia a sviluppare una fantasia, quella di avere uno schiavo sessuale. Così si procurò un manichino, lo nascondeva nell'armadio e faceva cosacce con questo manichino. Subito dopo aver fatto queste cose lo rinchiudeva nell'armadio e lo nascondeva lì. Però un giorno sua nonna scopre questo manichino in camera sua e gli dice di disfarsene. Jeffrey così inizia ad avere questi 3 stimoli, questo stimolo di sesso e violenza, ma anche questo desiderio di avere uno schiavo sessuale solamente per sé, da non dover appagare, ma che appagasse solamente lui. Inizia così a frequentare delle cose, i porno shop, una mezza specie di sauna gay, in cui ci si incontra per rapporti occasionali, ma Jeffrey, insomma, diciamo che ha i gusti un po' particolari. Lui che cosa faceva? Prendeva delle pillole, dei sonniferi e drogava quelli che dovevano essere i suoi compagni. Faceva loro perdere i sensi e poi li stuprava quando non erano coscienti. Jeffrey dice che sin da piccolo aveva questo desiderio di rimanere semplicemente sdraiato vicino a qualcuno che fosse non cosciente, così da poter sentire i rumori del suo corpo, dello stomaco, del cuore. E molto spesso era così, a volte li stuprava però quando non erano coscienti. Ma queste cose si fermano quando uno degli uomini che ha drogato ha un'overdose e finisce in ospedale. Lì Jeffrey non è più il benvenuto in questi luoghi, ovviamente, mi sembra il minimo. Jeffrey così inizia a frequentare altri locali, bar gay, discoteche, per poter conoscere qualcuno e poi soggiogarlo. C'è nel documentario una cosa che mi ha fatto ridere, perché Jeffrey Dahmer aveva un bel fisico, era un bel ragazzo, insomma, era un palestrato, curato, muscoloso, e mi ha fatto un sacco ridere uno dei poliziotti visibilmente etero nel documentario, nei documentari che passano, che dicono qualcuno lo trovava attraente, era oggettivamente un bel ragazzo. Ok, era un assassino, ma ditemi, voi siete uscite solamente con persone perfette? Io no. Molti serial killer hanno delle caratteristiche fisiche ricorrenti che ricercano in tutte le loro vittime. Pensate a Ted Bundy, che ricercava solamente donne con i capelli scuri con la riga in mezzo. Jeffrey Dahmer era un po' così, però ricercava solamente gente con il fisicaccio, ovvero gente muscolosa, con un bel fisico, e ovviamente uomini. Jeffrey, come sapete, ha già commesso il suo primo omicidio, ma dopo anni
scatta qualcosa. Incontra in un bar Steven Tuomi. Loro vanno in un hotel e in questo hotel Jeffrey si risveglia con vicino il cadavere di Steven. L'aveva drogato come al solito per poter abusare di lui da non cosciente, ma questa volta Steven è morto ed è stato anche picchiato da lui. Jeffrey però non ricorda assolutamente niente, ha un blackout di quella notte, però si rende conto che sicuramente è stato lui ad ucciderlo. Quindi esce, compra una valigia, mette dentro il cadavere di Steven, lo porta a casa della nonna, lo tiene per un po' di tempo nel seminterrato e poi decide di smembrarlo. Smembra il cadavere in 2 ore. In 2 ore! Cioè, io ci ho messo 4 ore per montare la cassettiera Alex di Ikea. Ma vabbè. Tiene per un po' di tempo in una copertina la testa di Steven, che poi inizierà a fare qualcosa che farà per tutti i cadaveri. Quindi la bollirà, tenterà di togliere la pelle intorno al cranio per tenersi questo cranio e masturbarcisi. Questo processo però ha indebolito il cranio, ha indebolito le ossa, che diventano troppo fini, troppo fragili e dopo un po' si rovineranno. E Jeffrey le sparpaglierà in insomma dietro casa. Questo omicidio diventerà fondamentale perché, al contrario del primo, diciamo, ha delle caratteristiche che poi Jeffrey riattuerà per tutte le altre vittime, ma soprattutto qui inizierà ad avere decisamente un'ossessione e un nuovo scopo, quello di creare uno schiavo sessuale vivo ma senza coscienza. Inizialmente li drogava e li stuprava dai non coscienti, ma il tutto durava solamente una notte. Lui voleva qualcosa che fosse permanente, per sempre. E qui inizia la sfilza di uccisioni che Jeffrey farà nella casa della nonna, nel seminterrato della nonna. Il prossimo sarà James Doxan, un bambino di 14 anni costretto a prostituirsi. Jeffrey, così come faceva molte sue vittime, gli propone di pagarlo per fare delle foto usé. Li attira in casa, li droga, li stupra e poi li strangola, una cosa che farà sempre. Il corpo di James lo lascia nel seminterrato per una settimana e nessuno si accorge della puzza. Io non lo so sinceramente, ma che vicini c'hanno sti serial killer? Non lo so. Qui accade qualcosa di nuovo però: necrofilia. Evidentemente Jeffrey non era poi così schizzinoso, perché un cadavere morto da diversi giorni, insomma, non è che devi essere proprio così schizzinoso per farci qualcosa, ma vabbè. Il cadavere di James Doxas subisce esattamente le stesse cose di Steven Tuomi, cranio compreso, che continuerà ad essere troppo sensibile, e per praticamente tutte le sue uccisioni Jeffrey tenterà dei modi per renderli più duri questi crani, e ci saranno delle scelte davvero bizzarre. Dopo un periodo di sobrietà, Jeffrey torna a bere, torna ad essere di nuovo un alcolista, e 2 mesi dopo l'uccisione del 14enne adesca un altro ragazzo in un gay bar, Richard Guerrero. Offre anche a lui dei soldi, gli dice di venire da lui, e stessa identica trafila: lo droga, lo stupra, lo strangola e poi necrofilia. Anche qui smembra il cadavere, si tiene il cranio e ci fa cosacce con questo cranio finché dura, perché poi si polverizza. Le cose cambiano nell'88, quando la nonna si è un po' rotta, sinceramente si è svegliata sta signora, si arrabbia un po' perché il nipote fa le ore piccole, risbuca fuori ogni tanto sto manichino per farci delle cose, e come se non bastasse sente che dalla cantina c'è una puzza immonda. Buongiorno signora, buongiorno. Quindi lo caccia di casa, ma in realtà questa cosa non fa nient'altro che peggiorare le cose, perché abbiamo capito, quando Jeffrey è libero da solo in una casa le cose precipitano letteralmente, e qui le cose diventano ancora più complesse quando tenterà di adescare un bambino di 13 anni. Fortunatamente il ragazzino scappa e Jeffrey viene denunciato, viene condannato ad una mezza specie di arresti domiciliari, ma nemmeno il tempo di condannarlo che già uccide un'altra vittima, Anthony Sears. Jeffrey dice che quella sera non era in vena di uccidere, ma Anthony era così attraente e gli ha rivolto la parola, la stessa identica trafila: lo porta a casa, lo droga e tutto quello che noi conosciamo. Però questa volta c'è un'altra novità, c'è un'altra cosa differente. Tenta di scuogliarlo e tenta di tenere alcune parti del corpo, come i genitali e la testa. Dice che vuole tenerlo perché Anthony Sears era molto molto attraente. La cosa più assurda è che terrà queste parti del corpo, la testa e i genitali, in dei barattoli, nell'acetone, dentro il suo armadietto di lavoro. Cioè, voi immaginatevi che questo viene a lavoro nella fabbrica di cioccolato e ha una testa in un barattolo dentro l'armadietto. Immaginatevi se un collega, per qualsiasi motivazione, avesse aperto quell'armadietto. Lo so, a me sarebbe preso un colpo, apri un armadietto e ti ritrovi una testa dentro. La vita di Jeffrey, sinceramente, è costellata da tanti momenti in cui poteva essere fermato, come quello della polizia, come vi ho detto, oppure ancora la condanna per molestia su minore. Purtroppo queste cose però è come se non fossero state abbastanza ferre. Una delle persone che si è battuta di più per, diciamo in un certo senso, far fermare Jeffrey è stata proprio suo padre, a sorpresa. Lui non sapeva nulla ovviamente degli omicidi, ma dopo le molestie del 13enne ha chiesto al giudice di farlo seguire da una terapia e di non lasciarlo libero per le strade, perché secondo lui era pericoloso. Il giudice non tenne conto di queste parole del padre, Lionel, padre di Jeffrey, e purtroppo sappiamo com'è andata a finire.
venire. Jeffrey venne rilasciato con 2 mesi di anticipo. Si trasferì in una nuova zona della città, una zona più economica e molto più vicina ai locali gay in cui prendeva le sue vittime. La maggior parte delle sue vittime sono proprio ragazzi o addirittura ragazzini afroamericani. E purtroppo di quasi tutte le sue vittime la famiglia non ha niente su cui piangere, neppure un corpo. Avendo tutta questa libertà e diciamo avendo preso così tanta sicurezza di sé nel non essere fermato praticamente da niente, Jeffrey inizia ad alzare la posta, le uccisioni diventeranno sempre più violente e lui tenterà sempre nuovi modi per tentare di far durare il più a lungo possibile questi crani con cui fa cosacce, tenta di metterli nel freezer, una volta uno esplode addirittura, per altre volte tenta di dipingerli, ha fatto anche un disegno durante il suo processo per far vedere quello che aveva in mente di fare con i crani delle persone uccise e che secondo lui sarebbe riuscito a fare da lì a qualche mese, una mezza specie di lampadario con ste teste. Alcuni crani li ha dipinti, altri ci ha messo lo smalto. Ma un altro cambiamento ci fu con Edward Ramirez. Lui lo sgozzò anziché strangolarlo e iniziò a fare delle cose, delle polaroid con il cadavere. Gli anni passano, continua ad uccidere e cambia qualcosa, cambia nel 1991 con la vittima Harold Lindsay. Come avete capito ci sono dei metodi che diventano un crescendo, che diventano sempre più abituali con Jeffrey. Con Harold inizia qualcosa di nuovo, inizia a praticare, ad attuare quello che era una delle fantasie di Jeffrey, ovvero quella di uno schiavo vivo ma non cosciente. Jeffrey drogò come al solito Harold e tentò di fare una cosa, tentò di trapanare il cranio di Harold per buttarci dentro dell'acido e vedere quanto riuscisse a vivere. Il ragazzo si svegliò addirittura a un certo punto, disse di avere un mal di testa e Jeffrey lo uccise. Iniziò da quel momento a volersi tenere sempre più parti del corpo, a tenersi parti della pelle e ovviamente vicini qualcuno si è svegliato finalmente, qualcuno gli diceva sento un po' una puzza da quell'appartamento, addirittura sentivano il rumore di motosega, puzza, rumore di motosega, fate 2 più 2, niente. E le cose assurde di questa storia continueranno. Jeffrey diede delle scuse assurde a cui nessuno crederebbe, però a quanto pare purtroppo gli hanno creduto. Inizialmente ha detto che gli si era rotto il freezer e per quello c'era quella puzza, e un'altra volta che i suoi pesci tropicali erano morti. Ma nel maggio del 1991 le cose diventano ancora più assurde, perché come vi ho detto la storia di Jeffrey Dahmer è assurda non tanto per le cose che faceva, ma per tutte le occasioni che c'erano di fermarlo che non sono state colte e che si sono tramutate qualche cosa di assurdo e incomprensibile. Vi ricordate che qualche tempo prima era stato condannato per aver abusato di un ragazzino? Ecco, nel maggio del 1991 Jeffrey adesca un ragazzo, Conerak, un ragazzo di 14 anni che è il fratello minore di quel ragazzino abusato. Lo convince a seguirlo a casa sua, come al solito gli offre dei soldi e gli propone di scattare alcune foto di. Jeffrey fa esattamente le solite cose che faceva sempre, lo droga, lo stupra e gli fa un buco nel cranio. Il ragazzo perde coscienza, Jeffrey è totalmente alcolista in quel momento, così esce, lascia il ragazzo non più cosciente dentro casa e va a comprare degli alcolici. Il ragazzo però riprende coscienza, si sveglia e ovviamente si sveglia in camera da letto in cui trova un cadavere di un altro uomo ucciso qualche giorno prima da Jeffrey. Nonostante il buco nel cervello, nonostante fosse stato picchiato da Jeffrey, nonostante tutte le violenze, scappa completamente nudo, scappa fuori casa. Le persone, le vicine lo vedono, lo trovano e lo accolgono, tentano di aiutarlo. Le donne arrivano in loro soccorso, chiamano la polizia e proprio in quel momento torna Jeffrey. Questo ragazzo picchiato, grondante di sangue, con un buco nella testa, pieno di lividi. Un ragazzino sta per strada, completamente nudo, che chiede aiuto. E la polizia che cosa fa secondo voi? Jeffrey torna proprio in quel momento e racconta una storia assurda alla polizia. E la polizia ci crede. Gli racconta che in pratica questo ragazzino non ha 14 anni, ma ha 19 anni e che loro sono amanti e che stanno facendo un gioco di un certo tipo per convincere la polizia che in realtà questo ragazzo non è vittima di abusi, ma anzi è tutto programmato, che anzi che lui ha problemi, gli dice che è un alcolizzato, che è un drogato e tutte queste cose, gli mostra delle foto scattate poco tempo prima, quelle foto in mutande che aveva scattato prima il ragazzino, e questa doveva essere la prova della relazione tra i due. La polizia ci crede e se ne va, nonostante le 3 donne stiano protestando dicendo che c'è qualcosa che non torna, la polizia lascia lì quel ragazzino, convinto che sia un amante 19enne, che tutto sia nella norma, un ragazzo nudo, grondante sangue, che esce per strada, che chiede aiuto, pieno di lividi, tutto nella norma. E anzi, come se non bastasse, i poliziotti dicono anche a Jeffrey di prendersi cura del ragazzo. Le donne del vicinato protestano, ma la polizia non dà loro ascolto. Una volta lasciato il ragazzino nelle mani di Jeffrey, Jeffrey gli fece un
secondo buco nel cervello che lo uccise. I suoi esperimenti per creare questa specie di zombie schiavi sessuali non andavano bene a buon fine, visto che al massimo duravano una giornata e poi queste persone morivano. E Jeffrey iniziò a fare una specie di decorazione della casa con le parti del corpo. Iniziò anche a tenersi alcune parti del corpo, degli organi, della pelle, e iniziò a mangiarsela. Ha detto che insomma mangiarsi parte della pelle di queste vittime era un po' come tenerli per sempre con sé. E per quanto tutto ciò sia assurdo e allucinante, nonostante ci siano delle puzze, tutte queste cose bizzarre nel vicinato, nessuno sospetta di Jeffrey. Finalmente arriviamo al 22 luglio del 1991. Jeffrey si approccia a tre uomini e offre loro dei soldi per fare delle foto USE, una cosa che a quanto pare aveva molto successo e convinceva molte persone, e per molti anni gli ha permesso di uccidere delle persone. Tra questi tre è un uomo ad accettare, Tracy Edwards, un uomo afroamericano di 32 anni, e Tracy è molto diverso rispetto alle altre vittime di Jeffrey, perché è più grande. La maggior parte era massimo sui 20 anni, se non addirittura un ragazzino. Lui ha 32 anni e insomma certe cose non gli tornano. Entra dentro casa di Jeffrey e vede degli scatoloni per quanto riguarda un acetone, e Jeffrey insomma si difende dicendo che li usa per pulire dei mattoni, però c'è qualcosa che non gli quadra. La casa puzza da morire e vicino al letto, in camera da letto, c'è una mezza specie di container che puzza da morire. A un certo punto Jeffrey gli dice: guarda i miei pesci tropicali, e mentre Tracy si gira, Jeffrey lo ammanetta. E Tracy già capisce che lì c'è qualcosa che non va. Jeffrey lo porta in camera da letto, in cui sta andando in onda la videocassetta dell'Esorcista 3. Voi non lo sapete, ma Jeffrey Dahmer aveva un certo interesse per quanto riguarda il cinema, aveva avuto anche tutta una lettura tutta sua per quanto riguarda l'episodio di Star Wars. Tracy, ammanettato, buttato sul letto, si trova davanti a Jeffrey, che gli punta un coltello. Gli appoggia la testa sul petto, gli ascolta il cuore e gli dice che gli mangerà il cuore. Tracy capisce che le cose stanno andando molto molto male, che sta in una situazione molto pericolosa, e tenta di portare Jeffrey un po' dalla sua parte. Gli dice che tanto lui non scapperà, che è d'accordo con lui, che farà tutto quello che lui gli dice, che si può fidare di lui, che non servono quelle manette perché lui obbedirà a tutto, e gli chiede di andare in bagno. L'intento di Tracy è sperare di poter scappare dalla finestra del bagno, però purtroppo non sarà così. Lo convince a portarlo in camera da pranzo e nota subito che Jeffrey è un po' come se avesse dei momenti in cui è completamente disattento, come se avesse delle mancanze di attenzione. Così, in un momento di distrazione, gli dà una botta in testa, lo tramortisce e scappa dalla porta. Proprio in quel momento c'è un'auto della polizia che sta passando e Tracy chiede aiuto, gli spiega l'avvenuto e la polizia entra in casa di Jeffrey. Tracy gli spiega che è stato trattenuto per oltre 5 ore da questo pazzo in una casa che puzzava strana, in cui gli hanno puntato un coltello. La polizia entra dentro casa di Jeffrey e gli chiede le chiavi per queste manette. Lui gli indica la camera da letto, ma nella camera da letto ci sono parecchie cose che non tornano, tipo quel contenitore maleodorante. E proprio lì la polizia, andando a cercare le manette, scopre una cosa. Scopre una scatola piena di Polaroid di fotografie. Queste fotografie riguardano qualcosa, riguardano dei cadaveri smembrati. Lì iniziano a trattenere Jeffrey e iniziano un po' a controllare in giro per casa. E quella è semplicemente la punta dell'iceberg, perché quando apriranno il freezer troveranno crani, pezzi di persone, organi interni, pelle tenute in freezer. Nella cucina troveranno 4 teste, nella camera da letto 7 crani, alcuni anche dipinti, tutti rigorosamente tenuti dentro l'armadio. Troveranno anche delle sacche di sangue, 2 cuori, parte di un braccio, 2 scheletri, delle mani, alcuni peni, uno scalpo mummificato e in quel contenitore maleodorante 3 torsi. Jeffrey uccide 16 persone e la domanda fondamentale quando iniziò il processo, che sconvolse tutti, soprattutto la sua cittadina, secondo me non i vicini, perché dai, i vicini dovevano aver capito qualcosa. Quando iniziò il processo tutti si domandavano una cosa: è sano di mente oppure no? Jeffrey ovviamente aveva dei problemi, però secondo la legge era capace di intendere e volere. Inoltre, in quello stato non c'è la pena di morte e quindi Jeffrey fu condannato a 900 anni di prigione. In prigione decise di farsi battezzare di nuovo, però in realtà cambieranno molte cose. Il padre dice di vederlo più rilassato, quasi rinato in un certo senso, nonostante Jeffrey dice di avere sempre determinate fantasie di cui non riesce a liberarsi. Ma in prigione inizia un po' l'inferno vero di Jeffrey, perché molti dei suoi compagni di prigione vogliono ucciderlo. Tenteranno di sgozzarlo nella chiesa della prigione, ma Jeffrey non morirà, e nemmeno un mese dopo purtroppo morirà davvero. Ucciso da Christopher Scarver, che dice di aver agito per nome di Dio e di aver ucciso sia Jeffrey sia un'altra persona con una spranga di ferro. Jeffrey è ancora cosciente quando lo trovano, però le ferite in testa sono molto profonde e morirà poco dopo. All'uccisione di Jeffrey c'è stata una risposta molto contrastante. Alcuni parenti delle vittime erano felici, altri un po' meno. La madre era fortemente arrabbiata perché questa era stata per
percepita un po' come una giustizia, il fatto che lui fosse stato ucciso a sua volta, il che secondo me è molto interessante per un discorso morale. Se consideriamo uccidere qualcun altro come giustizia, come qualcosa di ok, non ci rende migliore di qualche serial killer. Il corpo di Jeffrey, come le sue volontà, è stato cremato e le sue ceneri sono state disperse, ma la reazione dei suoi genitori forse è la cosa più interessante. La madre è sempre stata molto vicina a Jeffrey anche dopo la sua morte. Josie Dahmer morì di cancro nel 2000. Il padre anche è stato sempre molto vicino a Jeffrey ed è stato anche molto pronto a parlare della sua storia tramite libri oppure ancora documentari televisivi. Lui si è risposato con Shari. Lui, così come la sua nuova moglie, hanno deciso di non cambiare il proprio cognome. Una decisione molto diversa invece per il fratello di Jeffrey, David. David Dahmer ha cambiato nome e adesso vive in anonimato. La storia di Jeffrey Dahmer potrebbe colpire per i dettagli più macabri, ma se ci pensiamo la parte più bizzarra sono forse tutte le occasioni che sono state sprecate, tutte le richieste dei genitori di farlo seguire dalla terapia, tutta la terapia che non è riuscita a capire il vero problema di Jeffrey e anche tutte le denunce che sono state fortemente ignorate. Insomma, possibile che nessuno si sia accorto di niente. Pensate a tutte le volte che Jeffrey poteva essere fermato, ma non è stato fatto. Questo forse è il grande peccato di questa storia. Ma voi cosa ne pensate? Conoscevate già la storia di Jeffrey Dahmer? C'è un'altra storia di qualche altro serial killer o caso reale che vi piacerebbe vedere in un video? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Grazie mille ancora per aver visto questo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!